Salve a tutti, salve a tutte, benvenuti nella 43esima lezione di questo corso di Blender. In realtà non è esattamente una lezione a parte perché è la seconda parte di una lezione divisa in due spezzoni. Il primo spezzone costituisce la lezione 42 e il secondo costituisce questa lezione, cioè la 43. Nel caso voi foste capitati su questa lezione senza aver visto la precedente, vi invito a farlo perché le conoscenze accumulate nella lezione scorsa ci faranno comodo nello studio di quest'altra lezione. Non so se riconoscete questa visualizzazione, chi di voi ha visto la lezione scorsa sicuramente lo farà. Questo è il preset di visualizzazione shading di Blender, dove abbiamo sempre il nostro Outliner, Properties, Shader Editor, Viewport file browser dove cercare i nostri file, il, lo UV editor che non conosciamo ancora e qui una piccola timeline che abbiamo inserito. Questa, in questo file blend, abbiamo creato nella scorsa lezione tre scene distinte. Nella scena shader abbiamo esplorato gli shader se, attraverso il motore di rendering cycles, quindi abbiamo esplorato i nodi dello shader che ci sono stati utili per creare una varietà gigantesca di materiali. Oltre a vetro o velluto o anche lenti, siamo addirittura riusciti a creare un materiale per il fuoco utilizzando, aiutando, dove abbiamo trovato molto importante, il parametro black body all'interno del principal volume. Ma non solo, abbiamo anche visto altri materiali molto interessanti, come per esempio il materiale dell'acqua. Abbiamo anche creato una massa d'acqua all'interno di Blender. Abbiamo utilizzato la simulazione dei fluidi per crearla a livello di modellazione, però eh, abbiamo visto che però, abbiamo anche creato un materiale, sempre utilizzando le conoscenze accumulate nella scorsa lezione. Senza dimenticare anche avanzatissimi materiali volumetrici o anche i materiali di sistema particellari di tipo hair. Allora, siamo addirittura arrivati anche a creare una nebbia da aggiungere a questa scena: perché sì, in questa scena. C'è una nebbia, c'è un oggetto fog, che in inglese vuol dire nebbia, si può disabilitare, ci certo, accorgiamo della differenza, così la nebbia non ce l'abbiamo, invece se la vado a riabilitare ovviamente ce l'abbiamo, l'abbiamo perché utilizzando lo shader volume scatter siamo riusciti a creare un materiale apposito e questo essenzialmente è, è l'insieme delle conoscenze che abbiamo ottenuto sugli shaders. Poi abbiamo visto anche le texture che non sono altro che delle immagini. Sappiamo che ci sono tantissime texture già esistenti all'interno di Blender. Per esempio quello che stiamo vedendo in questo momento è il risultato della texture point density, ma in realtà abbiamo esplorato una quantità gigantesca di texture. Anche se abbiamo visto che le texture le possiamo importare anche come semplici immagini o aggiungendo una texture immagine. E andando a selezionare da qui nel nostro computer le immagini che vogliamo importare o semplicemente andare nel nostro file browser navigare tra, eh, nel nostro file browser, qui, navigare tra i nostri file e ricercare eh, l'immagine che ci serve e poi semplicemente trascinarla qui all'interno dello shader editor abbiamo fatto questa cosa per esempio nel, uh, nella scena image texture che tuttavia penso sarà diversa da come ve la, ve la ricordavate. Perché adesso il bellissimo muro di mattoni o il bellissimo uh, legno che abbiamo creato adesso all'interno di Blender ci appaiono fucsia. Questo perché? perché io sono andato perché voi ricorderete. Che io ero andato a salvare le immagini della texture, quindi le immagini che mi usato come texture, all'interno del mio desktop. Tuttavia adesso quelle immagini che avevo salvato non sono più presenti all'interno del mio desktop perché le ho inserite in un'altra cartella. Quando voi spostate le vostre immagini da dove le avevate salvate inizialmente all'interno di un'altra cartella, quindi quando voi queste immagini le andate a spostare, Blender, come farebbe qualsiasi altro software, continua a cercare nello stesso punto e quindi non le trova più. Per risolvere dovete andare ad ogni singola texture che avete specificato, aprire il Blender File View e ricercare l'immagine eh, nella sua nuova posizione, per ognuna di queste texture. Tuttavia questo è qualcosa che adesso non andiamo a fare perché non ci sarebbe questa scena. Adesso abbiamo visto il mitico menu, chiudiamo la toolbar, come fa Blender a sapere quale toolbar deve chiudere se nella viewport o nello shader editor? Semplicemente chiude la toolbar dell'editor attivo, qual è l'editor attivo, l'editor in cui avete il cursore. Infatti se io premo Shift Up con il cursore nello shader editor mi si apre il menu di, per aggiungere i nodi nello shader editor. A proposito di questo menu... Eh, Abbiamo ovviamente la barra search per ricercare il nodo che ci serve, se non ci ricordiamo la sua posizione. Infatti, vediamo che questo è un elenco di nodi abbastanza vasto. Tuttavia, vi faccio notare che noi non conosciamo ancora tutti questi nodi. Li conosciamo benissimo tutti i nodi dello shader e tutti i nodi del testo. Tutti non abbiamo ancora studiato quei nodi che ci serviranno quando parleremo dei background. Però adesso stiamo lavorando con i materiali. Qualche lezione vedremo in background e lì vedremo che è tutta un'altra un storia. Ci sono nodi ci sono altri nodi da conoscere quando parliamo di background, ma li vedremo in lezioni future. Allora, ignorando i nodi che ci serviranno per il background, che sono in particolare lo shader background. Sono lo shader del background e le Texture, uh, Environment Texture e Ska Texture, ignorando queste cose che vedremo appunto in quelle lezioni per ora conosciamo, uh, che vediamo appunto nella lezione sul background, per ora cosa conosciamo? Tutti i nodi dello shader e tutti i nodi delle Texture. Torniamo nella visualizzazione a schermo intero con toggle window full screen. Tuttavia ci mancano ancora tantissimi nodi, abbiamo in realtà visto anche i nodi layout vi ho anche anticipato che il nodo dello script vi serve se dovete importare un nodo programmato da voi all'interno di Blender, ma non, è il, ma non è questo il caso. Perciò il nodo dello script lo ignoriamo e perciò conosciamo i nodi layout, i nodi eh, shader, il e ignoriamo i nodi dello script. Per quanto riguarda output, se cliccate su Material Output aggiungete un nuovo nodo di output. Tuttavia, vedete che ci sono anche altre tipologie di output, tuttavia, eh, per esempio, abbiamo anche il Light Output. Il fatto è che l'output da utilizzare cambia a seconda di cosa state facendo con i nodi. In questo caso, stiamo utilizzando i nodi per la creazione di materiali procedurali. Cioè, cosa vuol dire procedurale? Vuol dire appunto creato attraverso i nodi ma questi sono materiali da applicare agli oggetti esistono anche materiali addirittura applicabili alle luci come vedremo nella prossima lezione ma è Blender che decide quale output inserire in base a cosa state creando quindi non vi preoccupate Blender capisce da solo che Blender l'output ve lo inserisce automaticamente non vi, serve, non vi servono più output ve ne basta uno solo che è già presente quando create il materiale e quell'output decide Blender quale output ci vuole Perciò essenzialmente non vi servono le opzioni di output. Non è che non vi servono perché le gestisce automaticamente Blender, perciò cioè non vi interessano. O ok, che conoscere tutto però. allora ci mancano input. Allora, se ignoriamo anche output, o se meglio output, diciamo che con quanto ho detto è come se già lo conoscessimo. Cosa ci mancano i nodi di input, color, vector, converter e group. Ora iniziamo con i nodi color che ci permettono di editare dei dati in formato IGB. prima di partire vi faccio notare che abbiamo già visto che esistono... che questi pallini che Blender ci mette a disposizione sono di colore diverso, questo colore non è ovviamente scelto a caso ma dipende dal formato dei dati in uscita o in entrata attraverso quel pallino se quel dato in entrata è in formato bsdf il pallino sarà... se quel dato in entrata o in uscita sarà in formato bsdf il palino sarà verde il formato BSDF è il formato di output di tutti gli shader e la sua caratteristica fondamentale è solamente che eh, la sua caratteristica fondamentale è che tu è con la stessa di tutti gli shader ragiona con la luce però abbiamo anche vari abbiamo anche vari altri eh, colori in questa scena ci rendiamo conto intanto del colore giallo che praticamente sarebbe il formato RGB RGB praticamente sono semplicissimi dati di colore. E poi abbiamo il pallino grigio che sarebbero i dati in formato di un valore numerico che sono compatibili con tutto. Infine, abbiamo anche i dati, eh, abbiamo anche i pallini viola. Che sarebbero dati in formato vettoriale, che vedremo tra poco. Praticamente, sono i nodi di output di tutti i nodi vettoriali ma questi appunto li vedremo tra poco iniziamo con i nodi color che ci permettono di editare un gruppo di informazioni RGB cioè un gruppo di informazioni che esce da un pallino giallo creiamo una nuova scena e la rinominiamo color andiamo a creare un paio di oggetti all'interno della nostra scena per esempio inserisco un piano S5 per scalarlo di 5 volte magari non solo 5 vanno bene anche 10 volte CTRL A e applichiamo la scala adesso aggiungiamo una sfera v la rendiamo un pochino più grande con g z la muoviamo lungo l'asse delle z g e dopo z adesso creiamo un nuovo materiale e lo rinomino in emission andiamo nel tab dei materiali e, e uh, voglio che allora che alla voce shader del material output, che alla voce surface del material output, sia collegato un emission, BSDF. Per farlo, basta andare alla voce surface nel, eh, nel tab dei materiali, cliccare sul nodo momentaneamente collegato, faccio il principal BSDF e scegliere emission. GZ per spostarlo un po' lungo l'asse delle Z. Assicuriamoci di inserire il nostro motore di rendering Cycles. E osserviamo il nostro risultato e questa è la mia bellissima sfera che rinomino in light emitter vi faccio notare la precisione con cui lavora Cycles è bastato aggiungere un materiale emission e subito abbiamo visto la luce colpire il piano e questo è il vantaggio di Cycles, è estremamente preciso mentre se avessimo lavorato con ivi non sarebbe bastato aggiungere un materiale mission per vedere subito la luce e fare tutti gli imbalzi necessari. Adesso al piano aggiungo un nuovo materiale che rinomino anche semplicemente il materiale. Adesso andiamo a, fare, a creare qualcosa di interessante sopra questo materiale. Andiamo a, per esempio, importare una texture Cerchiate nel vostro computer per, per trovare la testa che vi interessa. Cercate nel vostro computer, prendete un'immagine qualsiasi, l'immagine che volete. Io oh, prendo una delle immagini che abbiamo usato come esempio nella lezione 12. Faccio notare che prendo questo pannello. Potete espandere questa colonna dove avete tutte le vostre cartelle. Perché nella lezione 12 che ormai sembra pre-storia eh, avevamo visto eh, nella lezione 12 che ormai sembra Abbiamo visto come importare delle immagini all'interno della mia viewport, anche semplicemente cliccando e trascinandole all'interno della mia viewport. Lo posso fare anche all'interno dello shader editor, semplicemente selezionandole e trascinandole all'interno del mio node editor. Quando rilascerò, verrà creata una, un nodo texture che conterrà queste immagini queste sono delle immagini che abbiamo usato come esempio nella lezione 12 ma ogni volta che devo importare un'immagine sono molto propenso a scegliere una di queste perché appunto le scelte apposta nella lezione 12 sono, molto, sono ottime come esempio adesso collego l'opzione color a base color e andrò a visualizzare questa mia immagine sul mio piano tuttavia subirà ancora i riflessi speculari eh, in base alle altre opzioni di, dello shader dello scel del pbr eliminiamo questi riflessi speculari per vedere chiaramente la mia immagine e andiamo a vedere che, che l'uscita di questa immagine è in semplici dati colore adesso noi non vogliamo andare a modificare le impostazioni di questa immagine voglio solamente andare a farvi vedere come possiamo modificare questi dati di colore come i dati color si possono modificare attraverso i nodi color. Vediamo come fare. Primo nodo, il Bright Contrast. Per posizionarlo automaticamente tra il nodo Texture e il principal BSDF, mi basta posizionarlo in mezzo a questo nodo e verrà automaticamente, con in mezzo al segmento, verrà automaticamente considerato. Potrei, potrei anche dire a blender di ignorarlo premendo m con m un nodo viene mutato viene ignorato quindi m e blender lo ignora non vogliamo che blender faccia questo però era solo un'opzione interessante che volevo citare vediamo le opzioni che abbiamo bright semplicemente la luminosità più aumentate bright più aumenterà la luminosità della vostra texture se invece abbassate bright a un, a si abbassa la luminosità dei dati RGB, non deve essere per forza una texture. Constant, Constran, questa opzione vi permette invece di regolare il contrasto. Potete mixare queste due opzioni per editare in modo basilare, eh, questi, eh, molto velocemente, questi dati RGB. Se adesso cancello il nodo premendo X, il collegamento tra la texture e il principal BSDF viene resciso. Ctrl Z per annullare. Il modo per risolvere è invece di cancellare il comando X, cancellare il comando CTRL X. Vi faccio notare che qui ho attivato la DON screencast keys eh, che mi permette di osservare eh, le shortcut che io premo sulla mia tastiera. Ok, andiamo a vedere però prima di continuare. Vi devo spiegare le scale cromatiche all'interno di Blender, in realtà non si tratta di qualcosa di limitato all'interno di Blender. Le, uh, le scale cromatiche che vi vado a spiegare sono comuni a tutti i software e chiunque di voi abbia un po' di esperienza di altri software avanzati, Blender è un software avanzatissimo, ma chiunque di voi abbia esperienza di altri software avanzati, queste scale le conoscerà già. Comunque io, per correttezza e per completezza, le spiego lo stesso, per quanto sia qualcosa che molti di voi già conosceranno. Le scale cromatiche sono essenzialmente solo un modo per uh, specificare dei dati di colore. La scala RGB vi permette di editare un colore specificando la quantità di rosso, di giallo e di blu presente all'interno di questo. Quindi è una scala che reagisce appunto in base non di giallo, ma di verde e di blu. Infatti RGB è uh, una è un veramente significherebbe red, green, blue. Perciò la G che avete qui non sta per giallo, sta per green, cioè verde. Così voi qui potete andare a specificare la quantità di rosso, di verde e di blu all'interno di Blender. Vi capisco perché è facilissimo confondersi e scambiare questa G di green per la G di giallo. Mi è successo a volte di confondermi, quindi ve lo dico. R rosso, G verde, B blu potete andare a cambiare la quantità di ognuno di questi colori primari e in questo modo andare a modificare il risultato del vostro cerchio cromatico. La scala HSV è un pochino più, eh, più collegata al cerchio cromatico in sé. Ora, V è la luminosità. Con V a 0 il mio colore è nero, più lo aumento, più diventa luminoso. S è la saturazione. Quindi... Sta per saturation, quindi saturazione, più io lo aumento, più il palino del cerchio cromatico si distanzierà dal centro del cerchio cromatico. Invece con H posso muovere il palino del cerchio cromatico attorno al cerchio cromatico stesso, in modo però che resti sempre eh, equidistante da esso. Ho fatto le variazioni... La guardo sul SubSurface Color, che, come dovreste sapere, quando SubSurface è a zero non va ad influenzare il nostro risultato. Fatta questa premessa, andiamo a vedere l'opzione Gamma, che è essenzialmente il nodo gamma, che è molto semplice: semplicemente vi permette di regolare la quantità di, eh, di luminosità all'interno della vostra immagine. La particolarità però è che con questo nodo eh, più, più, alzate la più alzate il valore di gamma, più la luminosità si abbassa. Quindi più alzate gamma, più l'immagine diventa scura. Invece più abbassate gamma, più l'immagine diventa chiara. Ha questa particolarità. CTRL X per cancellare senza ricevere il collegamento. Ue Saturation eh, troviamo scritto nel menu di add, ma in realtà il nome del nodo è UE Saturation Value, quindi non so perché nel menu di had eh, non so perché, non so assolutamente perché nel menu di Ad trovate We Saturation, quando in il nome è WE Saturation Value, è una cosa un po' strana, forse perché We saturation value sarebbe stato troppo lungo. Tuttavia, potevano anche scriverci semplicemente HSV c'è cioè l'abbreviazione di UE Saturation Value. Ho detto HSV, mm, ma non era anche il nome di quella scala cromatica, non solo era il nome di quella scala cromatica, ma in quella scala, cromati ma, eh, in quella scala cromatica abbiamo visto che V è l'abbreviazione di value, cioè valore, Sottointeso di luminosità, S l'abbreviazione di saturazione, mentre H stava per QE, che è una parolina inglese molto breve, ma guarda, che vuol dire tonalità? Da questo nodo potete andare a cambiare la, la tonalità, la saturazione e la luminosità della vostra immagine, tutto in un colpo. Andiamo a provare a variare la luminosità. Ricordatevi che qui il valore di default è molto particolare di 0.5, cioè non la luminosità, la tonalità. Andando a cambiare la tonalità, io vado a cambiare proprio quali colori ci sono. magari qui ogni volta faccio una variazione di punto 1 che è molto vasta. Per esempio, però facendo variazioni un pochino più piccole, per esempio punto 55, vado a cambiare un, di poco il mio colore. Saturation è un'opzione molto preziosa e mi permette di regolare la saturazione del vostro colore, il che è fantastico. Perché con 0 il colore non è saturo, perciò che vuol dire colore non saturo che l'immagine è in bianco e nero. Più aumento la saturazione, più l'immagine diventa satura. Posso anche inserire una saturazione superiore ad 1 per aumentare la saturazione per ottenere un'immagine più satura rispetto al valore originario. Bene. Value ovviamente è l'ennesima opzione che ci permette di, di controllare la luminosità. Con 0 l'immagine è nera, posso andare poi ad aumentare la luminosità quanto voglio. Proviamo anche per esempio ad inserire un valore molto grande, per esempio 5. Vedo che scorrendo con queste freccette Blender non mi fa inserire valori superiori a 2, ma se cliccate e scrivete... Potete anche inserire per esempio un valore di 5, mamma mia, è luminosissimo, è bene no? Per esempio, inseriamo in questo caso 2, e abbiamo un'immagine un pochino più luminosa, che in un ambiente scuro come quello di questa scena, male non fa. Adesso sposto questi nodi lungo l'asse delle y, gi y, scusate, lungo l'asse delle y, Vi faccio notare che lo Shader editor è un ambiente bidimensionale. Il che vuol dire che per orientarvi si dovete lavorare su due assi. Questa è l'asse delle X e questa è l'asse delle Y. Quindi lo Shader Editor è un piano cartesiano, Abbiamo parlato in particolare dei sistemi di riferimento di Blender nella lezione 2, mamma mia, proprio per la storia, 41 lezioni fa. In particolare Abbiamo visto che la Viewport 3D non può utilizzare il sistema di riferimento di un piano cartesiano biassiale perché la Viewport 3D è uno spazio triassiale e perciò ci mette a disposizione tre coordinate di orientamento, ma in ogni caso il mio Shader Editor è, resta comunque uno spazio bidimensionale e quindi per orientarmi sì io devo ragionare come se fosse un piano cartesiano. Lascio in Always Saturation Value perché ci ha permesso di aumentare un pochino la luminosità dell'immagine e ne sono contento. Quindi per aumentare un pochino il Constraint in modo elementare, aggiungo un Bright Contrast e aumento l'opzione di contrasto. In questo modo Blender diventa l'Image Editor delle mie texture. E non dite, ah, quindi Blender può essere anche un Image Può anche essere un programma di fotoritocco essenziale per un'immagine. Non è essenziale, perché di nodi di colore ne abbiamo tanti e io posso andare a ritoccare queste immagini, i dati di colore, in modo molto avanzato. Certo, questo ha senso solo quando io lavoro con i materiali. Se utilizzo dei dati di colore come input dei miei materiali, rendermi dà degli strumenti molto avanzati per ritoccare questi dati di colore. In futuro... Vedremo che uno strumento di Blender chiamato Compositing può diventare anche un programma di fotoritocco perché nel Compositing noi possiamo anche utilizzare questi nodi per editare un'immagine esterna. Quindi in futuro ci renderemo conto che il, che, il blender, che il Blender potenzialmente può anche diventare uno strumento di fotoritocco complesso da usare perché i nodi comunque implicano una certa mentalità, però comunque molto avanzato. Spostiamo lungo l'asse delle Hits Priamo e spostiamo questi nodi e andiamo a lavorare un altro po'. Invert. Nodo molto interessante. Con invert invertite il colore. È semplicissimo. Vi crea un semplice negativo. In questo modo, e più vi faccio notare che sia lo saturation value che l'invert hanno un'interessante opzione factor. Cerchiamo di vedere come funziona. Ignoriamo momentaneamente l'invert premendo il tasto M, vedete con che facilità possiamo andare a ignorarlo. E vediamo l'opzione. Magari andiamo ad ignorare per un attimo anche il Bright Contrast in modo da vedere direttamente il risultato delle way saturation value. Questo è il risultato senza UE saturation value, questo è il risultato con lo way saturation value. Magari andiamo ad apportare pure qualche altra modifica, per esempio metto la tonalità 0.52 o 0.525 in modo da un poco, 1.53, possiamo fare piccoli ritocchi nella tonalità, oppure magari nella saturazione 1.2 e ottengo un'immagine un pochino più satura. In questo modo il risultato dell'Always Saturation Value è un pochino più differente dall'immagine iniziale. Questo è il risultato senza way Saturation Value, questo è il risultato con way Saturation Value. E se io volessi mizzare i due risultati ci viene in aiuto l'opzione Factor. Con factor A0 Blender ignora lo saturation value. Con factor A1 Blender applica lo saturation value. Con factor A5 Blender mi fa un mix che è al 50% l'immagine senza weight saturation value e al 50% l'immagine con lo saturation value. In altre parole, con 0 lo saturation value viene ignorato. Più, factor, più aumenta l'effetto, più aumenta l'influenza che esso ha. Andiamo a riabilitare il Bright Contrast, sempre premendo M. Poi, per esempio, io vedo che sommato all'opzione di Contrast, lo Waste Saturation Value dà un effetto molto marcato. C'è una grandissima differenza. Magari faccio scendere un pochino la sua influenza. Passiamo invece all'invert, lo riabilito, sempre con il tasto M, e con il factor la stessa cosa. Con factor a 0, Blender lo ignora, più aumento factor, più aumenta quanto Blender lo va a considerare. Con punto 5 è al 50% l'immagine, al 50% il suo negativo, quindi i due si annullano a vicenda. Questi strumenti possono sembrare dei semplici, delle semplici opzioni di smorzamento, ma in realtà hanno, hanno, delle, cose molto, hanno delle opzioni molto, molto interessanti. Immaginiamo, per esempio, di prendere una noise texture. Assicuratevi di avere ancora la donna Node Wrangler attivo, ve lo ricordate? Andate in Preferences, lo potreste fare anche dal pannello Edit Preferences, ma io mi trovo più di là di utilizzare l'editor relativo. Andate nel pannello add on e qui in alto cercate Node e vi apparirà tra le voci anche Node. Wrangler. Sì, ricordatevi di abilitarlo in questo modo, e poi potete anche andare a chiudere il preferences. Con il Node Wrangler attivo possiamo fare una marea di cose. L'abbiamo visto nella lezione precedente, però tra le tante, anche premere Shift, Ctrl, Clic. Sopra un, sopra un nodo e vedere direttamente il suo risultato nel, uh, nell'output, la noise texture è quella che ci interessa. Torniamo a vedere il principale BSDF facendo shift, control, click su di esso. E immaginiamo di collegare il factor del noise texture fino all'invert. Immaginate che cosa particolare possiamo fare in questo modo dove questa immagine. È nera io vedrò tra l'immagine considerate per esempio l'immagine senza invert e con invert se io qui applico la noise texture dove la noise texture è nera io vedrò l'immagine senza invert dove la noise texture è bianca io vedrò l'immagine con l'invert quindi è qualcosa di molto interessante mi crea questo effetto ovviamente magari potrei anche andare ad applicare un altro texture per esempio una checker texture la vado a collegare e in questo modo l'influenza cambia in base alla checker texture ricordatevi, nero è 0 bianco è 1 perciò, dato che questa texture si basa su bianco e grigio Bianco è 1, quindi fattore ad 1 applico l'invert. Invece in altre zone non è nero, è grigio. Grigio vuol dire applico parzialmente, quindi dove la testatura è grigia, applica. Cioè grigio sta per fattore a punto 5, che vuol dire applicare parzialmente l'invert. Perciò dove la testatura è bianca equivale al valore di 1 e applica l'invert, dove è grigia equivale a punto 5, quindi mi applica parzialmente l'invert. Per creare maggior contrasto, guarda Color 2 e lo rendo nero. In questo modo, dove la testa è bianca, applica l'invert, dove è nera, non lo applica. E posso creare questo interessantissimo effetto a scacchiera. Ovviamente, di esistono tantissime opzioni e io vi invito a fare tante prove, ovviamente. Adesso scolleghiamo questo nodo. L'inverto lo elimino con CTRL-X perché non lo voglio, vado a disabilitare momentaneamente il Bright Contrast, premendo M, immagino per esempio di inserire questo factor nel factor dello Hue Saturation Value. In questo modo la stessa trasformazione mi viene fatta, però viene applicata al, uh, uh, alle trasformazioni dello Hue Saturation Value, cioè dove la texture è bianca, lui mi applica il nodo Hue Saturation Value, dove è nera non me lo applica. E quindi mi si crea questo effetto interessante. Andiamo ad eliminare la certezza che non ci interessa e andiamo a riabilitare questo nodo, sempre premendo il tasto M. Anzi, magari questo nodo lo elimino perché non mi interessa più. Allora seleziono questi nodi, Jets per avvicinarli. Torniamo in color e vediamo un altro nodo interessante. Prima di parlare di light Falloff off e Mix rgb, magari parli un attimo del, dell'importantissimo rgb cubes. È uno dei nodi più utilizzati in Blender. Può sembrare molto ostico, ma la sua semplicità è fantastica. La cosa più importante del nodo rgb cubes è questa matrice qui in alto. Vi permette di se è selezionata la C, voi andate ad editare la luminosità, se, il contrasto, anzi. Se è selezionata la R, andate a... Andate a editare la il canale rosso, con G il canale verde, B il canale blu. Come lo andate ad editare? Andiamo per esempio ad editare il, uh, il contrasto. Se selezionate il contrasto, questa curva rappresenta la luminosità. In particolare, la parte bassa della curva rappresenta la parte a bassa luminosità, la parte alta, la parte ad alta luminosità se io per esempio adesso trascino un punto della curva verso il basso la lo ehm, se trascino per esempio la parte bassa della curva verso il basso la ehm, abbasserò la luminosità della eh, abbasserò la luminosità dell'immagine ma quale parte dell'immagine? dato che ho lavorato nella parte bassa della curva la parte a bassa luminosità vi spiego se trascinate la curva nel mezzo, voi andate ad editare tutto il canale della luminosità. Per esempio, trascinando in questo modo, l'immagine diventa ovviamente molto più luminosa. Per resettare, basta andare in Reset Curve. Tuttavia, eh, quindi in questo modo potete editare tutta la curva. In questo caso, per rappresentare la luminosità, se trascinate dalla parte bassa, voi cambiate la luminosità nella parte a bassa luminosità. Quindi in questo modo io abbasso la luminosità dell'immagine, però per lo più nelle zone a bassa luminosità. Di nuovo risettiamo la curva. Invece, se lavorate nella parte alta, andate ad evitare la curva nella parte ad alta luminosità. Per esempio in questo modo io abbasso la luminosità solo nelle zone che hanno un'alta luminosità. Quindi questo è che mi serve. Perché qui c'è la CD constant? Perché... Se io abbasso la luminosità della zona a bassa luminosità e aumento la luminosità della zona ad alta luminosità, che effetto ottengo? È semplice, vado ad aumentare il contrasto. Infatti, se voi alla voce C riuscite a creare questa curva sinusoidale, andate ad aumentare il contrasto. È un trucco molto interessante, più e meno per aumentare o diminuire le dimensioni della vista. E poi abbiamo sempre la mitica opzione Factor che ci permette di regolare quanto deve, essere, quanto deve influenzare il mio nodo. Con 0 non influenza, con 1 influenza, qui potete anche inserire un valore negativo, cioè inserire un'influenza negativa. Il nodo applicherà la trasformazione contraria, come se aveste la curva al contrario. Infatti questo è il risultato senza l'aumento del contrasto, questo è il risultato con l'aumento del contrasto. Se volete resettare la curva, Reset Curve. Quindi, signore e signori, ecco un altro strumento inestimabile per l'aumento del contrasto. Certo, volendo, c'è anche il nodo Bright Contrast, ma volete mettere il nodo Bright Contrast con il controllo che vi dà l'RGB Curves? Certo, magari il Bright Contrast è più immediato, c'è un valore che è il contrasto e via. Però dai, con l'aumento del contrasto veloce, che si potrebbe fare anche col telefonino, non è cosa da cedere a artisti professionisti. Invece qui l'RGB Cubes è molto più professionale, molto più d'aiuto. E oltre che la professionalità e basta, ha anche molto più controllo. Quindi a me piace molto di più questo strumento, ad essere sincero. Ovviamente, non rispetto al Bright Contrast, io preferisco l'uso dell'RGB Cubes. Comunque il Bright Contrast vi permette comunque di aumentare la luminosità, cosa che però potete fare anche con le RGB Cubes. Quindi le RGB Cubes con cui è stata l'opzione C è quasi un'alternativa migliore al Bright Contrast, certo. Se volete fare proprio un leggero aumento di luminosità senza dover andare a settare tutte le RGB Cubes o volete aumentare il contrasto senza avere tutta questa curva tra i piedi, io capisco che può essere più veloce, tuttavia magari questo strumento Sicuramente è un pochino più avanzato. Adesso switchiamo all'opzione R che ci permette di regolare la quantità che ci permette di andare a regolare la quantità di canale R, cioè di rosso. Io posso andare ad abbassare la quantità di rosso nelle zone che già ne sono povere, posso andare ad aumentare ad abbassare la quantità di rosso nelle zone che già ne sono ricche, posso andare ad alzare la quantità di rosso nelle zone che ne sono povere o posso andare ad alzare la quantità di rosso nelle zone che ne sono ricche sto dicendo essenzialmente che sempre se agiamo sulla parte bassa della curva agisco sulle zone dell'immagine dell che sono povere di rosso se agisco nella zona alta della curva agisco sulle zone che sono ricche di rosso eh, e trascinando verso l'alto aumento la quantità di rosso trascinando verso il basso la abbasso Tuttavia, per quanto questo magari possa essere vero, ciò non toglie che io posso anche andare ad aumentare la quantità di rosso globale ed è la cosa che di solito si tende a fare. Posso cliccare nella parte centrale della curva e trascinare così verso l'alto e così aumento la, la quantità di rosso globale, la quantità di rosso in tutta l'immagine. In questo caso ho inserito un aumento esagerato per farvi vedere la situazione. CTRL Z per annullare. In questa immagine poi non, non ha particolari zone rosse che spiccano, quindi magari noteremo meglio la stessa cosa se andiamo a influenzare le zone verdi. Se, se lavorate sulla parte bassa della curva andate a lavorare sulle zone già povere di verde, invece nella zona alta potete andare a lavorare sulle zone ricche di verde. Per esempio in questo modo io aumento la quantità di verde nelle zone che ne sono ricche. In questo modo abbasso la quantità di verde nelle zone che ne sono ricche. Ctrl Z, Ctrl Z. Ok. E questo la voglio nella parte alta, nella parte bassa, così aumento la quantità di verde nelle zone che ne sono povere. Ctrl Z. Così abbasso la quantità di verde nelle zone che ne sono povere. Tuttavia, molto spesso, andando anche a cliccare così al centro della curva a trascinare e in questo modo aumento la quantità di verde globale in tutta la mia immagine. Ok, passiamo al blu, invece, io posso sempre andare a lavorare o sulla parte bassa o sulla parte alta della mia curva, così abbasso la quantità di blu nelle zone che ne sono povere, così aumento la quantità di blu nelle zone che ne sono povere, così aumento la quantità di blu nelle zone che ne sono ricche, abbasso la quantità di blu nelle zone che ne sono ricche, tuttavia, di solito. Si clicca al centro della curva e si trascina o aumentando il blu o abbassando la quantità di blu. Eh, andiamo a resettare la curva. Per esempio, io in questa scena particolare ho aumentato il contrasto con questa curva sinusoidale. Vado a resettarla per azzerare questo aumento del contrasto. Eh, aumento molto la quantità di verde per inserire appunto una maggiore quantità di pigmento verde e abbasso la quantità di blu. In questo modo adesso il colore predominante è diventato il verde. Invece se, a, invece se alzo il blu e abbasso il verde, il colore predominante diventa il blu. Con il rosso posso andare a modificare la quantità di rosso. Eh, adesso vado, a eliminare questo nodo per, vado ad eliminare questo nodo per resettare tutto. Poi invece di premere il CTRL-X, premo CTRL-X, cioè invece di premere l'X, premo CTRL-X, così questo, questa legna resta, resta intatta. E questi semplicemente sono i nodi. Bright Contrast, Gamma, Waste Saturation, Invert, Light eh, e RGB Cubes. Passiamo adesso al nodo eh, Light Falloff. Il nodo Light Falloff... È un nodo complesso che richiede un gran numero di calcoli per Blender, ma che noi possiamo capire in poco tempo. Diciamo che il nodo Light Fall Off è un nodo che va a aprire la nostra scena e va in realtà proprio a sbirciare in quali punti la mia mesh viene colpita da raggi luminosi provenienti da una fonte luminosa o eh, che può essere un oggetto di tipo luce, o un'altra mesh avente un materiale emitter. Questo nodo prende questi dati e va a modificare e come output, eh, restituisce una, come output restituisce un valore di 1, cioè un bianco, dove il mio oggetto viene colpito dai raggi luminosi, mentre restituisce un output di 0, dove il mio oggetto non viene colpito. Il vantaggio è è che io questi output grazie a delle uh, opzioni già presenti all'interno di Blender li posso andare a modificare o posso andare a prendere altri output già leggermente editati utilizzando algoritmi diversi e grazie a tutto ciò posso andare a editare eh, posso andare a uh, lavorare su quali parti della mia mesh vengono colpite dalle fonti luminose per capirlo meglio andiamo a creare velocemente una nuova scena che gli nominiamo light fall off e che utilizzeremo solo per l'aspirazione di, uh, di questo nodo. Andiamo in modalità solid, premendo z solid e aggiungiamo un piccolo piano s 10 volte, scusate, 10 volte in tutti gli assi 10 volte e copio il valore a tutti gli assi in modo da renderlo 10 volte più grande e adesso applico la scala. Vado in Edit Mode 2 per la selezione spigoli e seleziono questi due spigoli e premo E Z per estrudere lungo l'asse delle Z. Adesso seleziono questo, questo e questo spigolo e premo Ctrl B per richiamare un bevel. Riesco a creare questa smussatura ma prima di premere invio con la rotolina del mouse aumento il numero dei segmenti e poi finalmente premo invio. Torniamo velocemente in Object Mode e andiamo a inserire il modificatore solidify e inseriamo come offset 0 e 1 in modo da inserire lo spessore verso l'esterno adesso inseriamo uno shade smooth e per non farci mancare niente un bello edge split questa mesh sarà la base del nostro eh, della nostra scena adesso andiamo ad aggiungere un cono Primiamo GZ1 per spostarlo verso l'alto di un metro, così facendo si troverà, con, così facendo la base del cono coinciderà con il piano Y, il che però non vuol dire coincidere con la superficie di questo oggetto. Vado nel solidify e vedo la eh, e vado a vedere qual è lo spessore del mio oggetto. seleziono questo valore elimino l'unità di misura che non mi serve che tanto è sottointesa e premo Ctrl C in modo da copiarlo. Adesso vado al mio oggetto, vado nella sua posizione lungo l'asse Z, premo più e incollo il valore con Ctrl V. Prima invio ho ottenuto il risultato. Adesso il mio cono coincide con la superficie di questo piano di questo, sì, del piano. Inserisco uno shade smooth a cui non ci si può far mancare un edge split. Adesso setto come origine del cono il cursore 3D e blocco la sua posizione lungo l'asse delle z. Adesso lo scalo un poco e lo muovo. Adesso lo duplico e lo muovo sempre premendo G. Lo duplico di nuovo e lo inserisco in questa posizione. Questa è la nostra scena di base. Andiamo adesso in Rendered Mode e, e ovviamente, assicuriamoci di essere in Cycles perché il Light Fall off in Eevee non funziona nemmeno. Torniamo un attimo in Solid Mode ed inseriamo una semplice luce. Point non, non abbiamo considerato le tipologie di luce, ma vuol dire semplicemente che la luce si propaga omnidirezionalmente. Possiamo un po' verso il basso la luce e vedo che se la sposto sufficientemente verso il basso riesco a intravedere gli oggetti circostanti. Vado in questo pannello e aumento la potenza della luce. Un centinaio di watt sono sufficienti. Adesso vado al mio piano e aggiungo un nuovo materiale che rinomino Light Fall Off. Andiamo adesso al mio cono, nel pannello dei materiali, qui vado a selezionare anche qui il light fall off, semplicemente scrivendo qui light nella barra di ricerca e così anche a questo cono ho applicato il medesimo materiale, in questo cono faccio lo stesso, light, light fall off, in questo cono faccio lo stesso, light, light fall off, non è cambiato niente ma semplicemente ho applicato a tutti questi oggetti il medesimo materiale. In modo che andando ad evitare uh, questo materiale da questo pannello andrò ad influenzare tutti gli oggetti. Adesso andiamo ad inserire il Light Fall Off, cioè questo nodo che andrà a, a sbilciare quali parti della mia mesh saranno colpite dalla luce. Lo vado a collegare in base color e vedo che il risultato è strano, ma già mi rendo conto che, uh, che ho ottenuto un po' il mio risultato. Perché? Perché mh, vediamo che a questo punto, ora nel material preview non lo vedo perché eh, funziona solo quando sto proprio utilizzando Cycles, quindi quando sto render ad mode con Cycles, però eh, notiamo che nelle zone dove il mio, intendiamo per essere precisi, che nelle zone colpite in pieno dalla luce, il mio piano è stato proprio colorato di bianco. E dico colorato. Perché dato che, abbiamo colorato, dato che abbiamo collegato il light fall off al base color, stiamo influenzando il suo colore. Invece, nelle zone dove, non vi è, dove gli oggetti non vengono colpiti dalla luce, vengono colorati di nero e perciò risultano invisibili. Questa, la conseguenza, è poi una, eh, un editing dell'equilibrio di luci presenti nella mia scena. Tuttavia, vedo che alla fine la forza. Dell'effetto luminoso che ho qui presente è aumentato esponenzialmente perché? Perché strength è un moltiplicatore della luce. Io posso andare ad aumentare la quantità di luce con uno, non è cambiato niente. Più aumento la strength, più aumenta la quantità di luce che Blender va a simulare. E quindi la quantità di luce che sembra che ci sia. Molto bene, adesso con il valore di smooth io posso andare a smussare queste colorazioni questo equilibrio luminoso quindi posso andare ad applicare eh, se vedete che il risultato è un po' duro aumentando smooth avrete qualcosa di un pochino più morbido tuttavia è abbastanza ovvio che nelle parti della mia, della mia scena molto vicine alla fonte luminosa ci sarà una io vedrò i miei oggetti illuminati Man mano che mi trovo più lontano dalla mia fonte luminosa, le parti dei miei oggetti saranno sempre meno illuminate, ma questo passaggio non sarà diretto. Man mano che mi allontano dalla fonte luminosa, la quantità di luce presente è sempre minore. L'algoritmo che gestisce questa decadenza è l'algoritmo quadratic. La luce verrà sempre simulata con l'algoritmo quadratic, qui voi state solo settando un determinato nodo. Tuttavia... Questo effetto del light fall-off lo potete andare a cambiare in base al semplicemente cambiando l'algoritmo. Blender continuerà ad utilizzare il quadratico. Però andate a cambiare l'algoritmo, diciamo, percepito. Per esempio, con linear, eh, la decadenza dalla parte più luminosa alla parte al buio è lineare. E questo porta a una decadenza molto più lenta. Il che vuol dire che con linear per ottenere lo stesso effetto devo inserire una strength più bassa. Con strength a 0 la mia scena è al buio. O meglio, no, con strength a 0 la mia scena non è al buio perché la luce è sempre presente, io non vado ad editare la mia luce. Semplicemente con strength a 0 i miei oggetti sono completamente neri. Non è la scena ad essere al buio, sono i miei oggetti ad essere completamente neri. Con strength a 1... Cioè, invece, se io inserisco una certa strength, Blender va a prendere la mia luce e più la, un oggetto è illuminato, più il suo colore tenderà al bianco. Però attenzione, tendere al bianco non vuol dire essere più illuminato, vuol dire solo tendere al bianco. Infine abbiamo Constant. Eh, torniamo un attimo a Quadratic e introduciamo Constant che semplicemente. Uh, va a uh, ignorare la decadenza della luce con constant tutte le parti che ricevono anche un debolissimo raggio di luce sono bianche quelle che non lo ricevono sono nere quindi con constant l'allontananza dalla fonte luminosa non fa diminuire la potenza della luce ricordate che questo mi permette solo questo fa solo in modo che le parti uh, illuminate siano in questo algoritmo più una parte è illuminata più è bianca meno illuminata è nera ma non fa nient'altro per esempio, collegando il Constant al Metallic, io vedo che praticamente Blender questo, con questo nodo cosa fa? Alle parti illuminate, completamente illuminate, associa un valore di 1, alle parti al buio, associa un valore di 0. Alle e considera anche le vie di mezzo: se lo collego a Metallic, se lo collego a Metallic eh, più una parte illuminata più sarà metallica. Se io collegando la Base Color avevo l'impressione che diventa tutto più luminoso. È solo perché le parti illuminate diventavano bianche e quindi riflettevano meglio la luce. Con a Ragnes, semplicemente eh, la ragnes delle zone illuminate sarà pari a 1, la ragnes delle zone al buio sarà pari a 0. Specular i riflessi speculari delle zone illuminate saranno pari a 1, i riflessi speculari delle zone al buio saranno pari a 0, e così via. Detto proprio in parole povere e questo è il light fall off proseguiamo con la nostra analisi saltando di nuovo nella scena color d'accordo manca un ultimo nodo nel gruppo color per terminare ed è forse uno dei nodi più interessanti il nodo mix rgb nella lezione scorsa abbiamo visto che se voglio andare a mixare dei dati in formato bsdf quindi se voglio andare a mizzare due shader Devo ricorrere a un terzo shader che è lo shader mitz shader. Andandola ad inserire posso mizzare uno shader con semplicemente un altro shader come in questo caso. In Factor possiamo inserire 0, cioè mostrami solo il primo, 1, cioè mostrami solo il secondo o anche se vi piace fare le cose complicate. Inserire una texture qualsiasi. Come per esempio una circle texture. Ora. E la colleghiamo all'opzione factor. L'opzione factor ha un pallino grigio. Perciò in circle texture useremo il pallino grigio. Adesso in parole povere. Dove questa texture è, questa texture è di un colore vedremo uno dei due shader dove è dell'altro colore vedremo l'altro shader per essere sicuri che gli shader non vengano mai mizzati usiamo qui come colori il bianco e il nero così dove la texture è bianca vedremo uno shader dove è nera vedremo un altro shader e questo è un bellissimo modo per mizzare possiamo farlo per qualsiasi altra texture per esempio possiamo anche inserire una texture di tipo noise Collegarla, magari aumentiamo un pochino. Eh, magari facciamo scendere un po' con la scala. Ok, non è molto chiaro. Magari abbassiamo l'emission a 1 ecco abbassiamo l'emission a 1 aumentiamo il detail per avere qualcosa di più complesso a disposizione e vediamo che essenzialmente dove la texture è bianca continuiamo a vedere uno shader dove la texture è nera continuiamo a vedere un altro shader per invertire quale shader vediamo basta prendere uno dei due pallini le, per, basta prendere uno dei due e portarlo all'altro pallino e, e eh, per esempio basta prendere il primo e farlo diventare il secondo semplicemente collegandolo al secondo pallino quindi basta fare così e gli shader verranno invertiti in questo modo dove prima vedevamo il primo shader cioè dove prima vedevamo il PBR vediamo l'emission e dove prima vedevamo l'emission vediamo il PBR posso sempre anche andare a cambiare l'opzione di emission e questo ovviamente mi dà grandi potenzialità ma questo resta il mix shader adesso io seleziono tutti questi nodi e provo control X. tuttavia questo mi permette di mizzare eh, dei gruppi di dati in formato bsdf ma se io volessi mizzare dei gruppi di dati in formato rgb ci viene in aiuto il mix rgb andiamolo ad aggiungere e per esempio andiamo ad inserire da una parte questa texture dall'altra che ne so um, una checker texture a, pallini, a quadrati bianchi e rossi adesso le collego e questo modo mi li andrà a mizzare. Collego qui. E vedo come risultato. Ovviamente il mio mix. Con factor a 0, vedo solo il primo il, il primo canale RGB e con texture A1, vedo solo il secondo. Non diventa falsa la storia di usare una texture in factor. Uh, facciamo... sì, non re resta vera il fatto che io posso importare una texture in Factor e utilizzare quella. Per esempio, qui importo... per esempio anche una Brick Texture. Prendo l'opzione Factor e la importo in Factor. Adesso, dove la Brick Texture è di un colore, io... Quindi, dove alcuni mattoni sono di un colore, vedrò una. quando la brick texture è di un colore io vedrò uno dei due RGB che sto ammizzando, quando è dell'altro colore, vedrò l'altro RGB e anche in base alla, ma e anche alla malta verrà associato un fattore. In particolare, vedete i colori dei mattoni sono color 1, color 2, mentre il colore della malta è nero. Allora, nero equivale al valore di 0, cioè a vedere il pre cioè nero equivale a uh, in questo caso a vedere la shaker texture mentre i mattoni che sono bianchi nei mattoni che sono completamente bianchi io vedo questa texture che ho importato e infine i ma nei mattoni che sono grigi io vedo un mix proviamo ad importare per esempio un'altra texture per esempio una gradient texture molto utile in questo caso Uh, vado a mettere il factor nel factor per scelgo un testo di tipo spherical. E per uh, shift, control click per vedere bene la sua forma. E per centrarla sul mio oggetto, premo control t e, in back, e nel testo coordinate, premo qui inserisco object. Adesso aumento la scala, per esempio, metto 10 a tutti questi valori ah no scusate uh, qui aumentare la scala vuol dire renderlo più piccolo quindi per esempio inserisco punto 1 a tutti questi valori torno a rivedere il principal bsdf e questo è il mio risultato se voglio invertire i due canali rgb mi basta fare questo. questo poi tutti questi nodi quindi spero che abbiate capito li facciamo uh, li facciamo tutto da capo per rivedere meglio come posso fare, quindi, vediamo bene: il primo canale RGB consiste in questa texture, invece, il secondo canale RGB consiste in quest'altra texture: quindi il primo è questa texture, shift, CTRL-Click per vederla, il secondo è quest'altra texture, che però, deve essere quadrettoni bianchi e rossi e questi sono i due canali RGB quindi per esempio li unisco in un gruppo con CTRL J che li nomino canali da mizzare scusate ho sbagliato a scrivere per esempio adesso io in questi due canali devo andarli a mizzare quindi come faccio? vado ad aggiungere un semplicissimo mix RGB è questo mix rgb a mostrarmi ciò che devo vedere nel base color e collego nel mix rgb prima questa texture e poi quest'altra texture le vado così a mizzare poi poco fa abbiamo anche qui inserito un bright contrast in quest'altra texture dove avevamo aumentato il suo contrasto shift ctrl click per vedere qui Ok, va più che bene, come contrasto può andare abbastanza bene, torniamo a vedere il principal cliccando su Shift Control Principal. Cioè con su Shift Control le clicchiamo sul Principal. Qui crea un gruppo che per esempio rinomino Edit. E qui e questo invece con ctrl J qui crea un gruppo che rinomino in Mix. Adesso io voglio che Uh, io voglio utilizzare come factor quindi come il texture che decide in quali punti devo vedere la prima e in quali la seconda voglio usare la gradient texture di cui devo andare a collegare il factor andiamo con shift ctrl gradient texture per vederla bene io voglio che sia una texture a forma sferica perché praticamente eh, voglio che sia un testo in forma sferica perché dove è bianca vedrò una testo e dove è nera ne vedrò un'altra perciò qui inserisco spherical per dargli una forma sferica però vorrei che questa sfera abbia come centro il centro del mio oggetto per farlo inserisco i in nodi di mappatura usando ctrl t grazie alla donna node wrangle seleziono questi due nodi e li inserisco in un nuovo gruppo che li nomino in mapping non è cambiato niente, per ottenere il risultato che voglio vado al texture coordinate e in object leggo in vector l'opzione object. Per renderla più grande, se fosse un oggetto, per rendere più grande un oggetto dovrei aumentare la scala. Per le texture, per rendere più grande una texture, devo diminuire la scala, perché la scala equivale a quante volte viene ripetuta. Inserisco per esempio punto .1 e torno a vedere il principal BSDF. E ho ottenuto il risultato che voglio, perché vado a ammizzare queste due texture di cui in realtà questa è leggermente editata ma non ci importa e ehm, praticamente considerata questa texture avendola collegata in factor nei punti dove è bianca io vedrò uno di questi vedrò ehm, questa texture nei punti dove è nera questa texture bianca questa texture nera questa texture e perciò questo è il mio bel risultato poi tutto questo mi permette di lavorare solo e solamente con il base color, quindi in tutta questa storia io, io vado solo a creare il base color poi tutte le altre opzioni del principal bsdf sono ancora editabili per esempio aumentando l'opzione di metallicità magari rinomino il materiale in piano e possiamo definire di adesso, e adesso possiamo dire di conoscere i nodi color. Magari adesso vi invito a, se eh, attiviamo un attimo gli overlays e restiamo in questo materiale, e magari divertitevi un po' a provare di editarlo, cercate di aggiungere qualcos'altro, cercate magari di editarlo un pochino, giocateci, rendetelo un pochino più complesso, fate quello che preferite. Ehm... Allora, questo terzo lo inscrivo in un nuovo gruppo che gli nomina Infector. Adesso abbiamo CTRL space bar sul mio uh, CTRL space bar con il cursore sul mio node editor. E allora, ok, signore e signori, questo è il materiale che abbiamo appena creato. Il materiale di questo piano. Io vi invito appunto a giocarci un po' a cercare di personalizzarlo date un'occhiata a come potete magari aggiungere qualcosa, renderlo un po' più complesso, perché questo è un bel esempio, perché il dover iniziare due tessere in questo modo sarà qualcosa che dovrete fare spesso, per questo ho deciso di fare questo esempio. Quindi adesso vi invito a prendere questo materiale, magari giocateci un poco, vedete se riuscite a iniziare utilizzando solo i nodi che già conosciamo, però prendendo quei nodi, vede, ehm, osservate magari come potete riuscire a un pochino a personalizzarlo. In caso magari non siete riusciti a replicarlo, nel caso ci sia qualcosa che non funzioni, assicuratevi di non aver spostato questo test in un'altra cartella. E una volta essere assicurati di ciò, magari io adesso vi lascio a disposizione per qualche secondo questa immagine sul, sullo schermo. Magari mettete in pausa il video se non siete riusciti a replicare il mio materiale solo se non ci siete riusciti. Magari potete mettere in pausa il video e copiare il modo in cui l'ho strutturato io se non ci siete riusciti ovviamente se ci siete riusciti andate direttamente avanti comunque per chi avesse avuto difficoltà metto a disposizione questo esempio da copiare ok, come vediamo già stiamo lavorando su materiali un pochino più complessi bene detto questo eh, direi che possiamo andare avanti creiamo adesso iniziamo ad avere un po' di scene magari ne creiamo una nuova che possiamo, riabilitiamo gli overlays che rinominiamo in vector perché adesso andiamo a vedere i nodi vettoriali, sono molto importanti e ci aiuteranno molto. Adesso, per farlo, magari andiamo un attimo in Solid Mode, Z Solid andiamo ad aggiungere un cubo, un cubo qualsiasi come questo, e magari aumentiamo la size. Aumentando la size, lavorando sul menu dell'ultima operazione, eh, non ci dobbiamo preoccupare di applicare la scala, perché resta 1. Ad Adesso, eh, riabilito le screencast keys, mi si disattivano abbastanza spesso, eh, andiamo in item e osserviamo le dimensioni lungo l'asse delle Z. Dato che è il centro del cubo coincidere con il cursore 3D... Ci basta spostare questo cubo lungo l'alto, premendo gz, della metà della sua altezza per fare in modo che concita con il canonez y. Qual è la metà di 4? 2, perciò punto gz, adesso premiamo 2, invio e n per chiudere la sidebar. Torniamo in render la mode, è un po' buia, inseriamo una luce, la classica luce point che è l'oggetto che, che, che emette luce omnidirezionalmente. Andiamo in questo pannello e aumentiamo nella forza Ah però sarebbe bello se tu ci facessi vedere bene bene tutte le opzioni della luce Bene Se è quello che avete pensato Sono contento perché le vedremo proprio nella prossima lezione Adesso aspettate un attimo Non è che le vediamo Non, non vediamo tutto insieme Nella prossima lezione vedremo camere e luci Adesso andiamo a creare un nuovo materiale Che rinomino nodi vettoriali Adesso andiamo a vedere i nodi vettoriali. Ad vector ci vengono fuori questi nodi. Eh, ci vengono fuori alcuni nodi. Cerchiamo di capire essenzialmente questa tipologia di nodi. Abbiamo già visto che i formati di input, di input o output delle informazioni che i nodi possono ricevere finora ne abbiamo visti tre. Abbiamo visto i nodi che hanno il pallino verde, ci cioè abbiamo visto le informazioni con il pallino verde che sono le informazioni in formato BSDF, quelle che reagiscono con la luce. Per conoscere approfonditamente questi nodi, vedete la prima parte di questa lezione, perché ripeto, questo video è dedicato, alla seconda parte di una singola lezione, che appunto è divisa in due parti. Se, eh, quindi, per capire questo video, è imperativo o avere già delle conoscenze precedenti, già delle conoscenze anteriori dei materiali in Blender, ovviamente se già conoscete eh, un po' i materiali in Blender. Magari non è così imperativo vedere la prima lezione. Però, se non avete mai aperto uno credito, in vita vostra senza vedere la prima parte di questa lezione, questa lezione appunto non, non fa per voi. Questo video non fa per voi, perché questo video è la seconda parte di una lezione divisa in due parti: non potete vedere la seconda parte senza aver visto la prima, a meno che ovviamente voi non abbiate già conoscenze dei materiali all'interno di Blender. Allora, detto questo. Eh, fatto di nuovo questa premessa per l'ennesima volta abbiamo visto intanto i dati in formato BSDF cioè i dati che ragionano sulla luce quei materiali che modificano semplicemente il modo in cui viene riflessa la luce su una superficie o il volume del mio oggetto abbiamo visto anche i dati in formato RGB che provengono da una texture che abbiamo appena imparato ad editare abbiamo anche visto i dati relativi ai palini grigi questi palini qui grigi che sono dati numerici e la loro particolarità è l'essere compatibili con tutto, perché se noi chiediamo bene di farci visualizzare un dato numerico connettendolo col material output, uno è bianco, zero è nero. Allora, fatta questa premessa, adesso andiamo a vedere uh, i palini viola. I, i pallini viola indicano che li dovete andare a congiungere un, uh, dei dati in formato uh, vettoriale, cioè, praticamente sto dicendo che, che uh, dai pallini viola potete far entrare dei dati in formato di vettore. I dati vettoriali sono dati dove ogni singolo dato è ricavato da tre numeri, uno che specifica una posizione lungo l'asse delle x, uno che specifica una posizione lungo l'asse delle y e uno che specifica una posizione lungo l'asse delle z. In altre parole, una... dei dati vettoriali sono dei dati che specificano posizioni. Sono dati che specificano, sì, semplicissime posizioni, posizioni, nient'altro. I dati vettoriali sono insieme, quando vedete un pallino blu, vuol dire che i dati in entrata saranno dati formati da tre numeri, posizioni non X delle, delle y e delle z, e perciò sono dati che specificano appunto una posizione spaziale. E eh, adesso andiamo a vedere come possiamo lavorarci il primo nodo che dobbiamo conoscere è il nodo bump questo nodo ci permette di creare tanti ah, intanto andiamo di nuovo in Cycles perché ogni volta che creiamo una nuova scena dobbiamo assicurarci di essere in Cycles intanto inseriamo un nodo bump e andiamo a vedere che questo nodo ci permette associato a un determinato shader di vedere sopra quello shader una grande quantità di rilievi quantità, una quantità di rilievi, rilievi che non verranno creati editando la geometria come accadeva col modificatore displays ma dei rilievi che verranno creati solo ed esclusivamente andando a risettare le normali all'interno del materiale vediamo come fare intanto la prima cosa che serve è una texture inseriamo per esempio una noise texture e con shift ctrl click andiamo a vedere il risultato adesso premiamo 5 eh, no, 500 è troppo, 100 eh, nella scala, in modo da vedere una texture molto molto fitta. E non possiamo mancare ad aumentare il detail. Torniamo a vedere il risultato del Principle E vedo come funziona. Io devo prendere una texture in bianco e nero, una texture in bianco e nero, e collegare il suo fattore, quindi lo, la versione bianco-nero della texture, all'opzione di Height del Bump. Poi devo andare al Bump e collegare l'output normal del mio Bump all'input normal del mio, eh, del mio principal BSDF. In questo modo Blender andrà a prendere la mia texture dove la texture è bianca crea un rilievo, dove è nera crea una depressione. Infatti con Detail a zero ho pochi dettagli e i rilievi sono molto semplici. Più aumenta il Detail, più aumentano i dettagli e quindi la complessità del rilievo. Questa è un'alternativa, questo può essere utilizzato in Mix a modificatori, per esempio. Per esempio posso inserire un modificatore SubSurf con un alto numero di suddivisioni, per esempio 6 suddivisioni. Adesso posso andare ad inserire un Displacement. Con una texture che rinomino Rilievi eh, Vado nel pannello delle texture e scelgo di inserire una texture tipo clouds. Per esempio, con una size di 0.6 già è qualcosa di abbastanza avanzato. Adesso magari scalo questo oggetto. Lungo l'asse della z con s e z e applico la scala infine se voglio creare qualcosa di ancora più avanzato per raggiungere un nuovo displacement con una nuova texture che rinomino rilievi piccoli e si che le texture siano indipendenti e in rilievi piccoli quindi questa è la texture rilievi li e questa è la texture rilievi li piccoli vedo però che se vado in rilievi qui vedo un piccolo 2 mi segnala che le terze non sono indipendenti cliccando sopra le rendo indipendenti vado a rilievi piccoli e abbasso di molto la size non dico a livello minimo ma quasi andiamo nel modificatore con i rilievi piccoli e inseriamo punto .15 di strength o anche di più tipo 2 adesso prendo questo displays e lo porto prima dell'altro displays per vedere la differenza provate a vedere come cambia spostando questo prima o dopo in questo caso non cambia molto allora questo è il nostro risultato in wireframe mode ok e abbiamo creato questa specie di piccolo asteroide che rinomino in asteroide Tuttavia, se io adesso vado in material preview, trovo che l'asteroide è bianco perché se in render lo vediamo scuro è solamente a causa della scarsa illuminazione. Potrebbe anche andarci bene perché tanto, eh, perché tanto conta quello che vedo nel rendering e nel rendering mi sembra qualcosa di scuro. Tuttavia, magari passa vicino a una fonte luminosa nel corso di un'animazione e questo potrebbe non essere quello che vogliamo. E allora abbassiamo il valore di base color ci sono anche alcune asterelle di metallo quindi magari potreste anche ottenere eh, creare un risultato originale aumentando il, il valore di metallic oppure per creare qualcosa di più brillante potete anche aumentare specular e magari abbassare un po' la hardness ho risettato la mia scena ricominciamo da zero inserisco un cubo inserisco una luce, per esempio di tipo point, che sappiamo che è l'unico, dovete solo sapere che è un tipo di luce che emette eh, raggi luminosi in direzione omnidirezionale, perché non abbiamo ancora studiato approfonditamente i tipi di luce. Adesso andiamo ad aumentare la forza di questa luce e partiamo da questo oggetto per l'analisi degli altri nodi vettoriali. Come ho visto il nodo bump vediamo il nodo Displacement, che serve a fare più o meno la stessa cosa serve anche esso a uh, inserire dei rilievi sopra la mia mesh solo che magari il Displacement è un pochino più preciso magari uh, a questo cubo inseriamo un bel uh, modificatore Subsurf anche questo anche qui no, non sei, facciamo solo 4 suddivisioni, basta, ne avanzano e inseriamo uno shade smooth. Allora, vediamo che anche il displacement mi crea dei rilievi, però potenzialmente è un pochino più preciso. Applichiamo il subsurf, inseriamo una texture per esempio di tipo checker e vediamo come funziona. Il displacement non deve essere collegato all'opzione normal di uno shader, ma deve essere collegato alla terza opzione del materiale output. E poi bisogna prendere la texture e della texture collegare il factor sempre alla voce Hate. Come vediamo, adesso magari il color 2 lo rendo completamente nero. E dove la texture è, nero, è nera si crea una depressione, dove è bianca si crea un rilievo. E questo è ciò che fa il nodo displacement. Lo posso collegare in questo semplice modo e mi crea questo effetto. Potevo sempre utilizzare la stessa texture di prima, cioè. Niente, mi evitava anche qui di utilizzare una noise texture, Magari con una scala un pochi, magari sempre con una scala molto alta per renderla molto piccola. E con un alto quantitativo di dettagli, magari 500 era troppo, inseriamo 200. Potevo anche qui usare la stessa texture, ne ho stata una diversa solo per non fare sempre lo stesso esempio. Perciò ho utilizzato una checker texture. Fate Qualche esperimento con testo diversi. Uh, scale, per esempio, questa la rendo un pochino più piccola. Per esempio, con scale a 8, e posso ottenere questi risultati interessanti. Ricordatevi, Blender l'effetto di questi rilievi, quindi questi rilievi che posso creare, o col nodo displacement o col nodo normal map o con il nodo BUMP, scusate, uh, beh, questi rilievi. Uh, Blender non li crea chissà come o in chissà quale modo straordinario, oppure magari andando a modificare la geometria. La geometria non viene modificata, anzi eh, talmente non viene modificata che non, non, anzi, non viene assolutamente modificata. La notiamo anche andando in Edit Mode, ci rendiamo conto che effettivamente questo effe questi effetti a rilievi sono solo un'illusione. Blender va a risettare le normali, a riprogrammare le mie normali in modo che, eh, che diano questo particolare effetto di rilievo, ma l'effetto non c'è assolutamente non c'è un modo di applicarlo perché non è un effetto, è un'illusione ottica. Che va benissimo lo stesso, però è solo un'illusione ottica. Magari collego il factor anche al base color. E adesso vedo adesso una scacchiera dove però i quadretti neri sono proprio più arretrati geometricamente rispetto ai quadretti bianchi, tanto per andare a fare un esempio. Oppure magari posso anche andare a duplicare questa texture e andare ad inserire in color 1 eh, una texture per esempio... Eh, andare ad inserire in color 1 una texture qualsiasi. Invece in color 2, la stessa texture, però, per esempio, con una modifica. Magari inserisco un nodo color e a zero la saturazione e questa opzione la... e poi porto questo in color. Vedo che Blender ha applicato sopra il mio oggetto questa texture, magari è un po' a bassa risoluzione vedo che è divisa a quadretti eh, cioè in alcuni punti cioè eh, cioè nei quadretti più avanzati in bianco e nero nei quadretti più arretrati e a colori per avanzati parlo sempre del risultato dell'effetto del displacement nel questa potrebbe non essere molto adatta proviamo per esempio a sceglierne un'altra magari la possiamo anche andare a scaricare vi ricordate come si fa a scaricare? Basta aprire Google Chrome. Basta andare ad aprire Google Chrome. Andare in uno dei migliori siti a proposito di questo che è appunto il sito ambientcg.com. Adesso andiamo nelle nostre risorse e andiamo a scegliere la texture che ci interessa di più. Una texture che vi piace, non ve la lascio in descrizione perché così potete scegliere voi la texture che vi interessa di più per esempio questa è molto interessante e la scaricate magari io stavolta scelgo pure una bassa risoluzione per avere un download molto veloce attendiamo che venga completato il download bene, adesso nel mio desktop lo aggiorno abbiamo anche questa eh, queste nuove texture le vado a selezionare l'estraggo le per esempio sempre nel mio desktop adesso aggiorno nuovamente il mio desktop questa e quest'extrude non ci servono e le sposto per esempio in un'altra cartella adesso qui all'interno del vostro File browser andate a selezionare direttamente dal vostro desktop la tessul da importare. Basta per esempio questa con il colore, e andiamo a collegarla. In color 1, inserisco la tessul così com'è, in color 2 la inserisco mediante l'utilizzo dello saturation value che ne azzerirà la saturazione, mm -hmm. avete seguito meccanicamente quello che ho fatto senza capire. Uh, ok cerchiamo di allora andare a intuire quello che ho fatto prima sono andato a creare questi rilievi sopra la mia mesh per farlo ho collegato la checker texture al displacement e ho utilizzato come nodo intermediario proprio, proprio il nodo displacement così facendo uh, voi potete collegare una qualsiasi texture all'opzione displacement del material output inserire in mezzo un nodo di tipo displacement e uh, in questo modo dove la texture è nera il, uh, dove la è nera, il risultato sarà, ci sarà una depressione, dove la texture è bianca ci sarà un rilievo e in questo modo ho ottenuto questo effetto. Poi sono andato io a programmare un'immagine che volevo vedere a livello cromatico, quindi questo è il displacement, i rilievi e non ci interessano, poi sono andato a lavorare con i uh, sono andato a lavorare con il base color, quindi il colore che vedevo sopra la superficie. Sono andato ad inserire una checker texture che ho collegato in base color, quindi colore di base. Quindi, in questo modo l'ho collegata. E per fare in modo che questa texture coincida con questa, magari in scale metto 8. In questo modo le texture coincidono. Ma sono indipendenti, questa texture va a creare questi rilievi, questa texture va a creare solamente i, eh, il colore. Adesso io ho eh, una texture a scacchi, in color 1 il primo colore della scacchiera, in color 2 il secondo colore della scacchiera. Come primo colore ho importato una texture che è diventata perciò il primo colore della mia scacchiera. Invece, come colore 2 volevo utilizzare una versione di questa texture in bianco e nero. Come potevo fare? Tecnicamente potevo andarla a duplicare, collegarla in color 2 e renderla in bianco e nero per mezzo del nodo Way Saturation Value, cioè azzerando la saturazione. Tuttavia è ancora più semplice invece di inserire così due texture distinte. Semplicemente andare a far partire due linee dall'output di quest'altra testa e in questo modo ho ottenuto questo semplice risultato. Mi ricordo sempre di andare ad utilizzare il motore di rendering cycles perché ogni volta che creo una nuova scena dovrei passare al motore di rendering cycles tuttavia quelle cose che abbiamo visto adesso funzionano allo stesso modo sia per cycles che per gli altri motori di rendering. In questo modo posso creare dei rilievi e magari utilizzando le stesse stesse dei rilievi per creare dei materiali ho tanti effetti potenzialmente utili perché questo è il mio oggetto senza materiali, una semplicissima, una semplicissima sfera creata da un cubo. Quindi qualcosa di veramente molto elementare e che fino a qualche lezione fa, vedendolo, avremmo detto: Ah, oh, vabbè, è una cosa semplice. Adesso che sappiamo lavorare con i materiali, invece, sappiamo che basta andare in rendered mode e magari sopra quell'oggetto si possono aprire delle porte gigantesche. Per invertire, la texture colorata e la texture in bianco e nero, basta andare in color e invertirli in questo modo. Le posso invertire molto, 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 molto efficacemente. Ricordatevi che questi effetti, quindi questo è il nodo che siamo andati ad ottenere, control, alt, spacebar, per rendere proprio solo lo spazio, di solo questo workspace completamente a schermo intero. Infatti vediamo che con CTRL-SPACEBAR mi rimane l'intestazione dello, dello shader editor e questa barra qui in alto con le scene, con CTRL-SPACEBAR, con CTRL-ALT-SPACEBAR è proprio tutto pieno. Quindi andiamo a vedere come, so come lavorano i nodi. In Surface ho aggiunto un principal BSDF con agganciata una checker texture che è come colori, una texture normale e la medesima texture a cui ho applicato non quei saturation value, con saturazione a 0. Invece in displacement è collegato un nodo displacement che, come hate, acquista, ha sempre una pezzo sul checker. Bene, e questo è il nostro nuovo albero di nodi. Un insieme di nodi che assieme costituiscono un materiale prende anche il nome di albero di nodi. Magari quando crea un albero di nodi, con. Abbastanza nodi, comunque un materiale non dico complesso, però comunque sia con qualche nodo. Ve lo metto sempre a schermo inter così potete dare un'occhiata più approfondita. Magari mettete in pausa il video e andatevi a dare anche magari un'occhiata più approfondita se non siete riusciti a replicarlo. Così vedete proprio la posizione di ogni singolo nodo, che vedete bene: CTRL-ALT-Space Bar per tornare a questa visualizzazione, e fino a qui ci siamo. Questo è il nano displacement. Rinomino questo con displacement un displacement. ok interessante e diciamo che questo è il secondo modo di creare dei rilievi l'utilizzo del nodo displacement che si contrappone al nodo bump però la cosa importante è che il nodo displacement lo dovete collegare al material output invece il bump lo dovete collegare al, uh, all'opzione normal dello shader che andate ad utilizzare Notiamo infatti che uh, questo effetto di displacement, quindi uh, creare dei rilievi sopra la mia mesh, è una cosa che io posso voler fare solo se a livello di materiali la mia mesh ha una superficie. Se io gli applico un materiale volumetrico o se il materiale è applicato a un, gruppo di, a un sistema particellare di tipo Hair, questo effetto non, non mi serve perché se la mia mesh è una superficie ha senso creare dei rilievi su una superficie ma se è un volume o un insieme di particelle di un sistema particellare non mi interessa andare a creare questo effetto di rilievo e infatti vediamo che se io vado a uh, vedere i vari shader che ho a disposizione qualsiasi shader io vado a prendere per esempio uh, un translucent, un, uh, un velvet, un, uh, che ne so, un, uh, un glossy, tutti questi shader avranno alla fine l'opzione normal, a cui io posso andare a collegare eventualmente un nodo di tipo bump. Quindi quindi Prendete il vostro material output, considerate lo shader, a considerate lo shader che collegate all'opzione di surface, quindi in questo caso il principio del BSDF. Scendete in fondo allo shader, c'è un'opzione normal? Sì, c'è. Bene, a quell'opzione normal potete collegare un nodo di tipo Bump, un nodo vettoriale di tipo Bump. Ricordatevi, quindi un nodo vettoriale sì, di tipo Bump ricordatevi è molto importante che gli unici nodi che non hanno l'entrata che, che non hanno questa entrata normal gli unici shader che non hanno questa entrata normal quali sono gli shader volumetrici dove non ci interessa dove un bump ovviamente non serve gli shader che ci permettono di creare dei materiali per un sistema particellare anche qui un, un bump non serve uh, e Eventualmente e uh, nel caso li usiate Il Mix Shader O uh, l'Add Shader Ma se voi collegate al Material Output Un Mix Shader o un Add Shader E volete creare il Bump Map E volete uh, inserire un nodo di tipo Bump Ok? N al Mix Shader o all'Add Shader Voi, col voi collegherete poi due shader che volete o mizzare o sommare. Perché noi sappiamo che io con un mix shader o con un add shader io mizzo o sommo due shader distinti. E allora essenzialmente quando io collego un mix shader o un, uh, o un add shader al material output e voglio inserire un nodo di tipo bump. Il bump a che cosa lo devo collegare? E ovviamente lo devo collegare ad entrambi gli shader che io vado a mizzare. Vi spiego, andiamo a creare per esempio un semplicissimo cubo e cancelliamo la mesh di prima, cioè non cancelliamo, scusate, andiamo a nascondere la mesh di prima, creiamo un nuovo velocissimo materiale, inseriamo un uh, Un mix shader con cui vado a mizzare un semplicissimo uh, con cui vado a mizzare. Un semplicissimo diffuse come questo e magari un bel glossy come questo d'accordo? Prendo questi due shader e li vado a ammizzare in questo modo. Se io adesso voglio inserire per esempio questa texture da usare nel band mapping. Quindi voglio, voglio, eh, unir, voglio collegare queste texture a un nodo Bump. In questo caso non ho un'opzione Factor, quindi magari collego l'opzione Color, shift ctrl eh, click per vedere se va tutto bene, e vediamo che Blender ha interpretato la mia texture. Io sto, vedendo, io sto visivamente andando ad osservare, dei dati vettoriali quindi dei dati che tengono conto delle posizioni x, y e z. Adesso io, se voglio creare il BAMP mapping, shift, control, click sul mid shader per collegare il mid shader al material output. Io voglio creare dei rilievi. Il BAMP lo devo collegare al diffuse o al glossy. Beh, per stare tranquillo lo collego a entrambi e ottengo il mio risultato. Questa texture va a creare. Eh, utilizzo questa texture dove. Questa texture è scura. Si creerà un rilievo dove è chiara, si creerà una depressione dove scusate, è scura. Si creerà una depressione dove è chiara, si creerà un rilievo. Andiamo un attimo alla nostra luce. Apriamo la toolbar con T e richiamiamo l'opzione eh, Move, Prendiamo la luce. Eh, nascondiamo momentaneamente questo combo. La luce dov'è, ah, eccola, la luce si trova lì. Pensavo fosse all'interno del cubo, invece no, si trova in quel punto. Ecco qui chiaramente uh, il nostro bel risultato con questo semplicissimo materiale. Ecco qui un altro bel esempio di come gestire semplici materiali all'interno di Blender. Uh, questo magari lo rinomino in uh, Azulejos, no? Avevo Azulejos e ho un bel risultato adesso andiamo a vedere gli altri eh... adesso andiamo a vedere gli altri nodi vettoriali a partire dal nodo mapping il nodo mapping è abbastanza semplice mettiamo che io voglio andare a spostare, ruotare o muovere una texture come posso fare? beh, come vedete ogni texture, ma proprio ogni texture, ma tutte le texture qui hanno un'opzione, hanno tra le loro entrate anche un input all'interno di quell'input io posso andare ad inserire un uh, posso andare ad inserire un nodo di tipo mapping dal quale un nodo di tipo mapping come questo dal quale posso andare a partire per andare a muovere spostare o ruotare questo texture quindi connettendo un nodo di tipo mapping all'opzione vector di una texture andate ad avere un nodo con cui potete andare a muovere ruotare o scalare codesta texture Tuttavia, dovete anche fornire a Blender un punto di riferimento che è assolutamente indispensabile. E per farlo, dovete inserire il texture coordinate. Uh, e dovete collegare un'opzione del texture coordinate all'opzione di vector del mapping. Se inserite object, il centro, la testo sarà il centro dell'oggetto, uh, detto proprio in parole povere. Se inserite normal. Blender per il mapping sfrutterà le normali del mio oggetto, invece con Generated il centro della mia uh, texture sarà il punto in cui io l'ho creata, con uh, Camera il centro della mia texture sarà la mia camera, con Window il centro della mia texture sarà, il, uh, sarà la mia finestra il mio workspace e infatti con windows se io vado a spostare la mia se vado a muovermi nella mia scena cambia il mio workspace e quindi la mia texture invece per esempio con camera per esempio seleziono la mia camera in questo caso una camera non c'è il centro di adesso sarà la mia camera però in questo caso non c'è la vado ad inserire e la mia texture cambierà in base alla mia camera quindi in altre parole qui voi potete scegliere quale, su quale opzione Blender si deve basare. Se per esempio con object la texture verrà gestita addirittura in base al mio oggetto, mentre con generated la mia texture verrà eh, gestita in base al punto in cui è stata essenzialmente creata. Invece se qui in vector non collego niente non ci sarà nessun ragionamento, Blender la applica e basta. Invece se collego il vector, posso scegliere uno di questi punti di riferimento per la mia texture. Per esempio, invece, l'opzione UV è una di quelle più precise che, per creare la texture, che per lavorare sulla texture, si basa sulla mappatura UV. Non sappiamo ancora cos'è la mappatura UV, ma lo sapete come dovete ragionare sul texture coordinate? Vi sembrerà un po' strano, ma nel texture coordinate collegate a vector tutte le opzioni finché non ottenete quello che volete. Collegate a vector tutte le opzioni che avete qui finché il risultato non è quello che volete. In questo caso il risultato con UV è abbastanza buono, perciò lasciate questo. Quindi questo è il trucchetto con Tetris sul collina, ti non sbagliare mai. Voi provate a inserire tutte le opzioni che avete finché il risultato non è buono. A caso, quando il risultato diventa buono, va bene quello. Certo, ricordatevi che cosa significa. Serve comunque capire che cosa significa. E cosa significa? Dovete, semplici... Dovete, andare... Dovete semplicemente ragionare in base al centro della mia texture. Object. A cosa serve l'object? Mi permette di scegliere un oggetto esterno. Per esempio, un oggetto di tipo empty. Eh, lo vado a spostare. Quindi prendo il mio empty. Mi permette di scegliere un oggetto di tipo empty. E se io seleziono in object. Codesto empty sarà esso ad influenzare la mia texture. Ogni volta che la texture viene influenzata, di, eh, ricordatevi che però questo fun, tutto questo funziona solo se in texture coordinate collegate object. Se in texture coordinate collegate object e qui non selezionate niente, è l'oggetto a, a cui applicate la texture ad essere quello su cui si basa la texture. Se invece ne selezionate un altro, con Objects, sarà quell'oggetto ad influenzare la vostra trama. Comunque sia, è eh, un'opzione che non uso spesso, in realtà il trucco è questo. Con uh, Window, la, ricordate solamente che con Window eh, la vostra texture cambierà in base al vostro punto di vista. Con Camera, la vostra texture cambierà in base alla vostra camera e invece con Generated cambierà in base all'opzione in cui è stata creata, con Normal cambierà in base al normale dell'oggetto, Con e eh, io vi consiglio di fare questo. Cam camera e Window, ok, rispettivamente cambia in base alla camera e alla finestra, e invece tutte le altre opzioni, collegate op in sul Coordinate, collegate opzioni a caso finché non ottenete il risultato desiderato. Quando ottenete il risultato desiderato, passate al nodo Mapping, Devo potete andare a cambiare la posizione della vostra texture manualmente. Quindi io posso cambiare la sua posizione lungo l'asse delle X, posso andare a variare la sua posizione lungo l'asse delle Y e posso andare a variare la sua posizione lungo l'asse delle Z. Resettiamo il, queste opzioni premendo Backspace e già è qualcosa di molto interessante. Poi posso anche andare a ruotare la mia texture di un certo numero di gradi, ovviamente nel modo che preferisco. Vedete, posso andare tranquillamente a spostare la mia testure Infine, ho anche un'opzione Scale che mi permette di scalare la mia testure lungo un qualche asse. Ricordatevi, è molto importante, con Scale, dovete ricordare che con Scale regolate quanto la Testure viene ripetuta ogni, ogni ciascun asse. Quindi se in Hits mettete 2, la Testure non diventa due volte più lunga lungo l'asse delle Hits viene ripetuta due volte lungo l'asse delle hits, e per farcene centrare lungo l'asse delle hits due testi, la texture diventerà due volte più corta lungo l'asse delle hits. Quindi questi valori sono inversamente proporzionali alle dimensioni vere e proprie. In questo modo potete andare a, a editare le vostre texture, e potete lavorare quindi con il node mapping. Abbiamo già introdotto anche il testo texture coordinate node. Ok? Uh, Ctrl-Alt-Spacebar, questo è al momento il nostro nodo poi quando poi eh, non abbiamo ancora parlato UV, ma tanto io vi consiglio di fare questo modificate a caso le vostre eh, la vostra texture finché non ottenete il risultato desiderato può sembrare un no non a caso la scusate 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 non ho detto quello che dovevo non modificate a caso la vostra texture eh, cambiate a caso le opzioni in texture coordinate quindi in texture coordinate cosa devo inserire generate Normal, UV object lo sapete che dovete fare Cambiatele così a caso finché nella viewport non ottenete il risultato desiderato. Quindi il grande domandone è come posso editare la texture con criterio, quindi ragionando con i nodi che abbiamo inserito, io, voi chiedetevi quale trasformazione voglio applicare all'insieme del colore, la potete apportare attraverso i nodi color. Invece se voglio creare dei, uh, se invece voglio andare a creare dei, per così dire. Rilievi uh, che nodi dobbiamo usare? Per lo conosciamo il bump e il displacement. Ok, figo. Come posso spostare una texture utilizzando il nodo mapping? C'è bisogno di qualcos'altro da sapere? Sì, che il mapping ha bisogno di un punto di riferimento. Quale? Il punto di riferimento del mapping è l'opzione del texture coordinate che andate a collegare con quest'ultimo. Ok. Forte! E quale opzione del terzo coordinate devo collegare con quest'ultimo? Semplicemente collegate tutte le opzioni e l'opzione che vedete che vi dà il risultato desiderato, quella potete lasciare. Tuttavia, ci siamo già fatti un'idea su come ragionano le varie opzioni, tuttavia voi cambiatele finché non vedete che ottenete il risultato desiderato. E in questo modo siamo riusciti a creare questo semplice... Uh, questo semplicissimo risultato. Ok... Interessante, andiamo a vedere le altre opzioni che Blender ci mette a disposizione tra i nodi vettoriali. Quindi, conosciamo il Bump, displacement e il mapping, andiamo a vedere il nodo normal. Prima di farlo, però, subito prima di farlo, vi voglio far notare che finalmente possiamo capire veramente come ragionano i dati vettoriali. premiamo Shift, CTRL, click sull'opzione BAMP, cioè sul nodo Bump e ci basiamo su questo per capire come funzionano i dati vettoriali vedo che i vari colori che adesso vedo sulla mia mesh si basano essenzialmente sul che i vari colori che vedo sulla mia mesh si basano essenzialmente solo su una cosa su il rosso il verde e il blu detto in parole semplici eh, Blender utilizza il bump per eh, basarsi su una texture che gli abbiamo fornito per andare a risettare le normali ma di quali dati ha bisogno il Blender per risettare le normali? Beh, per risettare le normali, Blender deve avere presenti i valori x, y e z di ogni normale. Cioè, Blender ha bisogno di conoscere la posizione precisa di tutte le normali in base alla texture. Cioè, Blender questi rilievi li fa, li crea, andando a modificare la posizione delle normali, ok? E come fa Blender a modificare la posizione delle normali? Semplice, fa nel seguente modo. Per ogni vertice va a prendere la sua normale e ne cambia la posizione a seconda della texture. E, in questo, e la posizione di ogni normale è identificata dai valori, da valori x, y, y e z. I valori x, y, y e z che devono essere attribuiti a ogni normale provengono dal nodo bump e sono appunto i nodi vettoriali. In parole povere, in altre parole, il nodo bump dice a Blender come deve risettare tutte le normali nel rendering. Come le deve risettare? Anzi, qual è il formato di dati che lo va a specificare a Blender? Semplicemente i dati sono vettoriali, quindi informazioni sulla posizione x, y e z di ogni normale. In base alle, alle informazioni sulla posizione x, y e z di ogni normale, Blender si, va a su ciò, eh, sì, sì, Blender si va a basare su ciò per la creazione delle nuove normali. Praticamente dal bump per ogni vertice provengono delle informazioni x, y e z. Che codificano delle, delle posizioni delle temporali povere. Quindi dal nodo Bump provengono delle informazioni su che cosa Sui, uh, no, su che cosa? su ogni singolo vertice, valori X, Y e Z sulla posizione delle normali di ogni singolo vertice. Queste sono le informazioni che uh, provengono dal nodo Bump. Informazioni che uh, indicano le coordinate X, Y e Z. Stiamo dicendo? Bene, allora sono informazioni vettoriali. Quando io collego il Bump al nodo Viewer attraverso l'Add-on Node Wrängler, se una normale Blender più una normale è spostata lungo l'asse delle Y, più me la fa vedere rossa, più è spostata lungo l'asse delle Y, più me la fa vedere verde, più è spostata lungo l'asse delle Z, più me la fa vedere blu. Continuiamo con i nodi vettoriali. Aggiungiamo nel nostro Node Editor il nodo Normal e cerchiamo di capire come funziona. Il nodo Normal. Uh, beh vedere il risultato di questo nodo premiamo shift ctrl click sopra di esso in modo da poter vedere il suo risultato direttamente sopra il mio eh, sopra la superficie del mio oggetto adesso vedo che il nodo normal mi mette a disposizione eh, due eh, sfere che io posso andare a ruotare attraverso i clic del mouse ctrl z per annullare non solo, mi dà anche due output. Il primo, quando io vado a ruotare una sfera, fa variare il mio risultato dal nero al blu al rosso. Il secondo invece, l'output dot, fa in modo che il mio risultato rimanga sempre su una scala di grigi. Ma allora, come funziona questo nodo e quali sono i principi su cui si basa e soprattutto a cosa serve? Cerchiamo di capirlo. Cerchiamo di lavorare con più criterio e ricolleghiamo il Material Output e il Mix Shader. Adesso vediamo che anche i nodi vettoriali, come per esempio il Bump, hanno un'entrata normale. In realtà abbiamo visto che tutti gli shader, fatta eccezione per mids e Add Shader, o per gli shader volumetrici o per gli shader dei sistemi particellari, hanno un'entrata di normali. Se io collego semplicemente questo nodo mi permette di editare le normali di un oggetto. Io posso prendere eh, le normali visualizzate nel risultato finale di un oggetto, che quindi influiscono sulla sua ombreggiatura, e andarle ad editare semplicemente collegando questo piccolo nodo alle opzioni normal. Allora andiamo a scollegare il Bump dal Diffuse e il Glossy, e andiamo a collegare il nodo normal. Adesso, se l'uscita è il pallino viola, quindi il primo output, quindi appunto l'opzione normal, quindi se i segmenti partono da qui e non da qui, semplicemente conta solo la prima sfera, conta solamente la prima sfera e potete, e, trascinandola e spostandola potete andare ad editare le normali intendo sempre le normali visualizzate quindi non quelle normali che io vado a vedere in edit mode ma le normali che appaiono all'interno dei materiali in altre parole io ho, delle io ho delle normali di modellazione che sono le normali che settiamo in edit mode e che andiamo a modificare con i modificatori della prima colonna e in più ho delle normali visualizzate delle normali nel risultato finale che Posso editare semplicemente muovendo la prima sfera del nord del uh, semplicemente muovendo la prima sfera di questo uh, semplicissimo nodo e se io volessi che questo nodo funzionasse anche se in normal collego questi due anche se in normal collego il bump mi spiego se io nel diffuse e nel glossy uh, vado a collegare il bump come faccio a far funzionare anche questo nodo? Beh, mi basta collegare questo, il nodo normal alle opzioni di normali del Bump, e adesso io posso usare questo: eh, adesso io posso andare ad utilizzare il nodo normal per editare le normali del, le normali del Bump, che verranno, che verranno prese eh, in base alla texture che abbiamo qui. E che poi verranno trasmesse al Diffuse e al Glossy in altre parole, se voglio che questo Normal influisca, se non ho nodi Bump, il Normal funziona semplicemente collegandolo allo shader o agli shader collegati al materiale output. Invece, se a questi shader io collego un Bump, lo posso fare anche più elegantemente utilizzando un Retroot, quindi un bivio. Per esempio, in questo modo, io posso collegare il nodo normal al Bump e utilizzare la prima sferetta del normal per andare ad editare le sue normali. Invece, editando la seconda sfera sembra che non cambi niente. Per editarla, basta farci clic e trascinare. Perché a che serve la seconda sfera? Diciamo che la seconda sfera ha importanza solo e solo se in se non collegate l'opzione normal ma l'opzione dot per, diciamo che praticamente l'opzione dot è un valore fattorizzato è un valore che oscilla tra 0 e 1 diciamo che se considerate che il dot eh, ragiona più o meno in questo modo eh, colleghiamolo al material output e assicuriamoci che sia il dot ad essere collegato col material output quindi shift ctrl click e mi collega il normal di nuovo shift control click e mi collega il dot il dot funziona così se queste normali puntano nella stessa direzione il valore di uscita è 1 valore di uscita 1 vuol dire bianco se invece puntano in direzioni ehm, se invece puntano in direzioni parallele come per esempio in questo caso il valore di uscita è 0 se invece puntano in direzioni opposte quindi per esempio in questo caso il valore di uscita è meno 1 che corrisponde comunque a 0 che corrisponde comunque al nero però eh, in se le normali puntano in direzioni opposte il valore di queste due sfere il, il risultato sarà meno 1 se puntano in direzioni perpendicolari il risultato sarà 0 se puntano nella medesima direzione il risultato sarà 1 ricolleghiamo il Mix Shader e vediamo che se invece del dot andate ad usare l'opzione normal, la seconda sfera non ha più nessuna influenza, conta solo la prima sfera. La cosa interessante è che potete anche aggiungere un altro nodo normal, per esempio questo, e collegare l'opzione normal di questo nodo al posto della seconda sfera di quest'altro. Così facendo, la prima sfera di questo nodo, perché se, con le, se da un nodo fate partire il segmento dall'opzione Normal invece che dall'opzione DOT, in questo caso da quale nodo parte il segmento? Dall'opzione Normal, se parte dall'opzione Normal la seconda sfera non ha importanza. Allora, la prima sfera di questo nodo andrà a eh, gestire la seconda sfera di quest'altro. Quindi, possiamo fare lavori abbastanza avanzati. In questo modo ho aggiunto qui un bel controller che mi permette di variare le normali di questi miei Azulejos. Fai contenti gli amici che vedono questo video. Gli amici del Portogallo, chissà, magari con i sottotitoli in portoghese. E questo è il nostro nuovo nodo. è il semplicissimo nodo normal adesso nascondo questo cubo e aggiungo per esempio un toro di cui faccio diminuire il raggio maggiore e rendo però solo leggermente più piccolo il raggio minore Adesso in Mile segments i segmenti maggiori li raddoppio e lo stesso faccio per i segmenti minori. Anche questi necessitano di un'ulteriore moltiplicazione per 1,5. E tengo questa piccola ciambella, inserisco uno shade smooth e la rinomino in Donut, cioè ciambella. Andiamo a vedere le altre opzioni che Blender ci mette a disposizione. Intanto vediamo velocemente un nodo molto famoso che è il nodo normal map. Semplicemente il nodo normal map funziona così: eh, è simile al nodo bump e al displacement, però non potete importare una texture qualsiasi. Per il normal map dovete per forza importare un tipo particolare di texture che sono le texture normali. Le texture normali praticamente sono le texture viola. Importiamo una texture viola, bene. Con questa texture la potete usare solo per il normal map e il normal map lo potete utilizzare solo per queste texture. Se fate così, ottenete il risultato desiderato. Andiamo a capire come funzionano queste texture. L'abbiamo già visto nella lezione precedente, però lo andiamo a ripassare. Vado a prendere la texture che abbiamo importato e questa texture è molto molto semplice. In parole povere, nelle zone dove la texture è blu, Blender fa in modo che le normali Siano rivolte verso uh, Blender, fare in modo che la luce si rifletta lungo l'asse delle Z, considerando il sistema di riferimento normale. Dove è rosso, la luce si rifletterà in direzione dell'asse delle X, considerato il sistema di riferimento normale. E dove è blu, le, la luce si rifletterà in direzione dell'asse delle Y. Vi ricordo il sistema di riferimento normale. Se io vado in Elite Mode, premo 1 e in, eh, uso come sistema di riferimento le normali. Vedo che ogni singolo vertice ha un sistema di riferimento a sé stante. Vedete, ogni singolo vertice, andandolo a cliccare, cioè cliccando su, su un singolo vertice, cambia il gizmo delle opzioni di movimento. Vedete, ogni singolo vertice, a seconda del vertice che seleziono, l'asse delle z del sistema di riferimento viene puntata in direzione dell'asse delle z, lungo, eh, secondo appunto, il sistema di riferimento normale. Quindi vedete questo sistema di riferimento che esiste per ogni vertice. Bene, se secondo questa texture quel vertice è blu, cioè se applicando questa texture alla mia mesh quel vertice diventa blu, è blu, la luce rimbalzerà lungo l'asse delle z. Se invece quel vertice è rosso, rimbalzerà lungo l'asse delle x. E invece se è verde, rimbalzerà lungo l'asse delle y. In questo modo... Andando a collegare questa texture molto particolare all'opzione Normal Map e Normal Map al principal BSDF o comunque all'opzione eh, Normal di un qualsiasi shader, l'importante è che se lo shader collegato al material output, io ottengo anche in questo caso questo effetto di rilievo. E questo è essenzialmente quello che ci interessa di, questo, eh, questo che ci interessa di questi nodi. Poi, se volete, magari anche qualcosa di avanzato. Abbiamo il Vector Curves, che è simile alla curva RGB, solo che funziona per i, uh, per i valori x, y e z di un algoritmo vettoriale. Come sappiamo, i nodi in formato vettoriale, quindi, che, uh, quindi le informazioni che escono o entrano da nodi blu. Beh, quelle informazioni sono costituite semplicemente Da, da dati di posizioni Lungo l'asse delle x, delle y O delle, delle z Che Blender interpreta basandosi su essi Per il posizionamento delle normali Ok? Bene Detto in parole povere Io se, collego, se con shift ctrl click Collego il vector curves Al mio output I vertici a cui è associato un algoritmo Prevalentemente delle z Verranno colorati di blu delle x di rosso delle y di verde il che implica che Blender adesso mi dà una rappresentazione visiva dei dati di posizione che ha per ogni vertice e se così basta per la ristrutturazione delle normali io posso andare a modificare questi dati andando a modificare per esempio la quantità di rosso di verde o di blu Detto in parole povere, se premete X, voi così potete andare a modificare la quantità di rosso. Per esitare la curva, reset curve. Y potete andare a modificare la quantità di verde. Per esitare la curva, reset curve. Z, signore e signori, modifichiamo la quantità di blu. Per esitare la curva, reset curve. E questo è un semplice nodo vettoriale. Ovviamente, questi non sono dati di colore. Questi sono dati che vanno ad influire sul modo in cui io andrò a vedere le mie normali alla fine della mie, del mio lavoro. Cioè, se io eh, abbasso x, abbasso y e aumento z, faccio in modo che diminuisco i vertici le cui. Le cui eh, avendo abbassato avendo reso più bassi i valori di, della curva lungo l'asse delle x faccio in modo che siano meno i vertici che puntano le loro normali lungo l'asse delle x faccio in modo che siano meno i vertici che puntano le loro normali in direzione dell'asse delle y invece con z faccio in modo che siano di più i vertici che puntano le loro normali in direzione dell'asse delle z in altre parole più aumenta... Così ci sono tanti vertici che puntano nelle normali lungo l'asse delle x, così ce ne sono pochi. Io posso andare a variare questo valore e ciò mi dà un grande controllo. Per resettare la curva, reset curve, detto in parole povere. E in questo modo edito la quantità di vertici che puntano nelle normali lungo l'asse delle x. Lo stesso posso fare per l'asse delle y, pochissimi vertici puntano nelle normali verso l'asse delle y, tantissimi vertici puntano nelle normali verso l'asse delle y. Per resettare la curva, reset curve. Z, tantissimi vertici puntano in normali verso l'asse delle Z, pochissimi vertici puntano in normale lungo l'asse delle Z. Reset Cube per risettare il lavoro. Questo è utile se voglio editare le normali proceduralmente. CTRL-X per cancellare il nodo senza riuscire i collegamenti. Infine, se volete conoscere anche un altro... Nodo vettore molto interessante: c'è cioè il vector rotate che funziona in modo abbastanza semplice. Il vector rotate funziona più o meno così: vi permette di ruotare gli algoritmi qui inseriti, cioè considerati i dati vettoriali provenienti da un nodo, con vector rotate potete andare a ruotarli. Esistono tre modi per farlo. I axis, il valore di angolo vi permette di cambiare quanto le normali vengono ruotate lungo l'asse delle x. Shift, Ctrl, click per vedere il risultato. E con angle con axis, posso andare a cambiare la rotazione lungo l'asse delle X. Y cambiamo la rotazione lungo l'asse delle y. Z. Cambiamo la rotazione lungo l'asse delle z. Ricordatevi sempre che, che i colori che vedete rappresentano la direzione delle normali del vostro risultato finale. E li inseriamo 0. Tuttavia, se io voglio avere un nodo che mi permette di ruotare lungo più assi, avete due possibilità. La più semplice è quella che io preferisco. Euler, avete un dato di rotazione lungo l'asse delle X, uno di rotazione lungo delle Y e uno di rotazione lungo l'asse delle Z. E basta. Invece, axis angle è l'opzione di default che è un pochino più eh, complessa. Con angle potete andare a stabilire una rotazione fissa per tutti gli assi. Adesso potete decidere quanto verrà influenzato da questa rotazione l'asse delle hits quanto verrà influenzato l'asse Y e l'asse Z. Per esempio, inserisco una rotazione di 90°. Gradi. Adesso dico che l'asse delle hits deve essere influenzato al 50%, così qui metto .5. E l'asse delle y subirà una rotazione pari a 0.5 per 90 gradi, cioè 45 gradi. Asse delle y con 0 l'asse delle y subirà una rotazione di 0 per 90 gradi, cioè 0 gradi. Inserisco 2 l'asse delle y subirà una rotazione di 2 per 90 gradi, cioè 180 gradi. In questo caso l'asse delle z ha inserito il valore di 1 che Vuol dire che sull'asse delle z i miei dati vettoriali subiranno una rotazione di 1 per 90 ⁇ quindi proprio 90 ⁇ Praticamente potete inserire una rotazione che è il vostro scopo. Più aumentate il dato lungo l'asse delle x, più l'asse delle x verrà influenzato. Più aumentate il dato lungo l'asse delle y, più l'asse delle y verrà influenzato. Più aumentate l'asse delle z, più l'asse delle z verrà influenzato. Per influenzare un asse, in per dire che l'asse delle x verrà influenzato intendo il parametro vettoriale dell'asse Z verrà verrà influenzato, in altre parole che vuol dire uh, window toggle window screen Quindi praticamente che vuol dire? Qui voi potete inserire una rotazione. Con 0 uh, con 0, per esempio, questo è l'asse Z, questo è l'asse Y e questa è l'asse Z, non per esempio, proprio così, asse delle hits, delle y e delle Z, dell'Y e della Z. Il valore che inserite nell'asse delle hits verrà moltiplicato per la rotazione qui inserita e il risultato sarà il numero di gradi di rotazione. Punto 1, l'asse delle hits verrà ruotato di punto 1 per 90 gradi, cioè 9 gradi. Punto 5, lungo l'asse delle hits, non l'asse delle hits verrà ruotato lungo l'asse delle hits, i miei dati vettoriali subiranno una rotazione di punto 5 per 90 gradi, cioè 45 gradi. 1 lungo l'asse delle X, i miei dati vettoriali subiranno una rotazione di 1 per 90 gradi, cioè 90°. 1.5 lungo l'asse delle X, i miei dati vettoriali subiranno una rotazione di 1.5 per 90 gradi. Lo stesso posso fare lungo l'asse delle Y o delle Z e questo è un modo molto efficiente di andare a ruotare il mio, uh, di andare a ruotare i miei dati vettoriali se proprio volete essere dei pro e volete saper settare tutto, tuttavia io di tutte le parentesi preferisco Euler, lo trovo un pochino più comodo. Eh, se proprio volete essere dei pro e saper settare proprio tutto, 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 tutto vi potrebbe fare utile anche l'opzione center. L'opzione center è semplice. Normalmente il centro di questa rotazione è il pivot della vostra mesh. Aumentando questo valore, anzi modificando questo valore lo potete spostare lungo l'asse delle X. Cambiando questo valore lo potete spostare lungo l'asse delle Y. Cambiando questo valore lo potete spostare lungo l'asse delle z. Che cosa? Il centro di rotazione dei vettori, quale rotazione è quella che decidete con questi parametri. Tuttavia, questi sono proprio dettagli. Eh, seleziono questo nodo e premo CTRL X per cancellarlo. Ok, e con questo direi di chiudere con i nodi vettoriali. Detti nodi vettoriali, direi che possiamo passare ai nodi converter. Perciò eh, propongo di Perciò propongo di aprire una nuova scena e passiamo ai nodi converter. La scena la rinomino in converter e andiamo a scoprire questi fantastici nodi. Iniziamo inserendo un semplice piano e uh, in size direi che per ora due metri possono andare bene. Adesso andiamo ad aggiungere una luce. Per esempio una, anzi, una luce di tipo point, perché sappiamo solo che questa è la luce di default, la luce omnidirezionale. Adesso creiamo un nuovo materiale e lo rinomino in example, anzi, in example material. Andiamo nel motore di rendering, cycles, per essere più precisi, e vediamo che oggi abbiamo già... e eh, andiamo a capire cosa sono i nodi converter. Oggi abbiamo già visto che i nodi color sono essenzialmente dei nodi che ci permettono di editare un blocco di dati RGB, mentre i nodi vector ci permettono di editare o di creare un blocco dati RGB mediante il quale possiamo andare a creare anche degli effetti di displacement sopra la mia mesh. Principalmente abbiamo tre modi per farlo. Il primo è un bump, che bisogna collegare all'opzione normal dello shader collegato al material output. Possiamo inserire una texture o qualsiasi da collegare all'opzione di height e Blender si baserà su questa texture per la creazione dei rilievi. Il secondo modo che abbiamo per la creazione dei rilievi, l'abbiamo già detto, è il nodo Displacement, che invece va collegato direttamente nell'opzione Displacement del Material Output. E anche qui possiamo inserire una texture qualunque, per esempio anche una texture uh, Color PNG. E anche qui Blender si baserà su questo per la creazione dei rilievi. Infine, abbiamo visto che abbiamo anche un bellissimo nodo Normal Map che però va collegato anch'esso all'opzione Normal e che ha la particolarità di necessitare delle texture particolari, che sono appunto texture normal, come questa, e anche qui Blender si basa sulla creazione di rilievi. Tuttavia, ehm, sì, anche qui Blender ci si basa sulla creazione, per la creazione di rilievi appositi in base alla mia texture. Eh, poi molto spesso, quando, questo, quando una texture non è collegata all'opzione di color, per renderla più precisa in color space potete passare a non color, questo può aumentare la precisione, però di solito funziona tutto anche senza. Bene, e queste sono le opzioni color e vector. Adesso ci mancano i converter, che sembrano tantissimi, ma li vedremo in poco tempo. I nodi converter, praticamente, sono dei nodi che non sono tanto utili da soli, ma più inseriti in un contesto di vari nodi. Ci permettono di andare ad editare una quantità mista di informazioni o di andare ad eseguire varie operazioni di correzione che ci danno più controllo sul nostro lavoro. Perché il vantaggio principale dei nodi è il controllo, andiamo ad ottenerlo questo controllo. Iniziamo dal nodo BlackBody, che, che funziona come l'opzione omonima all'interno del Principal Volume. Praticamente ci chiede una temperatura e lui trasforma questa temperatura in, una, eh, in un colore di emissione. Provo per esempio a collegarlo all'opzione di emission, e così io, in base al colore estrapolato da questo nodo, posso andare a eh, editare, il mio, posso a creare un colore relativo. Vi spiego. Uh, praticamente qui potete inserire una temperatura E Blender parte da questa temperatura Per l'estrapolazione di un colore La temperatura minima è ecco quella rossa perché, so, perché nella scala uh, Nella scala della temperatura Sotto il rosso c'è il nero Ma se voglio qualcosa di nero Basta che inserisco la temperatura minima rossa E poi faccio diminuire la forza dell'emissione an Andiamo a far aumentare la temperatura Tanto Vediamo che è 1000 però ho ancora un colore rosso, vedo che se supero 1000, ottengo un colore arancione, e appena arrivo ad avvicinarmi ai 2000, arriviamo sul giallo, saliamo ancora un po', e giungiamo al colore bianco. Per questo, sono sempre dati in formato, eh, per questo sono sempre dati in formato RGB, che possiamo quindi andare a editare utilizzando i nodi color, per esempio, posso andare ad aumentare leggermente la quantità di blu. Comunque ci sono tante vie per l'editing. Ctrl X per cancellare. E questo è il semplicissimo nodo Black Body. Passiamo al nodo clamp. Adesso i nodi che vedremo adesso servono ad editare dei blocchi dati in modo molto più avanzato rispetto agli altri nodi. Cerchiamo di fare un esempio, per esempio proviamo a inserire una texture, per esempio non so, non saprei, proviamo ad inserire una... Vogliono le texture. Colleghiamo in questo modo. Partiamo da questa texture per editarla. Potreste editare potenzialmente qualsiasi texture. Sono solo ovviamente degli esempi per farvi capire come possiamo editare un blocco dati come questo. Il primo nodo è un nodo molto interessante, il nodo clamp. Ora la prima opzione value è l'opzione in cui andate ad inserire il valore di input. Poi abbiamo le opzioni min e max. Ora ricordatevi che 0 è nero, 1 è bianco. In parole povere, min è il valore più basso che può avere la mia texture. Quindi il valore minimo che la mia texture può assumere. Cioè, se a ogni punto della mia texture corrisponde un uh, anzi mi spiego, se a ogni Punto della mia pezzo corrisponde un colore, quindi per esempio 1 è bianco, 0 è nero, 0,5 è grigio, minimo è in parole povere il, uh, è in parole povere il, val il valore più basso, quindi se inserisco 0, il valore più basso possibile in questa è 0, quindi il nero, ok interessante, ma se inserisco punto 3, il valore più basso che questa può assumere è punto 3 quindi non ci potranno essere vertici all'interno della terza che assumono un valore inferiore di 0,3 e tutti i vertici che hanno un valore inferiore a questo verranno approssimati a 0,3 mi spiego i punti neri hanno valore 0 I... più il colore si avvicina al bianco più ci avviciniamo a un uh, valore di U più il colore si avvicina al bianco più siamo vicini all'1 minimo in questo valore numerico è il valore più basso che posso avere. Se inserisco punto .3, nessun punto della mia mesh potrà avere un valore inferiore a 0,3. Perciò nessun punto della mia mesh potrà avere un valore, per esempio, di 0. E quindi potrà essere nero. Detto in parole povere, se proprio volete avere qualcosa di molto semplice a cui aggrapparvi, aumentando min posso far... Posso andare ad eliminare le zone bianche della mia texture. Invece... Cioè, scusate, aumentando min posso andare a far aumentare, posso andare a far diminuire le zone nere. Posso andare a schiarire la mia tezzola aumentando min. Abbassando min, beh, non succede niente. Quindi se io alzo un poco min tendo ad inserire un limite a quanto la tezzola può essere scura. Massimo è un po' il contrario. È il valore massimo che un vertice può avere, considerando che se fosse bianco avrebbe valore di 1. Se per esempio inserisco 0.5, nessun vertice può avere un valore maggiore di 0,5, il che vuol dire essenzialmente che non può essere bianco, perché bianco è 1, quindi è più alto di 0,5. Detto in parole povere, vi basta sapere questo: più aumento min, più vado a far scomparire le zone nere, più abbasso max, più vado a far scomparire le zone bianche. E questo è un bel tipo di editing. E questo è il semplicissimo clamp. Adesso passiamo a quello che mi azzarderei a definire il nodo più utilizzato all'interno di Blender. Questo cercate di capirlo, perché è un nodo importantissimo: è il Color Ramp. È un nodo di un'importanza gigantesca, quindi devo essere molto chiaro. Semplicemente il Color Ramp mette a disposizione questa rampa dove la uh, parte sinistra della rampa corrisponde alle, uh, dove la parte sinistra della rampa corrisponde alle uh, zone nere e la parte destra alle zone bianche. Andiamo a vedere come trascinando uno di questi punti di controllo nella parte opposta posso andare ad aumentare l'influenza. Osservate, come... aument... Osservate come è editabile l'attrezzo e questo è qualcosa di molto più facile da capire vedendolo. Vedete che se io prendo l'opzione nera e la trascino aumenta la quantità di nero, se prendo l'opzione bianca e la trascino nella direzione opposta aumenta la quantità di bianco. Io posso inserire un punto di controllo premendo più e avrò qualcosa in più da editare, posso eliminarlo premendo meno e avrò qualcosa in meno da editare. Primendo più, eh, io ho un punto di controllo da editare e trascinandolo in una direzione ne posso andare a cambiare l'influenza. Detto in parole povere. Questa è la zona più scura della mesh. Questa è la zona più chiara. Scuro, chiaro. Scuro, chiaro, scuro, chiaro, scuro, chiaro. Ok, ben detto. E beh? Bene. La zona scura e la zona chiara. Quello che vediamo è il gradiente, è il modo in cui si passa dalla zona scura alla zona chiara. In altre parole, in una texture non incontrirete mai un passaggio né, o meglio, lo potrete incontrare, ma è abbastanza raro. È abbastanza raro incontrare un passaggio netto dal nero al bianco. C'è sempre un gradiente, una sfumatura che passa dal nero al bianco. Bene, questa rampa è la riproduzione di questa sfumatura. Se io trascino il bianco, aumento la zona che è perfettamente bianca. E quindi aumento il bianco in tutte le sfumature della mia, mesh, della mia texture. E quindi, la, uh, e quindi il bianco in sé. Se io per esempio... Io posso anche, ad editare, posso anche andare a editare questi punti di controllo. Per esempio, questo punto lo posso far diventare rosso. In questo modo, tutta questa parte della tessile diventerà perfettamente rossa. Quindi detto, de quindi, detto in parole povere, questa è la riproduzione visiva del gradiente dalla zona più scura alla zona più, più chiara. Io posso andare a trascinare. Uno di questi punti di controllo, posso andare a, a crearne altri che posso a loro volta andare a trascinare, posso cancellarli con il tasto meno. E posso andare ad editare in alcuni, andando semplicemente al colore e andandolo a modificare. Proseguendo, vediamo che, vediamo che abbiamo queste opzioni qui in basso. Eh, e attraverso questo numeretto, io posso andare a switchare da un punto di controllo all'altro. Aggiungiamone per esempio uno nuovo e per esempio lo rendo giallo. Adesso io se, ho, se qui ho 0 ho selezionato il primo punto di controllo da sinistra, 1 il secondo, 2 il terzo punto di controllo da sinistra. Posso switchare tranquillamente da un punto di controllo all'altro. In più non manca è importante l'opzione Position con cui possiamo andare a modificare numericamente la posizione di un punto di controllo. Posizione animabile con i keyframes, inserendo i, mettendoci sopra il cursore e premendo i, inserisco il keyframe relativo, CTRL Z per annullare. Poi qui abbiamo questo pannello dove possiamo decidere una modalità di interpolazione per questi punti di controllo, in altre parole, cambiando questa modalità, viene cambiata la modalità in cui Blender interpreta i dati inseriti all'interno del color ramp e di conseguenza eh, viene cambiato il risultato finale. Linear è una modalità di interpolazione che crea qualcosa di mediamente sfumato. Is è qualcosa di leggermente anche se leggermente più sfumato. E anche cardinal è un bel livello di sfumatura. Io vi consiglio di fare varie prove. Is cardinal linear con linear. Eh, sì, is cardinal e linear quindi Is, cardinal e linear, modificandoli potete modificare leggermente il vostro risultato. Poi abbiamo Bispline, che è la modalità più sfumata in assoluto, e dove addirittura con Bispline vi faccio notare che è l'unica modalità dove a un determinato punto di controllo non corrisponde eh, il colore preciso. Infatti, vedo che al nero non corrisponde che al punto di controllo nero all'interno della rampa di colore non corrisponde perfettamente il nero, al punto di controllo giallo non corrisponde perfettamente il colore giallo, infatti il, la parte nera si trova un pochino prima del punto di controllo nero, e la parte gialla si trova un po' prima della parte gialla. Questa è proprio una caratteristica Spline. Finiamo parlando del constant, che come vediamo. In modo, eh, che come vediamo, fa in modo che tutta la parte che viene dopo un punto di controllo fino al successivo abbia un colore così costante, lineare che non decade. Osserviamo già la grande potenza di questo eh, nodo con M lo muto e vedo il risultato senza color ramp e vedo il risultato con color ramp adesso proseguiamo e andiamo a vedere le altre opzioni che Blender ci mette a disposizione ora allora, CTRL-X per cancellare il color ramp e andiamo a vedere gli altri nodi allora i nodi combine e separate uh, ora mh, vediamo prima gli uni vediamo prima i nodi di separazione e poi i nodi di combinazione con separate HSV magari Inserisco proprio una vera immagine all'interno del mio node editor, un'immagine qualsiasi, per esempio anche una delle immagini che abbiamo utilizzato negli esempi della lezione 12. Per esempio anche questa immagine la collego in base color e andiamo a vedere l'opzione separate hsv. Il separate HSV, semplicemente andiamo a vedere il risultato, Shift Ctrl Click per collegarlo direttamente all'output. Bene, l'output H praticamente mi fa vedere un'immagine uh, che è in una scala di grigi dove uh, il colore oscilla dal nero al bianco in base alla tonalità della mia immagine. Quindi, per dirla in parole povere, se io uh, vado a modificare la tonalità della mia immagine. Magari utilizzando un nodo US Saturation Value cambierà la scala di grigi. Infatti, come vediamo, la scala di grigi varia in base alla tonalità. ctrl x per, ca per cancellare lo US Saturation Value e quindi questo semplicemente mi crea un'immagine, quindi vede un'immagine che si basa sulla tonalità. Shift CTRL-Click per passare all'output successivo e Blender prende i vari colori e dove i colori sono completamente non saturi me la mostra nera dove i colori sono completamente saturi me la mostra bianca shift ctrl click per passare all'output successivo con V io vedo un'immagine che mi rappresenta la singola luminosità e quindi praticamente la versione bianco e nero dell'immagine originaria tuttavia ricolleghiamo il principio di BSDF la questione è leggermente diversa in parole povere il nodo separate HSV mi prende l'immagine che io inserisco qui e mi separa il canale V, il canale S e il canale VALUE. In altre parole, eh, ogni immagine può essere rappresentata attraverso l'utilizzo della, della scala HSV, che abbiamo già visto poco fa, dove praticamente, H, dove praticamente V è la luminosità, S è la distanza di questo puntino dal centro del ciclo cromatico, H è... Cambiando ci permette di eh, muovere questo puntino attorno al centro del ciclo aromatico. Detto in parole povere, eh, H tonalità S saturazione V value, cioè luminosità. Eh, bene, Blender praticamente se inserisco il nodo HSV mi va a scomporre il canale tonalità, il canale saturazione e il canale luminosità. Se io lo voglio ricomporre mi serve il nodo combine HSV. Inserendo un combine hsv, io posso andare a riunire la, eh, tutti questi valori e praticamente così facendo questo nodo mi scompone, eh, in altre parole questo nodo mi va a scomporre la, eh, la mia immagine nei canali hsv. E questo nodo mi va a scomporre la mia immagine nei canali, mi va a ricombinare i canali SV, quindi scompongo i canali SV, ricombino i canali HSV, ma se poi, e eh, ovviamente scombinandoli e poi ricombinandoli, io ottengo il risultato iniziale. Ma allora, a che serve essenzialmente eh, questo? questo eh, questa scala, cioè a che serve creare una struttura come questa, tanto poi il risultato è lo stesso? Beh, semplicemente in questa parte interposta tra il separate HSV e il combine HSV, quindi in queste tre linee, in questi tre collegamenti, io posso o andare ad anteporre altri nodi, mi viene in mente per esempio un bel color ramp che inserisco all'interno della tonalità. E Con il color ramp, shift, control click per collegarlo direttamente all'output. Posso andare a editare, per esempio, la sola tonalità della mia immagine. Ricollego l'output e il Principal. E vedo che modificando il color amp posso andare a modificare qualcosa che tocca la sola singola tonalità. CTRL X, oppure il color ramp lo potrei anche inserire, meglio ancora, a livello di saturazione. Per esempio, in questo modo avrei un nodo che mi permette di uh, andare. Editare solo e solamente la saturazione del mio lavoro. CTRL X per cancellarlo. O, infine, potrei anche andare ad inserire nell'opzione value e avere un nodo che mi andrebbe a controllare solo la luminosità. Quindi, in altre, par quindi in altre parole, a che serve eh, creare una struttura come quella che vediamo uh, nell'esempio: Beh, un, uh, un uso possibile. Sarebbe appunto quello di anteporre tra il separate HSV e il da inserire in mezzo tra il separate HSV e il combine HSV a finale di editing. Tuttavia, c'è anche un'altra possibilità. Mettiamo che io, per esempio, l'opzione value non la collego, il value lo lascio vuoto. Così facendo nel combine HSV mi, vie, mi appare un'opzione che posso andare a regolare manualmente. Nel combine HSV posso inserire. Ho un valore di uh, luminosità che posso andare a regolare manualmente. Ovviamente con value io trasmetto la luminosità di questa immagine quindi dove questa immagine è chiara quindi se io collego V con V dove questa immagine è chiara, io trasmetterò un colore chiaro dove scura trasmetterò un colore scuro. Se io questo lo scollego, vado a, regolare, vado a aumentare questo valore e come risultato, e come risultato negativo ho quello di andare a gestire una luminosità che è uniforme per tutta l'immagine, tutti i pixel avranno lo stesso valore HSV, quindi per esempio se uno di questi valori non li collego, per esempio in questo modo, ho a disposizione l'opzione relativa nel combine HSV dove posso andare a regolare questo valore in modo uniforme per tutta l'immagine. Per esempio immaginiamo di lasciare vuota la tonalità io adesso potrei andare a regolare la mia tonalità però sarebbe una tonalità uguale per tutta l'immagine quando cambio i valori qui vado a vedere un valore che è identico per tutta la mia immagine ovviamente invece lasciamo vuoto saturazione posso andare a modificare la saturazione ma sarà sempre una ma posso sì andare a modificare quella saturazione ma lo farò sempre in modo uniforme per tutta l'immagine la cosa interessa le cose diventano interessanti quando io porto, quando io importo il canale H, il canale S o il canale V, magari anche di un'altra immagine. Per esempio, importo questa immagine all'interno di Blender, ne separo il canale HSV, per esempio Separate HSV, e per esempio posso collegare l'opzione H di questo canale all'interno dell'opzione H all'interno di questa opzione H in questo modo la tonalità di questa immagine mi andrà a controllare la tonalità di questa oppure posso collegare la saturazione di questa texture a questo combine hsv in modo che la saturazione di questo nodo mi vada a regolare la saturazione di quest'altro proviamo Adesso la saturazione di questa immagine va a gestire la saturazione di quest'altra. Infine posso anche fare lo stesso per il valore value e adesso l'opzione value di questa immagine mi va a controllare la luminosità di quest'altra immagine. E come vediamo questo è un modo molto avanzato per mescolare delle immagini. Ovviamente, non devo collegare necessariamente il canale H con il canale H, il canale S con il canale S o il canale V con il canale V. Per esempio, posso collegare l'opzione S al canale di tonalità. In questo modo, la saturazione di questa immagine andrà a controllare la tonalità di quest'altra, per fare un esempio. Oppure, posso, posso collegare la saturazione di questa immagine in modo che controlli la tonalità il valore di quest'altra, posso con collegare la saturazione di questa immagine in modo che controlli l'opzione di value di quest'altra, quindi la saturazione controlla il valore dell'altra immagine e adesso in base alla saturazione di questa cambierà la luminosità di questa, ovviamente ci sono tantissime opzioni, cancelliamo questi due nodi, esiste addirittura la possibilità di scambiare i valori direttamente qui, per esempio se io collego il V del separate HSV con l'H del combine HSV adesso la luminosità adesso in base alla luminosità di questa immagine cambierà anche la sua tonalità oppure posso anche fare il contrario, posso anche fare in modo che in base alla tonalità di questa immagine cambi la sua luminosità oppure posso anche fare in modo che in base alla saturazione di questa immagine cambi la sua luminosità per esempio, se io colleghi quindi praticamente nel separate HSV, voi potete prendere la tonalità, la saturazione o la luminosità e fare in modo che uno di questi parametri vada a controllare la tonalità, la saturazione o la luminosità o della stessa immagine o di un'altra immagine. Per esempio, in questo modo, se io tra il separate e il combine HSV vado a cambiare saturazione e valore adesso la saturazione va a controllare la luminosità e la luminosità va a controllare la saturazione fate comunque varie prove ctrl-x ctrl-x per cancellare questi nodi vediamo invece come altro, che altro posso fare posso anche andare ad utilizzare l'opzione scusate posso anche andare ad utilizzare l'opzione eh, separate RGB mescolata all'opzione combine RGB, che però la lasciamo da parte e vedo che, che il canale R è bianco. Dove c'è il vediamo che separa i rGB, mi separa i colori rosso, verde e blu, dove, dove la quantità di rosso è massima, l'immagine è bianca, dove è minima, l'immagine è nera. Se invece del canale red all'output collego il canale green dove l'immagine è verde la vedo bianca dove, dove, dove la quantità di verde è, è massima l'immagine è bianca dove è minima e anche lì è bianca blu stessa cosa per il blu ricolleghiamo il principal bsdf e andiamo a inserire qui anche il combiner rgb come con il combiner hsv se qui collego tutte le opzioni Uh, ottengo un risultato uguale a quello iniziale, tuttavia posso fare anche varie modifiche. Per esempio, posso invertire il canale rosso col canale verde, così le parti che nell'immagine originale erano rosse diventano verdi e le parti che erano verdi diventano rosse. Oppure posso non inserire un collegamento in modo da ottenere un parametro nel combine RGB che mi va a regolare quella, quant quella quantità di colore in questo caso il verde. Non per, per tutta l'immagine, in modo omogeneo, per esempio, non collego il rosso. Ho questa opzione nel Combine RGB con cui posso regolare la quantità di rosso omogenea in tutta la mia immagine. Oppure posso inserire un determinato colore in modo che, oppure inserire un colore. In tutte le opzioni di Combine RGB in equivale a collegare direttamente quel colore al material output, ma per esempio in questo caso, il blu, per esempio in questo caso, le parti dell'immagine iniziale che erano uh, rosse le vedo blu, le parti che erano blu le vedo blu e le parti che erano verdi le vedo verdi. Mi spiego? Detto in parole povere, sc scolleghiamo e cerchiamo di capire meglio. Funziona così: in Separate RGB posso prendere o le parti che inizialmente vedevo rosse, o le parti che inizialmente vedevo verdi, o le parti che inizialmente vedevo blu. Posso prendere una qualsiasi di queste opzioni, e poi posso andare a fare in modo che queste parti io le veda rosse, io le veda verdi o le veda blu. Per esempio, io voglio che le parti che inizialmente erano blu le vedo rosse. Allora nel separator RGB prendo il blu e collego al rosso. E le parti che inizialmente erano blu adesso le vedo belle rosse. Magari cambiamo texture, questa la cancello. Importiamo questa. Andiamo a vedere. Io posso prendere le parti che per esempio vedevo rosse. Se il rosso lo collego al rosso, le parti che inizialmente vedevo rosse continuano a vederle rosse. Tuttavia adesso la quantità di verde e di blu sono a 0, perciò vedo solo il rosso. Posso aumentare manualmente la quantità di verde e di blu, ma sarà un aumento omogeneo per tutta la mia immagine. Se il rosso lo collego a green, se il rosso lo collego a G, quindi a verde, le parti che inizialmente erano rosse, io le vado a vedere verdi, dato che il rosso e blu, in questo caso sono a 0 vedo solo il verde tuttavia posso andare ad aumentare la quantità di rosso per esempio, o la quantità di blu ma sarà un aumento omogeneo per la mia intera immagine oppure posso sempre prendere le parti che inizialmente vedevo rosse e vederle blu in questo caso rosso e verde sono ancora a 0 ma posso andare ad aumentare manualmente ma sarà comunque un aumento che riguarderà omogene omogeneamente tutta la mia immagine Oppure posso prendere le parti che vedevo verdi e andarle a vedere rosse, continuare a vederle verdi, oppure andarle a vedere blu. Oppure posso prendere le parti che vedevo blu e vederle rosse, o vederle verdi, o vederle blu. Fate comunque qualche esperimento. Posso, per esempio, andare ad escludere un canale semplicemente nel combiner RGB, non collegandovi niente e lasciandolo a zero e poi lo posso anche andare ad aumentare uniformemente però per tutta l'immagine. Però in parole povere la situazione è questa. Se voi, in RGB, se voi nel separate prendete il canale rosso andate a prendere le parti che erano rosse, G prendete le parti che erano verdi, B le parti che, che vedevate blu. E poi potete decidere se importarle all'interno del canale rosso, all'interno del canale verde o all'interno del canale blu. Se le importate nel canale rosso le vedrete rosse, se le importate nel canale verde le vedrete verdi, se le importate nel canale blu le vedrete blu. E questo è il semplicissimo separate RGB. Cancelliamo tutto ciò e vediamo che una cosa simile la posso fare anche con i nodi vettoriali. Attraverso le opzioni Combine xy e Separate xy. Cerchiamo di capire come. Torniamo nel nostro desktop. Andiamo per esempio a riprendere l'esempio di prima. Importiamo questa texture. Andiamo ad inserire un bel uh, Bump Node. Andiamo a collegare la texture con Hate e Normal con Normal. In questo caso magari se volete ehm, la importo anche in hardness in modo che anche la rugosità sia influenzata, però per essere magari un pochino più precisi vedo che quando ho scaricato la te le texture ho scaricato anche proprio una texture apposta per la rugosità e la vado a collegare immediatamente. E ho anche scaricato, poi ho sempre anche a disposizione, la texture per il colore. Ctrl-Z, anche sempre la texture per il colore. Che tuttavia alla fin fine è la stessa che ho qui, perché qui io ho importato la texture eh, che era pensata per il colore. Volendo potrei anche importare proprio la texture pensata per la creazione dei rilievi... C'è la texture normal, che è proprio una texture speciale progettata per la creazione delle normali ed è quella che si collega con il normal map. Praticamente questa è la celebre texture a base blu. Infatti vi faccio vedere, scolleghiamo il base color per vedere meglio, che con questa texture i rilievi provocati dallo spazio fra le mattonelle sono molto più marcati rispetto ai rilievi del disegno vero e proprio. Perché andiamo per esempio ad inserire il base color uh, a bianco, e notiamo che questa texture è proprio la texture fatta apposta per la creazione di micro rilievi sopra la mia superficie. Questa magari è più consigliata perché, essendo quella fatta apposta, è a più criterio e infatti, dato che questa sarebbe la texture di un insieme di mattonelle è ovvio che i rilievi presenti sulla singola mattonella quindi i rilievi del disegno sono molto più piccoli rispetto ai rilievi presenti nelle mattonelle e quindi magari l'effetto è quello più giusto infatti utilizzando la texture apposta io ottengo un effetto un pochino più corretto perché se questo sono mattonelle il disegno proprio posto sopra la mattonella deve essere in leggerissimo rilievo mentre lo spazio tra le mattonelle deve essere molto più marcato questo lo ottengo inserendo proprio la texture fatta apposta quindi la texture per così dire a base blu collegata con il normal map. Ecco già questo infatti è l'esempio migliore. Comunque non ero qui per spiegare questo, era solo un esempio. Magari però per quanto questo risultato sia un pochino migliore, vado comunque a utilizzare. Vado comunque ad usare il normal map, richiede questa texture speciale a base blu. Però il bump accetta un qualsiasi tipo di texture e per stavolta utilizzo il bump combinato con la texture color. Quindi per stavolta utilizzo la texture classica color sommata al nodo bump che appunto mi dà un risultato un po' fittizio, dove vediamo che il rilievo delle singole mattonelle è un po' esagerato. Ho deciso di usare la texture color invece che la texture a base blu, perché la texture color crea rilievi, soprattutto se lasciamo in base color il bianco, molto più evidenti, che rendono ancora un pochino più evidenti il nostro risultato. Quindi io posso utilizzare una texture qualsiasi combinata con il bump, o una texture apposta combinata con il normal map. Tuttavia eh, in questo caso utilizzo un terzo, ovviamente il risultato sarà diverso, in questo caso sarebbe, è migliore il risultato che ottenevo con il normal map dove il rilievo del disegno della mattonella è molto leggero mentre il rilievo tra le mattonelle è molto grande. È, infatti vediamo che il risultato che ottenevo utilizzando il nodo normal map è completamente diverso e forse in questo caso questo risultato è più per un insieme di mattonelle è pure più realistico rispetto a questo, perché questi sembrano quasi basso rilievi, mentre tecnicamente sarebbero mattonelle, e infatti con la texture apposta e il normal map, di solito si ottiene un risultato leggermente migliore, usando la texture a base blu con il normal map, e infatti tecnicamente si dovrebbe fare così. Tuttavia, eh, io utilizzo il bump con la texture classica, che mi dà quest'altro risultato, per il semplice motivo che voglio un risultato molto evidente e dei rilievi molto grandi per farvi vedere meglio eh, il nodo Separate YZ. Il nodo Separate YZ praticamente è un nodo molto semplice, vi permette di separare all'interno delle informazioni vettoriali le informazioni X, le informazioni Y e le informazioni Z. Poi potete andare e Ricombinarle inserendo il nodo combine xyz. Se inserisco la stessa combinazione che ho eh, se, se, se collego x con x, y con y e z con z ottengo ovviamente lo stesso risultato. Tuttavia, in questi link, come ormai ben sappiamo, posso sempre andare ad antepure per esempio, il nodo Color ramp che eh, mi permetterà di editare un pochino il risultato. Come per esempio in questo caso. oppure posso anche andare a modificare i vettori per esempio posso fare in modo che eh, le che per esempio che quali normali puntano in diretta per esempio posso fare in modo che, eh, in direz... per, esempio, in modo che eh, per esempio posso fare in modo che le normali che nel, nel vettore originale puntavano verso l'asse delle z controllino anche quali normali puntano verso l'asse delle y Fate comunque varie prove, per esempio, posso scambiare X e Y. In questo modo le normali che dovevano puntare lungo l'asse dell'X puntano lungo l'asse delle Y e viceversa quindi posso effettuare questi semplici scambi. Comunque abbiamo tante opzioni, posso fare questi scambi, posso fare in modo che, per esempio, le normali che puntavano verso l'asse delle Y puntino verso l'asse delle Z. E viceversa, posso sì. Posso scambiare la direzione delle normali. Per esempio, invertire le normali che puntano in direzione dell'asse delle X e le normali che puntano in direzione dell'asse delle z, oppure posso fare in modo che, le, oppure, che ne so, posso fare in modo che i dati sulle normali che puntano in direzione dell'asse delle X influiscano anche sui dati delle normali che puntano in direzione dell'asse delle z. Nel combine non prendiamo shift control. E così possiamo vedere in temporale il nostro risultato. Come per esempio posso andare ad invertire le normali che puntano verso l'asse delle X e verso l'asse delle Y. Oppure verso l'asse delle Z e verso l'asse delle X. Comunque abbiamo tante opzioni interessanti. Posso andare ad editare questi, eh, questi collegamenti e posso andare a migliorare un po' con il mio risultato. Se poi... Voglio eliminare tutto, mi basta selezionare sia il Separate che il Combine e premere CTRL-X in modo da non riuscire i collegamenti e tornare a vedere il principal BSDF premendo SHIFT-CTRL e poi cliccando sopra di esso. E questi sono praticamente tutti i nodi Combine e Separate. Adesso andiamo a vedere quali altre opzioni abbiamo. Cancelliamo la texture con X e colleghiamo il wavelength a Base Color il wavelength, per capire il wavelength a fondo, bisognerebbe conoscere un pochino lo spettro elettromagnetico, eh, però per entrare così: voi sapete che la luce è una tipologia di radiazione e che ha una lunghezza d'onda, in altre parole, tutte le, tutti i fotoni, quindi tutte le particelle della luce hanno una loro propria lunghezza d'onda. Viaggiano a una certa lunghezza d'onda nello spazio in tutte le bande luminose, quindi per esempio un raggio di luce ultravioletta eh, avrà una lunghezza d'onda diversa da un raggio di luce infrarosso. Ovviamente noi in Blender possiamo solo riprodurre eh, i raggi di luce visibili, visibile ovviamente, no? Bene, con Wavelength voi potete andare a decidere manualmente quanto deve essere, eh, con Wavelength voi potete andare a decidere manualmente la lunghezza d'onda della vostra luce. In altre parole, andando a modificare l'opzione wavelength, io posso andare a modificare la lunghezza d'onda dei fotoni che, che si riflettono sul mio piano e quindi posso modificare in questo modo la scala aromatica. Per dirlo in parole povere, è un modo molto semplice. Andiamo a vedere quali altre bellissime opzioni Blender ci mette a disposizione. Il Vector Math è forse uno dei nodi più interessanti all'interno di Blender. Eh, cerchiamo di capire il perché. Andiamo a prendere una normalissima... Ehm, ...Circle Texture. E andiamo a collegarla con un nodo di tipo... ...Bump. Se possibile, con i nodi vettoriali collegati con le texture di tipo image collegate l'opzione color eh, perché B, potete anche collegare l'opzione color. Tuttavia per le texture di default già presenti all'interno di Blender eh, per le texture di default già presenti all'interno di Blender spesso eh, si collega l'opzione factor, cioè la versione in bianco e in nero della texture. Ok. Adesso andiamo ad aggiungere, che ne so, una noise texel. Andiamo a duplicare il bump, premendo shift D, e colleghiamo, e la colleghiamo al bump. Adesso io ho questi vettori, magari creo un nuovo gruppo con ctrl J, che rinomino vectorial info. Adesso posso, entrambi, adesso posso collegare entrambi i bump al mio principle. Quindi posso collegare questo bump e ottenere questo risultato. E posso collegare quest'altro bump e ottenere quest'altro risultato. Bene, abbiamo visto eh, nella, nella scorsa parte di questa lezione, o meglio, nella lezione scorsa. Che se voglio mizzare due shader posso ricorrere al nodo mitz shader mentre se voglio mizzare un insieme di informazioni l'abbiamo visto proprio in questa lezione di tipo rgb devo ricorrere al nodo mitz rgb e se volessi ricorrere a delle informazioni se volessi andare a mizzare delle informazioni vettoriali potrei ricorrere al nodo vector math dove io posso inserire delle informazioni vettoriali ed esse ve li hanno mizzate, utilizzando un algoritmo che possiamo decidere noi. Per esempio, in questo modo, queste informazioni vengono sommate fra loro. Qui c'è una somma di informazioni. Quindi, preso il, le informazioni vettoriali di questo bump, vengono sommate le informazioni di quest'altro bump. Tuttavia, io posso anche effettuare una sottrazione alle informazioni di questo bump, vengono sottratte quelle di questo o multiply, posso effettuare una moltiplicazione o una divisione. Quindi, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Come vediamo, il nome del nodo cambia di conseguenza. Con add eh, il nodo si chiama add, con subtract si chiama subtract, con multiply si chiama multiply e con divide si chiama divide. e questo è questo nodo questo bel nodo vettoriale. Magari muovo verso il basso e adesso aggiungo magari un bel mix RGB e magari questo lo utilizzo per mizzare le informazioni RGB delle due texture e collego anche questo nel base color. L'inizio RGB invece più che un'operazione matematica mi va a mizzare le informazioni della prima texture con le informazioni della seconda. Tuttavia, posso anche chiedergli di effettuare un'operazione matematica. Per esempio, con add fa la somma delle informazioni che io vado ad inserire, invece, con uh, subtract fa una sottrazione. Prende le informazioni della checkel texture e vi sottrae quella della noise texture molto comune anche l'opzione eh, multiply che effettua sempre una moltiplicazione o divide che effettua una divisione tuttavia molto spesso si utilizza l'opzione mix e eh, tuttavia un'altra opzione molto 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 comune è l'opzione overlay mentre la classica e più comune mentre la, la apparentemente più semplice opzione add prende la checker texture e vi somma proprio i dati della noise texture. L'overlay è quasi più interessante. L'overlay fa qualcosa di semplice. Prende la checker texture e vi stende sopra la noise texture, quindi prende la checker texture e sopra vi appoggia sopra la noise texture. Quindi con overlay io prendo la prima texture e vi appoggio sopra la seconda e il factor in tutto questo, beh il factor essenzialmente sarebbe la visibilità, sarebbe sempre la visibilità della seconda texture. Quando abbiamo visto l'opzione MIDS abbiamo visto che con factor a 0 vedo solo la prima, con factor a 1 vedo solo la seconda e con l'opzione MIDS è vero. Invece con le opzioni add, subtract, multiply e divide il factor sarebbe semplicemente la forza del MIDS RGB. Quindi con ADD con, factor ad, quindi, con add, cosa fa il mix RGB? Prende la prima texture e vi somma la seconda. Bene, con factor a 0 la seconda viene sommata con quanta forza? 0. E quindi vedo solo la prima. Con factor a 1, la seconda viene totalmente sommata. Quindi immaginate il factor come la forza di questo, uh, di questo nodo. Con factor a 0 solo la prima texture più aumento factor. Più aumenta l'influenza del nodo. Cosa fa il nodo? Somma la texture uh, checker la texture noise. Quindi con factor a 0 solo la prima, più aumento factor, più aumenta la forza con cui viene sommata la seconda texture. Mentre con Mix, factor a 1 voleva dire solo la seconda, e factor a 0 solo la prima, con ADD, factor a 0 vuol dire sempre solo la prima. Più aumento factor, più aumenta la forza con cui viene sommata la seconda. Con 1 la seconda viene sommata col massimo della forza e quindi ottengo la somma precisa. Con factor a 1, prima più seconda, in tutto e per tutto. Invece factor a 0, solo la prima. Uh, proseguiamo. Subtract paro paro, stesso concetto. Con 0, cosa fa subtract? Prende la prima e sottrae la seconda. Non somma, sottrae. Bene, eh, con factor a 0 sottrae con forza 0 e quindi vedo solo la prima. Più aumento il factor, più aumenta la forza con cui viene sottratta la seconda e con 1 viene sottratta completamente. Quindi con factor a 0, solo la prima, factor a 1, 1 eh, prima meno seconda. Multiply, se, multiply, stessa cosa, factor a 0, solo la prima, cosa fa il multiply? Moltiplica la prima per la seconda con factor a 1 la moltiplicazione è precisa prima per seconda. Quindi praticamente con multiply è la forza comunque bene la moltiplicazione. Divide 0 sulla prima factor a 1 prima fratto seconda. Overlay factor a 0 sulla prima factor a 1 prima con sopra la seconda. Quindi ditempo le poveri con mix Factor a 0 solo la prima, factor a 1 solo la seconda, con mix. Invece se inserite add, subtract, multiply o divide, Blender prende la prima tessuto e vi somma, vi sottrae, vi moltiplica o vi divide la seconda. Con quanta forza esegue questa operazione lo decidete con il factor. Con, eh, se inserite add, factor a 0 solo la prima, factor a 1, 1 più Seconda. Subtract fattura 0 sulla prima, fattura 1, 1 meno seconda. Multiply fattura 0 sulla prima, fattura 1, 1 per seconda. Divide fattura 0 sulla prima, fattura 1, 1 per seconda. E questo è essenzialmente quello che ci interessava, di questo, che mi era rimasto da dirvi su questo nodo e così finiamo anche e così. ho anche finito questa parentesi all'interno del math del vector math adesso all'interno del converter ci restano il map range e il ci restano il map range il math e un altro paio di nodi molto interessanti per essere precisi ci mancano il mate range il math e l'rgb to bv Perché solo questi, no? ok allora prendiamo tutti questi nodi, facciamo un riquadro di selezione e premiamo il magnifico tasto ITS per cancellarli istantaneamente. Adesso andiamo a vedere quali opzioni abbiamo. Eh, iniziamo inserendo una bella texture, magari di tipo noise. È molto abbiamo già imparato i nodi converter, sono utilissimi quando si tratta di editare qualcosa. Per esempio vi faccio notare un bel trucchetto inserisco nella noise se inserisco una noise deck molto fitta come per esempio 200 ottengo un effetto puntinato adesso per esempio inserendo qui un color Ramp, posso andare ad editarlo e se trascino in avanti il nero aumento la quantità di nero e inserendo per esempio il cuzzone nero a punto 6 per farvi tanto un esempio posso ottenere un effetto a cielo stellato magari per renderlo più credibile facendo in modo che le stelle non siano un base color ma siano un colore emesso a livello luminoso quindi magari questo è disposto e il color invece di base color lo collego a emission magari porto magari aumento quante fitte la texture metto per esempio 400 porto fino alla posizione di punto 65 il cuzzle nero e aumento le emission fino ad esempio ad 1.5. ecco un bel modo per creare un piano pieno di stelle, è un bel trucco che a me è venuto molto utile in futuro, perché ne so, potete anche andare a ehm, prendere un a duplicare la noise texture shift ctrl click per collegarla al material output, inserisco 3 a livello di scala. Adesso, magari inseriamo un bel color ramp e il cursore bianco lo rende per esempio azzurro, ma trascino poco poco, ma torno al cursore nero. Dai, zoomiamo per essere un po' più precisi torno al punto nero. E lo trascino un po' in avanti adesso aumentiamo la quantità di dettaglio. e cambiamo per esempio la modalità di interpolazione is è un pochino più sfumata linear non è molto sfumata is è particolarmente sfumata e in questo modo posso creare questo effetto a nebulosa adesso quindi qui shift, ho l'effetto a stelle e qui l'effetto nebulosa se li voglio sommare mi basta, mi basta inserire un semplicissimo eh, mix RGB di tipo eh, add dove li sommo torno a vedere nel risultato finale il principal BSDF e così li posso andare a sommare con 0 vedo solo la prima inserendo 1 vedo completamente anche la seconda sovrapposta Le inseriamo un factor leggermente inferiore ed ecco un bello sfondo spaziale Magari aumenta un pochino la quantità di nebulosa e poi possiamo anche aggiungere delle proprietà per esempio rinomino questo materiale in space e adesso cosa posso fare magari per lavorare velocemente sulle proprietà aggiungo qualche proprietà customizzata eh, cerchiamo di eh, adesso aggiungo sì qualche piccola proprietà customizzata per, eh, per fare un esempio Qui inserisco la proprietà. Qui posso inserire la proprietà... Emission Strength. Ok. E adesso qui ho proprio la proprietà... Emission Strength. Che copio come nuovo driver. E adesso inserisco un bel... Past driver. Così qui ho questa opzione che mi permette di andare a cambiare la eh, luminosità. Magari in edit inserisco come valore massimo 5 e adesso posso qui andare manualmente a cambiare la luminosità di questo oggetto. Valore massimo 5, ok, aumento la luminosità e ecco un'altra bella opzione che ho. Oppure, cerchiamo di fare un altro piccolo esempio, andiamo ad aggiungere una proprietà customizzata che mi vada a cambiare la quantità di gas. Notiamo che in questo color ramp, più il cursore nero è avanti, meno è il gas. Quindi, considerato il cursore nero, la proprietà customizzata deve andare a controllare il suo valore di posizione. Facciamolo, aggiungiamo una nuova proprietà customizzata. In Edit la rinomino proprio Quantity. OF GAS e premo OK. Adesso la copio come nuovo driver. Quindi copio as new driver e qui premo paste driver. Adesso in quantity of gas andando a cambiare l'opzione quantity of gas posso andare a cambiare la posizione del cucciolo nero. Per fare un esempio, eh, oppure magari anche un'opzione che vada a regolare il colore del gas quindi magari seleziono il cursore blu, creo una nuova opzione customizzata che rinomino gas color per poter inserire un colore qui devo inserire. tre variabili e inserendone quattro faccio in modo di avere all'interno del colore anche la possibilità di metto in subtype linear color e in questo modo ho l'opzione di colore avendo inserito se avessi inserito solo qui tre variabili non avrei avuto la possibilità di regolare l'opzione alfa cioè l'opzione di opacità Invece ne metto quattro variabili e qui posso anche andare a regolare l'opzione alfa, cioè l'opacità. Tuttavia, se io adesso cerco di copiare come nuovo driver il gas color, vedo che cliccando col tasto destro non ho l'opzione copia as new driver. Questo per un motivo molto semplice, perché per Blender un colore non è un valore. Per Blender il colore è il prodotto di tre valori. La quantità di rosso, di verde, di blu e in questo caso anche di alfa. Quindi di quantità di opacità, quindi noi non possiamo fare in modo che questo colore controlli questo colore, ma possiamo fare in modo che la quantità di rosso di questo colore controlli la quantità di rosso di questo, che la quantità di verde di questo colore controlli la quantità di verde di questo, e così via. Cerchiamo di vedere quindi come posso creare un driver tra dei colori. Clicco, vado all'opzione rosso, clicco col tasto destro, copy as new driver. Adesso apro qui il pannello, vado anche qui all'opzione rosso, paste driver. Facciamo lo stesso per il verde, apriamo, copy as new driver, apriamo paste driver. Facciamo lo stesso per il blu, eh, copy as new driver, paste driver. Terminiamo facendo la stessa cosa anche per l'opacità, copia new driver, paste driver. Quindi, in altre parole, se io apro un campo di colore, mi viene fuori la quantità di rosso, di, di verde, di blu e di alfa, numericamente. Allora io ho collegato la quantità di rosso di questo colore alla quantità di rosso di questo colore, la quantità di verde di questo colore alla quantità di verde di questo colore la quantità di blu di questo colore alla quantità di blu di questo colore e la quantità, di cioè la quantità di alfa di questo colore alla quantità di alfa di questo colore allora adesso andando a modificare questo colore qui vado a modificare anche il colore nebulare Quindi abbiamo creato queste interessanti opzioni settabili in questo modo anche stando in modalità layout anche stando nel preset layout io posso lavorare come voglio, posso girare nella mia scena, posso aprire il pannello transform e, e la sidebar, cioè aprire il properties e da una parte ho l'emission strength, quindi la forza dell'emissione del, eh, di questo piano. Come vedete, la posso aumentare come voglio, poi ho il colore del gas. Anche la quantità di gas, dove con 0 la quantità di gas è massima, più l'aumento più la quantità di gas scende. Se non avete capito il processo che ho effettuato, magari andate a rivedere la lezione sui driver. Infatti, c'è cioè la lezione 38, dove abbiamo appunto parlato dei driver e delle proprietà customizzate. Quindi volevo, volevo parlare di questa cosa. Ora stavamo sì, vedendo i converter, scusate se ho fatto questa pausa per, vedere come, per farvi vedere come creare queste proprietà customizzate, ma era molto utile anche perché quando abbiamo studiato i driver non avevamo visto come collegare dei colori. Allora, abbiamo notato che eh, c'è un metodo particolare, cioè devo andare sull'opzione R, copia as new driver, poi andare all'opzione R della variabile dipendente... Ed incollare il driver e così via. Quindi io devo utilizzare come variabili indipendenti le opzioni R, G, B e A di questo pannello e andare ad utilizzare come variabili dipendenti le opzioni R, G, B, A. Cioè non devo cliccare col tasto destro sulla, uh, sul colore vero e proprio, ma devo prima aprirlo cliccando col tasto sinistro e poi andare sull'opzione R e cliccare col destro. Uh, Sull'opzione verde, cliccare col destro, eccetera, eccetera. Uh, detto questo, vi volevo fare questo appunto perché lo trovavo utile. Scusate se ho magari un po' divagato, però lo trovavo molto utile. Uh, magari rinomino questo oggetto in space. Abbiamo finito anche un altro materiale molto interessante che ci dà anche queste fantastiche opzioni di lavoro. Quindi anche queste opzioni customizzate, uh, progettate apposta per permetterci di editare. Il nostro materiale in modo molto, molto efficiente, detto questo, eh, io direi magari di utilizzare una nuova scena per finire con i converter, manca veramente molto poco. Ma direi di usare una nuova scena perché, non, perché comunque, questo materiale è riuscito bene. Abbiamo stentato tutti i driver, direi che adesso ci conviene a lavorare su un'altra scena più pulita. Allora, eh, questa scena la rinomino in Converter parte 1. Apro una nuova scena che rinomino converter converter parte 2 e abbiamo una nuova scena all'interno di questo file blend che inizia a diventare un file blend molto ricco di opzioni in quanto all'interno di questo file blend abbiamo sperimentato tutti i materiali quando l'abbiamo creato per la prima volta non avevamo mai visto un materiale in vita nostra quando lo chiuderemo saremo, sarete dei super esperti Uh, adesso in questa nuova scena vado nel, nel motore di rendering cycles, aggiungo un piano molto semplice, adesso aggiungo una luce omnidirezionale e la alzo un poco. Adesso su questo piano creo un nuovo materiale che rinomino... E material. Adesso andiamo a vedere gli altri nodi converter. Andiamo ad inserire una semplicissima noise texture, che adesso andiamo ad editare utilizzando i nodi converter che ancora ci mancano. Abbiamo visto che un bel metodo per editare una texture è sicuramente l'uso del color ramp che ci permette molto semplicemente di andare a modificare la quantità di nero o bianco anche andare a modificare i colori in modo estremamente avanzato ve ne ho voluto dare una dimostrazione semplicemente proprio utilizzando l'esempio dello sfondo spaziale per farvi che magari sarebbe stato più utile utilizzarlo in un background invece l'abbiamo utilizzato come piano ma era solo per farvi vedere appunto anche come far funzionare un color ramp oltre che come utilizzare i, drive, i driver con i colori Comunque, eh, vediamo che un altro, eh, comunque, andiamo a vedere che un'altra opzione, un altro modo molto interessante di guidare una texture è il Map Range. Lo inseriamo tra la Noise Texture e il principal BSDF e vediamo che ovviamente non cambia niente per il semplice motivo che abbiamo tutti i settaggi di default. Vediamo che il Map Range è un pochino una versione estesa del nodo Clamp, ve lo ricordate Il nodo Clamp? L'abbiamo visto poco fa. Bene, il Map Range è un nodo abbastanza complesso e che uh, molti lo definiscono semplicemente un'alternativa al Color ramp. Il color ramp è un nodo utilizzatissimo. Penso che nel 90% dei miei lavori all'interno di Blender mi ritrovo ad utilizzare il Color Ramp. Anzi, praticamente sempre. Uh, perché è veramente un nodo utilissimo e importantissimo. È anche difficile da spiegare, ma comunque abbastanza intuitivo nel complesso. Comunque è un nodo eh, molto importante. E eh, da quanto abbiamo visto finora può sembrare un modo unico per andare a eh, modificare le texture a livello di quantità di bianco, di nero, e in effetti con tutta quella semplicità non esiste un altro nodo utile come il Color Ramp. Non esiste. E, eh, tuttavia, eh, sicuramente se voglio aumentare la quantità di bianco o di nero di una texture è anche giusto che io abbia un modo alternativo. Cioè, è vero che con il color ramp io posso fare tutto ciò che adesso impareremo a fare con il map range. Tuttavia, ciò non toglie che, fino a prova contraria, devo avere. Non dico un'alternativa al Color Ramp, ma comunque il Color Ramp non è un nodo parametrico, non è un nodo che si basa esclusivamente su valori numerici è un nodo che si basa anche su un'interfaccia visiva perciò la blender foundation ci mette a disposizione un altro nodo che si basa su principi e algoritmi totalmente diversi che è il map range ma che a livello di utilità può fare cose molto simili io ripeto di solito uso il color ramp, quindi non è che mi trovo ad utilizzarlo spessissimo il map range perché quello che, eh, ci che vedremo che può fare il map range fino a prova contraria si può fare anche col color Ramp. Tuttavia, è eh, comunque una risorsa interessante. Se volete magari avere qualcosa di parametrico che vi permette di lavorare con più precisione. Il map range fa per voi. Poi, eh, sì, può essere utile lavorare a livello parametrico per essere proprio molto, molto precisi. Perciò cerchiamo di vedere come fare, eh, rinomino anche il mio piano con Example Object. Per rinominarlo, basta chiamo F2, e andiamo a vedere come fare. Come funziona il map range? Il map range è una da quanto. Ehm, la cui idea di base è quanto semplice: semplicemente prende dei valori numerici che noi andiamo a fornire, in questo caso i valori numerici della noise texture. Noi poi li possiamo specificare in modo preciso un valore minimo e un valore massimo, e lui li andrà a rimappare a un altro valore minimo e a un altro valore massimo. Per quanto tutto ciò possa sembrare abbastanza complicato, in realtà, ehm, per quanto non si tratti di una modifica cromatica, ma di una vera e propria modifica parametrica dei eh, valori minimi e massimi, quindi un remapping di tutti i dati del mio nodo e eh, dei miei valori numerici, in questo caso i dati della mia test. Quindi, per quanto il modo in cui ragioni sia un remapping. Alla fine, l'effetto che posso ottenere in una situazione come questa è simile a quello che potrei ottenere con il color ramp. From min è il valore minimo che il map range deve considerare. Quindi, se io vado a modificare il from min, cambia il valore minimo che io dico al map range di considerare. Io vedo che aumentando il from min aumenta la quantità di nero, il che sembra abbastanza strano perché quando abbiamo usato il nodo clamp. Abbiamo visto che con il nodo clamp, aumentando il min aumentava il bianco, mentre diminuendo il max aumentava il nero. Invece con map range, aumentando il min aumenta il nero. Questo perché questo non è il minimo, il minimo valore che ci deve essere, ma è il valore from min, quindi il valore minimo di partenza. In altre parole. Noi sappiamo che a livello cromatico il valore più basso che posso avere è il nero, mentre il più alto che posso avere è il bianco. Di default il nero corrisponde allo 0 e il bianco a 1. Aumentando from min, io posso aumentare il valore parametrico minimo, quindi il valore parametrico a cui corrisponde il nero. Comunque, mentre il clamp mi permetteva solo di stabilire che, per esempio, nessun per esempio, con il clamp io potevo inserire come un valore minimo 0,3 e nessun punto della mia poteva essere associato a, a un valore inferiore a 0,3 e non potendo essere associato a un valore inferiore a 0,3, non potevano esserci punti neri perché eh, un punto nero sarebbe un punto avente valore 0. Se sì, io usando il nodo clamp inserivo come minimo 0,3, tanto per fare un esempio, dicevo che il valore più basso possibile era 0,3 e quindi non ci potevano essere punti neri, perché il nero equivale a 0, cioè meno di 0,3. Per la qualcosa, aumentando il minimo nel clamp, io andavo a eh, diminuire il nero, perché dicevo che non ci potevano essere... Eh, che non ci potevano essere punti della mia texture con un valore inferiore a un certo livello e quindi non ci potevano essere punti della mia texture con valori neri bene, con il from min è completamente diverso praticamente 0 è nero, 1 è bianco bene, modificate from min e andate a modificare questo comportamento il valore che inserite from min è il valore a cui corrisponde il nero detto in parole povere eh, se qui lasciate 0 il nero equivale al valore di 0, ma se io per esempio inserisco punto .5, adesso il nero non equivale più a 0, come succedeva con tutte le altre teste, adesso il nero corrisponde a 0,5, che fino a poco fa era grigio. Quindi in parole povere, di default il nero corrisponde al valore 0. Io aumentando il from min posso fare in modo che il nero non corrisponda più allo 0. Posso fare in modo che, allo zero non sia più che al nero non sia più associato allo 0, ma il valore che inserisco qui. In altre parole, un punto che aveva il valore di 0, io lo vedo nero, un punto che aveva il valore di 0,4 lo vedo un pochino più chiaro. Se io qui inserisco 0,4, dico che invece un punto con un valore di 0,4 deve essere nero. In altre parole, qui io specifico il valore più basso possibile, quindi il valore nero, se aumento se aumento praticamente tutti i punti che hanno un valore parametrico inferiore a questo appariranno nero e perciò col from min del map range aumentando il from min del map range posso aumentare semplicemente la quantità di nero e il from max è la stessa cosa il valore più alto possibile cromaticamente è il bianco il valore più alto possibile parametricamente è 1 Perciò 1 uguale bianco. Diminuendo from max cambia questo comportamento. Per esempio, inserendo come from max a punto 3, non è più 1 a corrispondere al bianco, ma è 0,3. Perciò in questo modo, perciò praticamente tutti, praticamente considerato from min, tutti i vertici aventi un valore inferiore a from min saranno neri. Tutti i vertici aventi un valore superiore a From Max saranno bianchi, perciò aumentando From Min aumento il nero, perché tutti quelli al di sotto di questo valore saranno neri. Abbassando From Max aumento il bianco. In questo modo posso anche creare effetti di aumento di contrasto. Quindi detto in parole povere. con nodo clamp aumentando il minimo aumento il bianco diminuendo il massimo aumento il nero con map range non è così aumentando il from min aumento il nero diminuendo il from max aumento il bianco. Prendetela così. Con il map range tutti i valori al di sotto del, from, del valore inserito in from min tutti i vertici eh, con il map range tutti i vertici con eh, a cui sono associati i valori inferiori a quello che inserite nel from min saranno neri. Tutti i vertici aventi valori maggiori di quelli inseriti nel from max saranno bianchi. Voi direte ok, però io ho anche le opzioni to min e to max. Semplicemente queste opzioni funzionano come il nodo clamp. Voglio dire che queste opzioni funzionano esattamente come nel nodo clamp, cioè io posso stabilire dei limiti. Quindi come funzionava con il nodo clamp? Li ricapitoliamo un po'. Con il nodo clamp essenzialmente il valore, nessun vertice poteva avere un valore inferiore al valore minimo e nessun vertice poteva avere in assoluto un valore superiore al valore massimo, assolutamente. Quindi nessun vertice poteva avere un valore inferiore a 0 o un valore maggiore di 1. Potevo anche andare a modificare questi valori e per esempio in questo caso nessun vertice poteva avere un valore inferiore di 0,4 ma nemmeno maggiore di 0.8 per la qualcosa. Per la qualcosa che ottenevo se dicevo che nessun vertice poteva avere valori inferiori di 0,4, aumentavo il bianco perché tutti i, valori, i vertici che avevano valori inferiori di 0,4, quindi tutti i vertici neri, non potevano più avere quei valori perché glielo negavo. Invece, diminuendo il valore massimo, aumentavo il nero perché dicevo che nessun vertice poteva avere valori maggiori di quello che andavo a inserire. In altre parole, mentre con From Min e From Max mentre tutti i valori sotto il from min saranno neri, tutti i valori sopra il from max saranno bianchi, nel clamp il minimo era il valore più basso possibile e il massimo il valore più alto possibile, dove la cosa interessante era essenzialmente, dove la cosa molto interessante era essenzialmente che se un vertice inizialmente aveva un valore inferiore al minimo, non appariva nero, ma eh, otteneva il valore che avevo inserito in minimo. Mentre se aveva un valore maggiore di massimo, otteneva il valore che avevo inserito in massimo. Per esempio, se in, se in min inserivo 0.4, un vertice ancora associato il valore di 0,2 non, non poteva più avere questo valore, perché avevo detto che il valore minimo era 0,4, e quindi, per esempio, un vertice non poteva avere il uh, valore 0,2 perché era sotto il valore minimo. Per la qualcosa il suo valore veniva approssimato a 0,4 e questo praticamente faceva scendere il nero perché tutti i punti neri quindi con valori inferiori a 0,4 venivano, eh, venivano approssimati a 0,4 bene, le opzioni to min e to max del map range funzionano esattamente allo stesso modo quindi le opzioni to min e 2MAX nel map range sono pari pari identiche alle opzioni 2MIN e 2MAX del clamp. 2MIN è il valore più basso possibile, 2MAX è il valore più alto possibile. Nessun punto può avere un valore inferiore a 2MIN, ma neanche un valore superiore a 2MAX. Per la qualcosa se io inserisco per esempio 2MIN a punto 5, i punti neri, che hanno un valore inferiore al valore minimo, cioè di 0,5, vengono approssimati al valore minimo. Se invece, ha un del, se invece inserisco per esempio il max .7, i punti che hanno un valore maggiore di punto .7 vengono approssimati a punto .7. Quindi detto in parole povere, aumentando il from min o diminuendo il to max aumento il nero. Diminuendo il from max o alzando il to min aumento il bianco. Tuttavia ehm, non è esattamente in questo modo che si ragiona di solito col map range. Non è questo il modo più, più comodo per lavorare con il map range. Con il map range vi dovete ricordare poche cose. Inseritelo. E, gioca e ricordatevi solo che giocando con questi valori che abbiamo qui. Quindi from min, from max to min. e toMath posso cambiare la quantità di nero, di bianco e quindi anche di contrasto perché se aumento tantissimo il nero e aumento tantissimo il bianco ottengo più contrasto e questo era il semplice map range adesso prima di parlare del math parliamo del semplicissimo RGB to BV in realtà il valore RGB to BV è abbastanza interessante perché questo valore mi permette di eh, perché noi sappiamo che se abbiamo un pallino grigio, stiamo lavorando con un valore numerico. Se abbiamo un pallino giallo, stiamo lavorando con un valore RGB. Bene, semplicemente, dato che i valori numerici hanno la particolarità di essere compatibili con tutto, ma proprio tutto. Quindi il pallino grigio lo potete collegare dappertutto, l'RGB to BV mi permette di prendere un qualsiasi dato RGB, per esempio quello di questa texture che collego in questo modo e uh, l'RGB2BV mi converte i dati RGB in entrata in uh, dati relativi al palino grigio quindi in dati numerici quindi compatibili con tutto quindi quando avete il palino grigio voglio dire questi dati sono compatibili con tutto molto bene l'RGB2BV mi converte i dati in entrata quindi dati RGB con i dati a livello numerico che sono appunto compatibili con tutto Cancelliamo queste due texture, ricolleghiamo il Principal BSDF al Material output e continuiamo. Abbiamo visto precedentemente che se voglio andare a mizzare due shader, mi viene in aiuto un nodo a il mix shader. Abbiamo visto che se voglio mizzare i dati RGB come delle texture, mi viene in aiuto un nodo a il mix RGB. Abbiamo visto che se voglio mizzare i dati vettoriali, anche qui mi viene uh, un nodo. Ho a disposizione un nodo apposto, il vector math. Ma esiste un nodo che mi permetta di eseguire delle operazioni tra, ehm, tra dati numerici? Sì, è il nodo math. In questo momento si chiama add, però vedremo in seguito il perché. Il nodo, math, il nodo add fa qualcosa di molto semplice: mi prende i dati numerici non math cioè scusate mi può prendere i dati numerici mi li può sommare sottrarre moltiplicare o dividere cerchiamo di fare varie prove andiamo prima di tutto a uh, quindi lo fa con i dati numerici per esempio andiamo a prendere una bella noise texture e utilizziamo come output l'opzione factor Ricordatevi che, se utilizzate come output l'opzione co Color, avete i dati RGB. Con Factor, avete una versione in bianco e nero della texture, quindi codificata come dati numerici. Adesso inseriamo una checker texture e, per esempio, anche qui proviamo a vedere il risultato con l'opzione Factor. Anche qui è una versione in bianco e nero codificata con dati numerici. Quindi, in altre parole, se utilizzate l'opzione Color, avete una versione a colori codificata con dati RGB. Se invece utilizzate l'opzione Factor avete una versione in bianco e in nero codificata in dati numerici. Ricordatevi però che non è necessario che i dati che inserite nel nodo Math siano necessariamente numerici perché noi vediamo gli input del nodo Math, vediamo che sono pallini grigi, quindi eh, dati numerici e pensiamo di poter aggiungere solo dati numerici, quindi in questo caso solo le opzioni Factor. In realtà Blender può uh, convertire qualsiasi tipo di dato automaticamente come dato numerico. In realtà, anche i dati RGB e vettoriali, Blender li memorizza sempre come dati numerici. Perché è un computer. Per la qualcosa, voi in queste due opzioni di input, potete collegare anche, per esempio, dati RGB. Potete collegare qualsiasi tipo di nodo. Ovviamente. Non potete collegare degli shader. Vi spiego, qui voi potete andare a collegare qualsiasi tipo di nodo, però gli shader sono nodi progettati per entrare nel material output che usano le luci. Perciò qui potete fare entrare qualunque tipo di nodo, ma proprio qualunque, quindi anche per esempio un nodo vettoriale. Potete fare entrare un nodo ehm, per esempio anche il color ramp. Quindi delle informazioni in formato RGB potete andare a fare entrare qualsiasi tipo di nodo, tranne gli shader. Se provo a, far, a collegare uno shader, il link diventa, diventa rosso. Questo perché ricordatevi: gli shader sono una cosa a parte. Quindi, abbiamo, quindi colleghiamo adesso il nodo Math al principal BSDF. E vediamo questo nodo magico che può ricevere qualunque tipo di informazione. Uh, a parte appunto le informazioni BSDF e queste informazioni che ci fa se qui avete l'opzione add le somma se inserite subtract le sottrae multiply le moltiplica divide le divide somma sottrazione moltiplicazione divisione Attenzione, vi faccio vedere adesso una cosa abbastanza interessante. Inseriamo per esempio una texture qualsiasi, per esempio, non so, una texture colorata, una magic texture, e la colleghiamo in questo modo, la vediamo in bianco e nero perché Blender la codifica numericamente, ok? quindi aumentiamo un filo la, la distorsione e otteniamo questa cosa adesso per esempio se inserisco l'opzione multiply e adesso per esempio vado ad inserire una brick texture che collego momentaneamente nel mio principal bsdf per vederla bene no? quindi metto sia color 1 che color 2 il bianco e lascio solo la malta perfettamente nera Adesso cosa succede se io come secondo valore del math inserisco la brick texture? Essenzialmente vedo che la brick texture diventa un negativo della magic texture. Infatti con multiply Blender prende il valore, i valori della magic texture e li moltiplica per i valori della brick texture. Ma ricordatevi, dove la seconda texture è nera, il risultato sarà sempre nero perché il numero, perché il valore corrispondente della prima texture moltiplicato per 0, cioè il numero corrispondente al nero, fa nero. Quindi se inserite multiply dove la seconda texture è nera, otterrete sempre qualcosa di nero. Quindi con multiply dove la seconda texture è nera, ci sarà sempre il nero. Cerchiamo di fare per esempio un altro esempio. Inseriamo una bella noise texture. Magari facciamo anche qualcosa di complesso. Eh, ricreiamo per esempio lo sfondo stellare di poco fa. Quindi mettiamo sempre la scala 200. Inseriamo il color ramp. Poi anche in questo caso aggiungiamo. In mix RGB di tipo ehm, add e dall'altra parte inseriamo un'altra nice texture con una scala molto più bassa, come per esempio 2, collegata a un altro color ramp, con questo color ramp lo modifico in modo da ottenere lo sfondo stellare. E qui questo uh, pulsantino lo rendo azzurro. Adesso vado a vedere: che da una parte ottengo questa texture. Quindi, ricordatevi, per ottenere uno sfondo con le stelle, basta inserire una noise texture. Collegarla a un color ramp e poi seguire due operazioni. La prima aumentare la scala della Noise Texture, la seconda trascinare in avanti il cursore nero del Color Ramp. Andiamo nell'altra Texture. Bene, questa è una normalissima Noise Texture di default collegata a un Color Ramp. Qui ho preso azzurro il gas nebulare. Trasciniamo un po' avanti per ottenere questo risultato. Invece inserisco un Detail molto più alto e ottengo questo risultato ricolleghiamo l'output il principal BSDF, e quindi, ecco come possiamo fare per ottenere delle stelle? Noi stessi con scala 200 collegata al Color Lamp, dove abbiamo trascinato in avanti il cursore nero, per il gas, noi stessi con scala 2 ma di detail molto alto collegata al Color Lamp, dove abbiamo trascinato in avanti il cursore nero e il cursore bianco l'abbiamo reso del colore dei, di cui vogliamo avere il gas. Adesso vado a sommare questi due attraverso il nodo MixRGB e ottengo lo stesso sfondo di prima l'ho creato esattamente come prima adesso magari questo lo faccio entrare all'interno dell'opzione eh, Math e qui inserisco un bel Multiply inseriamo un bel Multiply e adesso magari andiamo ad inserire un'altra texture come per esempio una texture da moltiplicare come per esempio la gradient texture la collego all'output con shift control la inserisco sferica la inser e premo ctrl t adesso per inserire il centro della sfera nel centro del piano basta collegare qui object bene, ottimo lavoro il collego il principal e questa sarà la seconda texture da importare all'interno del multiply Adesso essenzialmente che è successo? Questa è la mia prima texture e adesso che è successo? Io ho moltiplicato la mia prima texture, cioè questa, per quest'altra texture. Quando qui avete il multiply, ricordatevi che dove è nera la seconda texture, sarà nera anche il risultato. Quindi questa texture era una sfera dove tutto ciò che c'era intorno era nero e in questo modo... Nelle zone dove ricordatevi quando qui avete il multiply. Quando avete il multiply, ricordatevi una regola d'oro dove è nera la seconda testa sarà nero anche il risultato. Tuttavia, Blender ha, ha interpretato questi valori come valori numerici. Come posso rimediare? Utilizzando altri nodi converter, per esempio, posso andare ad inserire un uh, separate hsv e poi andare ad inserire un combine hsv adesso separo la mia texture iniziale nelle opzioni way saturation value adesso collego la tonalità collego la saturazione ma voglio che la luminosità dipenda dal prodotto di questa texture con la texture gradiente quindi in questo modo Così facendo, eh, utilizzo la tonalità e la saturazione di questa texture iniziale. Tuttavia, utilizzo la tonalità e la saturazione di questa texture iniziale. Tuttavia, eh, a livello di luminosità utilizzo il risultato di questa texture e perciò, qui intorno ottengo i bordi neri. Vedo tuttavia che la texture eh, resta un po' poco luminosa, cioè, vedo che comunque il risultato non è particolarmente luminoso vedo che i colori sono un po spenti e per rimediare ricorro a un altro nodo math dove inserisco un semplicissimo multiply eh, e il math e adesso il multiply prende i miei dati di, eh, di luminosità e me li va a moltiplicare per la seconda opzione che posso decidere qua inserisco per esempio 3 e Blender mi va a moltiplicare tutti i dati di tonalità per 3 dove la terza tutti i dati di luminosità scusate per 3 quindi con questo nodo io ho preso i dati di luminosità che provenivano da quest'altro nodo e li ho moltiplicati tutti per 3 così facendo e se, eh, li ho moltiplicati tutti per 3 così facendo posso aumentare la luminosità di una terza in modo molto semplice Semplicemente inserendo un bel 3 eh, in questo modo ho eh, moltiplicato per il 3 la luminosità della texture ma solo la luminosità. Tonalità e saturazione sono rimaste costanti. Questo è il nostro, no, il nostro materiale di esempio. Vedete magari cercate di replicarlo quindi in altre parole abbiamo creato la texture spaziale magari ctrl j e rinomino questo in space texture qui abbiamo tutta la texture spaziale poi siamo andati a creare un'altra texture ctrl j che invece è la texture sferica spherical texture quindi abbiamo ottenuto questi due texture iniziali poi le sono andate a moltiplicare quindi eh, queste magari le inserisco in un gruppo chiamato multiply quindi le sono andate a moltiplicare però ho fatto in modo che questa saturazione andasse ad influire solo sul valore come ho fatto? Uh, ho collegato al Principal BSDF un combine HSV che come input aveva la tonalità e la saturazione provenienti dal separate HSV uh, della texture iniziale. Quindi avevo preso la texture spaziale, avevo diviso tonalità e saturazione e ho reinserito questa tonalità e questa saturazione nel combine HSV e così facendo il risultato finale ha mantenuto i colori e la saturazione della texture spaziale. Tuttavia, uh, ha, uh, preso la luminosità, uh, tuttavia, ha preso la luminosità dal risultato di questa moltiplicazione tra la texture spaziale e la texture sferica. In questo modo, dove la texture è sferica, cioè dove la seconda texture è nera, è proprio una caratteristica del multiply: anche il risultato resta nero. E già questo è già un esempio molto importante. Se, spero che abbiate seguito bene il processo. Magari se c'è qualcosa che vi sfugge, scrivetelo nei commenti o comunque datemi qualche parere nei, nei commenti, ecco. Quindi testo spaziale, che abbiamo creato come poco che l'abbiamo creata seguendo lo stesso metodo. Che abbiamo seguito poco fa la texture gradiente. Ora l'abbiamo moltiplicata col multiply perché con il multiply, dove è nera la seconda texture sarà nero anche il risultato. Poi abbiamo preso la tonalità e la saturazione della texture spaziale e vi abbiamo applicato la luminosità del risultato del multiply in modo da fare in, mo in modo che il multiply andasse ad influenzare non i colori, ma appunto solo la luminosità però la luminosità è comunque molto bassa, l'abbiamo alzata inserendo un altro multiply, che abbiamo, eh, un altro multiply, dove abbiamo inserito come secondo valore un semplice 3. E questo è come possiamo far funzionare eh, dei nodi anche molto complessi. Quindi, magari ve lo lascio a schermo qualche istante, il sistema dei nodi, ecco. Questo complessivamente si chiama albero dei nodi Perché l'insieme di tutti i nodi collegati fra loro eh, Prende il nome di albero di nodi Già in questo caso abbiamo utilizzato una in questo caso Abbiamo utilizzato una grande quantità di nodi Di, grandi tipologie di, di tante tipologie diverse ecco. Torniamo nella visualizzazione di default E cerchiamo di capire qualcosina meglio rinomino questo materiale in spatial material quindi materiale spaziale e questo piano lo rinomino in uh, space bg che sta per background quindi background spaziale di sfondo molto bene quindi questi sono i nodi eh, il nodo math ci permette di prendere un valore numerico e eh, sommarlo, sottrarlo, moltiplicarlo, dividerlo o per, un un, o per un altro valore numerico che inseriamo direttamente qui oppure per un valore numerico proveniente da un'altra testa. Per esempio, se io volessi andare ad aumentare la saturazione, se io volessi andare a giocare con la saturazione, mi basterebbe inserire un nodo di tipo Math, inserirlo qui e per esempio adesso con ADD il valore che inserisco qui viene sommato alla saturazione già esistente. Oppure potrei sottrarlo alla saturazione già esistente. Oppure potrei moltiplicare la saturazione già esistente per questo valore. Per esempio, inserendo 0.1 rendo la saturazione molto più bassa, quindi la saturazione viene moltiplicata per questo valore e la posso alzare in modo molto molto semplice. Infine con uh, divide la saturazione viene divisa per questo valore. Per esempio se inserisco punto 1, la situazione viene divisa per punto 1, cioè viene moltiplicata per 10. Magari qua ci sarebbe bene un add e inserisco punto anzi punto 5, in modo che la situazione già iniziale venga sommata un punto 5. Quindi se la situazione iniziale è di un certo livello, adesso è più grande di punto 5. Ecco un modo molto interessante per andare a lavorare con il nodo math, cioè il nodo math ci permette di prendere un valore numerico eh, e di giocarci totalmente, quindi sommare, sottrarre, moltiplicare o dividere un altro valore che inseriamo direttamente qui. Anche questo nodo lo contraggo, si può fare semplicemente premendo il tasto H, in questo modo sono andato a rendere ancora più complesso il mio nodo, il mio albero di nodi. Vi ricordo sempre la filosofia dei, eh, dei nodi. Ogni nodo corrisponde a una semplice trasformazione, però tutti insieme possono creare anche qualcosa di molto complesso. Infatti sono partito da due nodi stessi, molto molto semplici, quindi algoritmi randomici, e utilizzando varie trasformazioni sono riuscito a creare un background spaziale molto credibile. Quindi ricordatevi, è sempre come una, uh, una classe di tanti bambini di 7 anni, ognuno uh, esegue singole piccole operazioni. Però, se ci sono abbastanza bambini di 7 anni risolveranno un problema di astrofisica. Anche se un, new, anche se un singolo bambino risolve una semplice semplicissima operazione, se ho abbastanza bambini, ho abbastanza operazioni risolte per risolvere. Qualsiasi tipo di problemi, i nodi sono la stessa cosa, ognuno fa una trasformazione semplice, però se ne inserisca a sufficienza posso ottenere qualsiasi risultato. Bene, e in questo modo direi che con questa piccola esercitazione pratica siamo arrivati anche a scoprire per benino. Il, eh, tutti i nodi converter, ormai li conosciamo fin troppo bene. Allora, adesso andiamo ai nodi di input. Creiamo una nuova scena che rinominiamo in input. Quindi, adesso abbiamo una nuova scena che è appunto la scena input, che si va sempre a sommare alle scene create o precedentemente in questa lezione. O in un'altra parte, sempre o nella parte o nella lezione scorsa, che in realtà è sempre la parte precedente di questa lezione. Allora, cosa fanno essenzialmente i nodi di input? Come suggerisce il nome? Sono nodi che servono alle informazioni. Noi abbiamo visto che tantissime volte in Blender noi possiamo far provenire delle informazioni necessarie per il funzionamento di un nodo eh, da un altro nodo. E quindi, eh, ecco, e quindi molto spesso da un altro nodo noi facciamo provenire delle informazioni indispensabili per l'utilizzo di un altro nodo all'interno di Blender ok interessante il fatto è che le informazioni che abbiamo utilizzato fino ad ora provenivano o da file nel nostro pc oppure, da, eh, anzi, oppure proprio erano intrinseche all'interno di alcuni nodi del node editor alias shader editor quello che ci interessa è che i nodi di input servono proprio ad adempiere a questa nostra infinita necessità di informazioni. Per lavorare con i nodi, a Blender servono delle info, dei dati, dei numeri. E i nodi di input hanno lo scopo di adempiere a questa necessità. Eh, andiamo ad aggiungere un semplicissimo cubo, quindi Shift A, Cube, e eh, creiamo un nuovo materiale, che rinomino in example material. Adesso eh, diciamo che i nodi di input sono molto utili se associati ai vertex color. Cerchiamo di capire il perché. Switchiamo in solid mode premendo Z solid. Adesso andiamo ad ottenere una mesh un pochino più fitta per lavorare meglio con il eh, con i vertex color. Potrei andare a renderla più fitta utilizzando il subsurf in questo modo la mia mesh verrebbe anche eh, smussata però rimedierei scegliendo come algoritmo il Simple metterei 6 suddivisioni e direi di applicare il modificatore se adesso vado in uh, se adesso vado in uh, in Mode vedo chiaramente il mio risultato ottimo, magari adesso saltiamo nel pannello Layout e, e settiamo le modalità di vista in color, in color, assicuriamoci di aver settato Vertex in modo da vedere il risultato di Vertex Color anche al di fuori della modalità di Vertex Paint Mode. Andiamoci, lo possiamo anche fare prendendo Ctrl Tab Vertex Paint Mode. Adesso scegliamo il colore da utilizzare, possiamo scegliere qualunque colore. Io, per esempio, in questo caso scelgo un bel, uh, un bel azzurro. Magari il raggio del pennello lo possiamo regolare con il tasto F. Poi, qui abbiamo l'opzione Mix, cioè il colore che andiamo ad aggiungere verrà mixato al colore esistente, va benissimo. Adesso io posso andare a colorare sopra la mia mesh, l'abbiamo già visto in passato. Posso andare a effettuare queste colorazioni sopra la mia mesh. Per esempio, inserisco un pennello molto fino e per esempio, faccio un disegno qualsiasi come questo. In questi casi, una tavoletta grafica farebbe comodo. Per esempio, posso fare disegni come, come questo, tanto per fare un esempio. Magari rinomino questo vertex color in faccino. Se io qui avessi data l'opzione Material, non lo vedrei, perché per vederlo qui devo avere inserita l'opzione Vertex. Tuttavia, ehm, l'opzione Vertex non me lo fa vedere né nel rendering né nel risultato finale. Se nei modalità di rendering ne proprio nel rendering finale. L'opzione vertex me lo fa solo vedere in solid mode quando ho eh, vertex in solid mode, io vedo il vertex color qui selezionato, ma solo in solid mode, se vado in render mode, non lo vedo più. va bene Non c'è fonte luminosa, ne aggiungo una con Shift A Light, la trascino, e noto bene bene che il vertex color non lo vedo. Perché non lo vedo? Perché io sulla superficie del mio oggetto vedo solo i materiali. È imperativo. Sulla superficie del mio oggetto, io vedo solo in questo caso il materiale example material. Il vertex color che abbiamo qui non c'entra niente. Perché questo vertex color è un insieme di dati di colore che non appare nel mio materiale, io vedo solo il mio materiale e questi vertex color non sono contemplati, non sono utilizzati. Mm. Bene, peccato perché i values call sono qualcosa di importante, li utilizziamo anche quando parliamo della pittura dinamica. Per esempio, per esempio inserisco una sfera, la scalo, applico la scala shade smooth gz1 e gx1. Per inserirla in questa posizione, magari adesso i location salto in avanti di 80 frame gx-2 invio Location adesso andiamo a vedere l'animazione, inserisco modalità di interpolazione lineare T-linear, e magari adesso posso anche andare a inserire al mio cubo la dynamic paint di tipo canvas e alla mia sfera la dynamic paint di tipo brush. Non vedo nessun risultato perché qui in output devo andare a inserire il paint map e il wet map layer. Adesso mi assicuro di aver selezionato il paint map e se faccio partire la mia animazione vedo l'effetto provocato dalla sfera. Volendo potrei anche andare nella opzioni della canvas e invece che surface type inserire che ne so distance. o waves così facendo il risultato nel mio rendering si vedrebbe e come perché in questo modo io andrei proprio a modificare la mia mesh a livello di forma e questa modifica sarebbe visibile nel rendering non c'entra più niente con i vertex color quindi io potrei andare al mio materiale andiamo nelle opzioni del materiale e aumentiamo la transmission e adesso io ho dato questo materiale che ricorda molto Dell'acqua, magari vado in material preview mode per vedere meglio. Ho dato questo materiale che ricorda dell'acqua, soprattutto se abbasso la rugosità. Ho creato questo materiale che appunto ricorda molto una massa acquatica. La sfera lo attraversa e grazie alla Dynamic Paint genera delle onde. però non era questo l'esempio che volevo fare. Torniamo ad inserire in surface type Paint. E adesso l'unica cosa che fa la mia sfera, per esempio, è disegnare. Sopra la mia mesh in altre parole, io in questo modo posso creare dei vertex color. Ne ho creato sia uno automaticamente che è il vertex color facino che ho creato con la Dynamic Paint utilizzando il Paint Map. Magari in questo caso la wet map non mi interessa. Quindi, invece quindi è un peccato che io nel rendering non vedo i vertex color perché effettivamente l'unica cosa che fa la Dynamic Paint Uh, l'unica cosa che fa la dynamic paint è con l'opzione paint è creare dei vertex color resetto il principal bsdf e andiamo a porci quindi una grande domanda esistenziale esiste un modo per vedere i vertex color nel risultato finale? Sì, ci sono vari metodi e riguardano tutti i nodi di input il primo metodo è importare direttamente un nodo vertex color da qui io posso proprio selezionare automaticamente il Belted Color che voglio andare a vedere, per esempio il Belted Color faccino e collegarlo con Base Color. Adesso io vedo questo Belted Color nel mio risultato. Oppure posso anche selezionare il Belted Color Paint Map e in questo modo io vedo il risultato della Dynamic Paint. Magari per renderci nel meglio conto andiamo a riselezionare la mia luce e la riposizioniamo, per esempio qui, dove magari. Illuminerà di più la parte superiore del mio cubo. Inseriamo 50 Watt e vedo che adesso io nel mio risultato vedo il vertex color paint map. E perciò lo vedo nel rendering perché ho detto a Blender che nel risultato finale io devo vedere il vertex color paint map. Invece, quale è selezionato qui o la modalità di visualizzazione eh, in solid mode vertex, quindi la modalità, l'avere qui vertex selezionato o selezionare un vertex color da qui, influisce ovviamente solo nella, eh, ovviamente solo nella, eh, nella solid mode. Allora adesso andiamo a reinserire il DP Wetmap, quindi in output vado ad inserire lo wetmap e andiamo a notare che effettivamente questa storia dei vertex color in questo caso il vertex color mi va ad influenzare, eh, in influenzare solo il colore di base però, duplico questo nodo con shift D posso usare il vertex color come attributo in generale per esempio inserisco la wetmap e coloro e lo collego a Metallic in questo modo: non sarà più il Base Color, ma la metallicità a dipendere da questo vertex Color. Ho scelto un vertex Color in bianco e nero, C'è cioè lo Wetmap map per avere un risultato migliore. Quindi il colore di base dipende dal Paint Map, la metallicità dipende dallo wet map, in particolare dove. Noi dove il white map è bianco, la metallicità sarà massima dove il nero sarà minima. Non solo possiamo usarlo perché possiamo usarli per tantissimi altri scopi. Per esempio, posso inserire. Posso cancellare il principal BSDF, inserire un paio di diffuse. Per esempio, un diffuse rosso lo duplico. E inserisco un altro diffuse dove per esempio importo questa texture adesso inserisco un mix shader che collego all'output e collego il diffuse questo diffuse e quest'altro diffuse adesso vengono normalmente mizzati, ma se io inserisco un vertex color quindi nodo vertex color e inserisco wet map e utilizzo questo come fattore dove il vertex color è bianco io vedrò uno degli shader che vado a mizzare dove è nero ne vedrò un altro ovviamente lo posso utilizzare non solo per, come fattore per un mix shader ma lo posso utilizzare anche come fattore per un mix RGB quindi le possibilità sono tante quindi io in questo caso l'ho utilizzato come fattore in un mix shader in modo che dove è bianco vedo uno shader dove è nero vedo uno shader però lo potevo anche utilizzare in un mix RGB allora, seleziono questi nodi ctrl x per cancellarli andiamo a rinserire il principal, in surface voglio, con, voglio collegare un principal bsdf vado ad importare due texture per esempio cerco la cartella lezione 12 dove ho messo le terzi, delle texture di esempio che abbiamo utilizzato per la prima volta nella lezione 12 importo questa texture e questa texture adesso le mescolo utilizzando un mix rgb e le collego in color così adesso nel colore io vedo il mix preciso tra queste due texture ma se in vertex color vado a ma se utilizzo l'opzione color del vertex color dove il vertex color è nero io vedrò uno dei due rgb dove è bianco vedrò l'altro rgb come faccio ad invertirli semplicemente così per invertirli basta effettuare questa semplice operazione Vi invito a fare qualche prova. Infine, il terzo modo per aggiungere un vertex color nel node editor è il più semplice di tutti. Basta andare in alto, nell'opzione di input, avete il menu vertex color. Se non ci sono vertex color, qui non avete niente. Ma se andate in vertex color, ma se ci sono dei dati vertex color, qui avete l'elenco di tutti i vertex color che avete. Se ne scegli uno, viene aggiunto automaticamente un nodo attribute con selezionato il vertex color perché cerchiamo di spiegarlo? Vi avevo detto che c'erano effettivamente tre modi per aggiungere un vertex color nel node editor. Il secondo è aggiungere un nodo attribute e scrivere qua il nome del vertex color. Per esempio faccino. Perché cosa mi fa fare il nodo attribute? Il nodo attribute mi permette di nominare un attributo e lui me lo andrà a ripescare. magari scelgo invece magari la dp paint map che in questo caso è più visibile seleziono la dp paint map attenzione alla battitura se fate un errore di battitura blender non ve lo accetta e vi mostra tutto nero dovete essere precisi se scelgo per esempio il dp paint map lui me lo andrà a ripescare quindi oppure scelgo per esempio appunto sì il faccino come prima però per vedere il better color faccino magari devo spostare un minimo la luce eccolo qua era al buio eccolo qua posso selezionare il beta scholar che preferisco e lui me lo andrà a mostrare eh, e lui me lo andrà qui a mostrare in modo molto molto semplice posso scrivere semplicemente il suo nome per esempio il white map e vedo quel vertex color certo però è un po' noioso perché qua devo essere attento a scriverlo mentre nel vertex color quel nodo vertex color magari è un pochino più semplice ma devo comunque andare a selezionarlo manualmente proprio qui viene in aiuto il menu vertex colors che mi dà l'elenco di tutti i vertex color posseduti dall'oggetto mi dà l'elenco di tutti i vertex color posseduti dall'oggetto se io ne scelgo uno qualsiasi, Blender inserisce automaticamente un nodo attribute con all'interno il nome di quel bel at color. E, sicuramente è, un metodo per e sicuramente è un bel metodo per semplificare il lavoro. Ricordatevi, è, uh, dal punto di vista di Blender, inserire un nodo vertex color, un nodo attribute, è la stessa cosa. Bene, adesso ho nascosto tutto nella mia scena continuiamo con la nostra analisi. Molto bene, creiamo. Qualcosa di più complesso per esempio, andiamo a rimodellare un asteroide, andiamo in solid mode, ho aggiunto un cubo, lo possiamo anche fare prevalentemente con i modificatori, quindi subsurf, 6 suddivisioni, applico SZ applico Displays New Clouds nel pannello relativo clouds e andiamo a rimodellare questo asteroide e applico adesso torniamo a render mode e magari torniamo a visualizzare la luce adesso questo è un asteroide perfettamente bianco creiamo un nuovo materiale lo rinominiamo test per esempio questo materiale lo rinomino test inseriamo una bella Shade Smooth, che male non fa mai e magari andiamo a gestire il semplice materiale dell'asteroide diminuiamo la, uh, la luminosità e magari inseriamo una semplicissima Noise Texture a cui aumentiamo la scala, 200 dovrebbe andare bene Voglio che questo noi stessi vada a gestire i rilievi però come sappiamo non la posso collegare direttamente e allora inserisco un bel nodo vettoriale. Bump. Adesso magari questo materiale ha bisogno di una roughness un pochino più alta e di meno riflessi speculari. Magari 200 non è anche troppo, inseriamo anche 120 tanto per provare ed aumentiamo al massimo il Detail magari anche troppo scuro l'asteroide andiamolo un pochino più chiaro, calcolando che c'è poca illuminazione e abbiamo ottenuto questo semplicissimo oggetto che magari lo rinomino in Asteroide e il materiale lo rinomino in Rock ecco il nostro semplice materiale adesso andiamo a vedere come posso eh... adesso andiamo a vedere i nodi di input il primo nodo di input è l'ambient occlusion certo ambient occlusion è ovvio che sia il primo allora diciamo in parole povere che eh, per capire meglio il nodo che, che per capire meglio il nodo ambient occlusion dobbiamo intanto capire cos'è l'occlusione ambientale in parole povere, per, eh, sì, per capire l'occasione mentale, magari spostiamo un attimo il nostro asteroide, aggiungiamo un bel cubo, selezioniamo la faccia superiore, Edit Mode 3 e selezioniamo I per il comando di Insert ed E per Estrudere. I, Estrudo. I, Estrudo. E già questo dovrebbe andare abbastanza bene. Adesso prendiamo la luce e la posiziono al centro del mondo, quindi dove c'è il cursore 3D. Adesso con il gizmo del eh, adesso con il gizmo del movimento la alzo un poco, e adesso ne aumento moltissimo la potenza. Mettiamo per esempio addirittura 1000 watt. Adesso questa è una luce veramente molto, 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 molto potente. Uh, e una luce così potente dovrebbe illuminare completamente la parte superiore del cubo, quindi la parte superiore del cubo dovrebbe essere perfettamente bianca, e invece non è così. Quindi mettiamo solo 500 di luminosità per notare meglio, o anche solo 250, ecco, con 250 di luminosità la luce è comunque molto forte. E allora dovremmo avere comunque una parte del cubo tutta più o meno bianca invece vedo che non è esattamente così perché se mi avvicino nella posizione dove ci sono gli angoli vedo che in queste parti è un pochino più scuro vedete vedo che in questa zona del mio cubo ho qualcosa di un pochino più scuro un pochino meno luminoso in altre parole dove ci sono angoli particolarmente marcati ottengo un, uh, un effetto un pochino meno luminoso Bene, questo effetto si chiama proprio occlusione ambientale. E tra le povere potete immaginare che la luce resti quasi intrappolata dove ci sono angoli particolarmente marcati. E così, in situazioni come queste, Cycles lo gestisce con estrema precisione, eh, nelle zone dove ci sono angoli molto netti, appunto come angoli retti, come in questo caso, beh, in quelle zone si crea un effetto di occlusione ambientale, quindi di leggero inscurimento. cancello il cubo e riporto e premo shift s selection to Cursor, per l'asteroide adesso riinserisco una luminosità di 70 watt per la luce che vanno più che bene e la muovo poi nella prossima lezione studieremo bene le proprietà della luce studieremo bene come settare le proprietà e le varie tipologie così come studieremo anche la camera ma per ora va bene anche qualcosa come questo cioè per ora ci basta sapete che questa luce illumina omnidirezionalmente tutto ciò che c'è magari la distanzi un poco ok comunque ho un effetto leggermente illuminato bene ma questo effetto si crea automaticamente ma come faccio a e quindi l'effetto di occlusione ambientale lo calcola automaticamente Cycles ed è un effetto però che ha dei dati cioè il computer sa in quali parti uh, deve inserire l'occlusione ambientale e in quali parti no in altre parole all'interno di Blender ci sono tantissimi dati relativi all'occlusione ambientale e come faccio ad importare questi dati all'interno del mio Node Editor? con il nodo Ambient Occlusion Colleghiamolo velocemente all'output, comando Shift Ctrl Click su di esso e vediamo che adesso collegandolo all'output abbiamo ottenuto un'immagine che mi rappresenta che va a sintetizzare l'occlusione ambientale, cioè dove, cioè questa immagine mi va a mostrare proprio solo l'effetto di occlusione ambientale. Quindi ricapitoliamo, abbiamo detto che l'occlusione ambientale è un semplicissimo effetto che uh, Blender simula in modo automatico tale che dove ci sono angoli molto netti l'illuminazione uh, è un pochino più debole è qualcosa di automatico dove ci sono angoli netti nella realtà io vedo uh, un pochino più scuro Blender questo effetto lo simula automaticamente e il nodo di occlusione ambientale contiene i dati relativi a questo, a questo effetto e questa immagine me lo va a sintetizzare. È un'immagine in formato RGB, nel senso che io ho anche a disposizione un'opzione Color che mi permette di scegliere il colore dell'immagine. Se invece utilizzassi l'altro output, l'output AO, questo colore verrebbe ignorato. Quindi Color tiene conto di questo colore AO, cioè Ambient Occlusion, non ne tiene conto. Poi Distance. Ci permette di regolare l'effetto di occlusione ambientale, mettiamola per esempio a 0 e non si nota tanto, ma con distance posso cambiare la quantità di occlusione ambientale in questo caso non è molto evidente. Poi, se inserisco inside, il risultato cambia totalmente perché Blender per il calcolo dell'occlusione ambientale calcola il considera la mia mesh dall'esterno. Se inserisco inside, la considera dall'interno. Quindi se abilito inside, tutti gli angoli che Blender considera concavi diventano convessi e tutti quelli che considera convessi diventano concavi. Quindi praticamente posso invertire l'effetto. Se impulsa la precisione dell'effetto 16 va già più che bene. Ok, quindi ricapitoliamo un secondo. Io posso importare all'interno di Blender i dati di occlusione ambientale. E posso anche importare all'interno di questo nodo anche dei dati vettoriali di cui Blender andrà a tenere conto. Ma non è il caso in cui ci interessa. Ok, interessante, posso importare uh, i dati dell'occlusione ambientale. Ma a che mi serve? Di solito un motivo per cui lo si usa è il uh, Un motivo interessante per cui spesso viene utilizzata è niente un po' di meno che il mix di shader o RGB inseriamo per esempio magari questi. No. Magari vado a recegere momentaneamente questo collegamento che adesso non mi serve, cioè, non è che più che non mi serve non, non è, lo ignoriamo per un attimo per semplicità. E adesso prendiamo questo shader completamente nero, andiamo in Select per aprire la toolbar sempre T eh? e scegliamo qualcosa di completamente nero. Quindi inseriamo. Raggiumiamo un po': inseriamo un colore completamente nero. Se usate direttamente con la rotina del mouse, potete cambiare il livello di illuminazione. Invece, col contagocce potete andare a scegliere un qualsiasi altro colore. E quando andate a cliccare, Blender va a prendere il colore su cui avete cliccato. Magari adesso scelgo qualcosa di molto molto scuro. Adesso duplico il principal BSDF e qui inserisco qualcosa di molto molto chiaro. Direttamente con la rotina del mouse posso aumentare la luminosità. Adesso inseriamo un uh, Mix Shader. no, scusate, ctrl z mettiamolo per esempio in questa posizione per sbaglio avevo interposto il principal tra il noise no texture e il bump e lo collego adesso Blender mi va a ammizzare due nodi ma se io collego l'opzione in questo caso, quando, se io collego l'opzione ambient occlusion Blender si basa sull'occlusione ambientale per decidere quale shader utilizzare, prima di invertire gli shader, e vedo che in altre parole, dove questa immagine è nera, cioè dove, eh, dove questa immagine è nera, Blender mi mostra uno shader, dove è bianca, mi mostra un altro shader. E quindi in questo caso, Blender dove c'è tanta occlusione ambientale mi mostra uno dei due shader, dove ce n'è poca mi mostra l'altro. Inoltre posso invertire gli shader in questo modo, così facendo posso invertire quali shader posso invertire semplicemente due shader e questo è un bel utilizzo dell'occlusione ambientale. Vale sempre la regolina magica che inserendo inside lui mi ricalcola l'occlusione ambientale dall'esterno e quindi cambia il risultato. Inoltre io in questo caso ho collegato l'output AO quindi quell'output che ignora l'opzione color volendo avrei anche benissimo potuto collegare l'output color e in questo caso avrei avuto il risultato che veniva influenzato se cambiavo l'opzione color andava benissimo solamente, per, uh, solamente quando collegate un nodo a un uh, valore numerico magari si sì, va benissimo anche così chiaramente a parte il fatto magari che Dato che il factor del Mix shader, quindi l'opzione a cui io ho collegato l'ambient occlusion è un valore numerico, quindi dato che io ho collegato l'ambient occlusion a un valore numerico, magari ho preferito collegare a un valore numerico un valore numerico. Quindi quando i segmenti hanno all'estremità pallini dello stesso colore, in questo caso due pallini grigi, è meglio se invece avessi collegato il color. Il collegamento che congiungeva Ambient Occlusion e Mix Shader aveva avuto all'estremità un pallino giallo e un pallino grigio. Invece, quando magari i pallini sono dello stesso colore, è un pochino meglio, però in questo caso anche l'opzione color andava benissimo. E questo è l'Ambient Occlusion che noi abbiamo utilizzato per un Mix Shader. Selezioniamo questi due nodi e li eliminiamo con ctrl ma va benissimo anche per un Mix RGB. Prendiamo per esempio un paio di texture. come queste le vado a mizzare con un miz rgb, quindi color miz rgb ok e adesso collego il miz rgb al base color vedo che le due immagini sono state semplicemente mizzate e sono state mizzate uniformemente se io collego l'ambient occlusion all'opzione factor dove c'è tanta occlusione ambientale blender usa una texture dove ce n'è poca ne utilizza un'altra se voglio invertirle basta andare basta effettuare questa semplicissima operazione prendo e scambio in questo modo inverto le texture poi lungo qui poi potete sempre, sempre andare a ritoccare ulteriormente il vostro risultato con uh, altri nodi, è ovvio. E questo è il semplicissimo nodo di occlusione ambientale. Seleziono tutto questo e lo cancello con X. Bene, nascondiamo il nostro asteroide e andiamo a vedere il nodo Bevel. Aggiungiamo un cubo, un cubo qualsiasi con Shift A, Add Cube scusate per sbaglio avevo spostato il cursore 3D Cursor to world origin cube sono tornato momentaneamente in solid mode ma torno subito in render ed in mod un nuovo materiale lo rinomino metallo verde Magari lo rendo effettivamente un metallo verde e andiamo a chiederci e uh, vediamo che il nodo bevel quindi shift a Input Bevel, questo nodo qui essenzialmente è un'alternativa al modificatore Bevel. Cancelliamolo e andiamo a vedere un po'. Se inserisco il modificatore Bevel, vedo che il modificatore Bevel mi va geometricamente a modificare. Lo sappiamo già, relazione 16. Mi va geometricamente a modificare la mia mesh in modo che sia più smussata. Magari aggiungo un bello shade smooth per notare meglio. E questo nodo cosa fa? Semplicemente mi va a smussare gli spigoli della mia mesh, il che me la rende molto più bella e molto più arrotondata. Questa è la mia geometria senza uh, bevel. Questa è la mia geometria con il bevel, me la arrotonda molto. E questo è qualcosa che abbiamo già visto, lo conosciamo già bene, l'abbiamo visto nella lezione 16. Tuttavia, uno dei difetti più grandi di questo modificatore è che molto spesso fallisce su quando, una non molto spesso, quando una geometria è molto complessa o disordinata, il modificatore fallisce. Aggiungiamo per esempio un bell'oggetto oggetto di tipo testo. Vado un attimo in Warner in Mode, lo rinomino in lezione 43 lo sposto verso l'alto torno un attimo magari invece in solid mode inserisco un'estrusione e magari poi per un motivo o per un altro lo converto in una mesh adesso questa è mia bella mesh se io vado ad inserire adesso un bevel vedo che beh non è che si crei proprio questo grande effetto di smussamento non vedo questo smussamento, non vedo nessun cambiamento con il Bevel o senza Bevel, o meglio, c'è un cambiamento a livello di ombreggiatura di normali, però non si crea una vera e propria smussatura. Questo perché questa mesh è estremamente ha una topologia bruttissima. Perché inizialmente non era una mesh, era una, uh, non era una mesh, era un oggetto testuale abbiamo visto che volendo si può risolvere inserendo uno weld prima del bevel a volte risolve però questo principalmente quando ci sono vertici duplicati e non è il nostro caso in questa situazione precisa magari potremmo cercare di risolvere con un bel remesh sempre di tipo voxel, magari con uh, una size molto bassa magari questo mi potrebbe consentire di una, una geometria più ordinata e magari poi potrei anche far funzionare il bevel. Tuttavia, nel complesso vediamo che il modificatore bevel ha i suoi bei difetti. Perché il... anzi, ha un... Ha, no, non ha i suoi bei difetti. Il modificatore bevel ha un difetto gigantesco. Appena la geometria è disordinata, non funziona. Questo è il modificatore bevel ed ha questo grande difetto. Bene, adesso che conosciamo i nodi, possiamo, magari eliminiamo il modificatore bevel anche per il cubo, possiamo cercare di risolvere proprio utilizzando i nodi. Anzi, non cercare, possiamo... Risolvere utilizzando i nodi perché invece di andare a uh, aggiungere un modificatore bevel che modifica la mia geometria, io potrei andare a risettare le mie normali in modo che mi diano l'idea di una smussatura, ma senza andare a editare veramente la mia geometria. E per farlo mi basta utilizzare appunto il nodo bevel. Inseriamo il nodo bevel e. Vediamo che appunto contiene dei dati vettoriali, cioè dei dati di modifica della, delle geometrie e dell'ombreggiatura. Dove bisogna collegare il Bevel. Prendete il material output, prendete lo shader che è collegato al material output. Se al material output è collegato un mix shader o un add shader, eh, prendete i nodi collegati al mix shader o all'add shader. Prendete il bevel, andate. Al nodo col, al, allo shader collegato all'output e collegate l'opzione bevel alle opzioni delle normali così facendo. Adesso magari ci serve una luce un pochino più adatta, e cerchiamo di vedere cosa fa questo modificatore. Eh, questo modificatore fa qualcosa di molto semplice: che è cioè questo, ehm, questo nodo. Questo nodo semplicemente risetta le normali per far sembrare gli angoli, per far sembrare gli spigoli più smussati. Con Radius possiamo andare a regolare le dimensioni di questa smussatura. Il Material Preview purtroppo non funziona. O meglio, non funziona bene col Material Preview. Funziona solo con Cycles, quindi con nel rendering. Magari però, ok... Prendiamo una luce un pochino più forte, quindi aumentiamo l'intensità luminosa e vediamo che, senza bevel, io vedo sempre gli angoli spigolosi. Se inserisco questo maledettissimo nodo bevel, Blender mi va a risettare le normali, che... mi risettare le normali del mio uh, oggetto in modo che gli angoli sembrano pi sembrino più smussati. Proviamo a farlo con il testo. Andiamo ad aggiungere il bevel. Ecco, adesso aggiungo il bevel e Blender mi va a risettare le normali in modo che il mio oggetto sembri un pochino più smussato. Attenti, non è che serva per chissà quali gigantesche smussature, però crea leggere smussature sopra il mio oggetto. Magari, eh, proviamo, a fare, proviamo a modificare un pochino la mia mesh, vado in Elite Mode, vado in 2 per la selezione spigoli, seleziono questo spigolo ed, e uso Ctrl B per creare questo effetto. No? Adesso aggiungiamo l'effetto del bevel, scollegandolo, e ricollegandolo, adesso magari andiamo a modificare di nuovo la luce per esempio in questa posizione e vediamo che essenzialmente il bevel va a modificare il modo in cui io vedo il mio oggetto va a modificare le sue normali per farlo apparire solo apparire più smussato magari magari aumento il raggio di questa fonte luminosa perché aumentando il radius potete aumentare il raggio del, della luce come aumentare le dimensioni di una lampadina e aumentiamo un pochino la potenza adesso praticamente lo ripeto un'ultima un volta così gli spigoli sono molto molto netti magari che ne so ecco abbasso un pochino la metallicità per vedere meglio e scelgo per esempio un'altra situazione dove magari possa essere un pochino più evidente bene questo è senza bevel adesso vado ad aggiungere il bevel e con questo nodo collegato gli spigoli sembreranno immediatamente più smussati. Sì, ma quanto sarà grande questa smussatura? Lo decidiamo in radius. Aumentate un pochino il radius e la smussatura sembrerà più grande. E con sempre potete andare a decidere la precisione con cui viene creato questo effetto. Quindi, ricapitolando un'ultima volta, avete qui questo nodo collegato. All'opzione normal dello shader che è direttamente collegato al material output o che è direttamente collegato al mid shader che è collegato al material output, eh, vi fa apparire solo apparire i bordi un pochino più smussati. Scegliamolo, andiamo a rinominare il materiale in uh, example, anche se fa poca differenza perché adesso rende invisibile il cubo e torno a visualizzare il mio asteroide. Torniamo all'asteroide e passiamo un, al prossimo nodo. Studiamo un attimo il Fresnel. Bene, diciamo che Ecco, ecco, ecco. Attenzione perché mentre il Bevel magari è un nodo poco usato, il Fresnel è uno dei nodi più importanti all'interno di Blender. Se lo collego al mio material output, come è invisibile anche la scritta, l'oggetto scr test. Bene, diciamo che se. Collegato al, se, vedo che se lo collego al material output, io vedo quasi questo bianco che ricalca i contorni della mia mesh, quindi è questo particolare effetto. E vedo che ho anche l'opzione IOR che mi va a eh, modificare questo effetto. Bene, per capirlo dobbiamo riprendere il concetto di IOR. Ricolleghiamo colleghiamo all'output il principal e ripassiamo un poco. Praticamente l'IOR è l'indice di rifrazione. Modificando l'IOR io posso decidere in che modo la luce rimbalza sopra la mia superficie, che angolo ha la luce quando rimbalza sopra la mia superficie. Per esempio, un IOR pari a 1 equivale a nessun rimbalzo, la luce prosegue dritta e perciò si sta parlando di trasparenza totale. Per esempio, io posso andare a modificare l'indice di rifrazione per modificare il modo in cui viene riflessa la mia luce andiamo un pochino più luminoso lo shader di solito si va su google o sul vostro browser preferito si scrivo io rd e il materiale che vi serve quindi vetro, metallo, roccia eccetera. in questo caso particolare penso che eh, ho fatto già qualche ricerca Prima, e penso che un IOR di 54 possa andare abbastanza bene. Tuttavia, finora non è che abbiamo visto che la modifica dell'IOR possa andare a influenzare tanto il nostro lavoro. Invece, l'effetto creato dall'IOR si chiama Fresnel e possiamo andare ad utilizzare il nodo Fresnel per andare a modificare il nostro risultato. In particolare. il nodo Fresnel accetta un qualsiasi IOR mettiamo per esempio l'IOR tipico di un materiale roccioso quindi per esempio 1.54 che va più che, che quello che ci serve in questo caso e Blender crea questo effetto in base a questo IOR oppure inseriamo un IOR di .33 che è l'IOR dell'acqua e abbiamo un effetto perfetto per dell'acqua oppure, che ne so, sì, fate varie, varie prove 1 per esempio è eh, tale che la luce attraversa completamente il mio oggetto, quindi parliamo di una trasparenza. Ricordatevi sempre che l'indice di riflessione è il rapporto tra la costante C, quindi la velocità della luce. E la velocità V con cui eh, è, scusate, è il rapporto tra la costante C, quindi la velocità della luce del vuoto, e la velocità V, cioè la velocità della luce all'interno di quel materiale, ok. Molto bene. Inseriamo adesso or che ci serve. Ebbene nel dimentichiare questo effetto Fresnel che è esattamente quello che mi serve adesso noi ci chiediamo ok bene ma come posso andare a sommare e eh, diciamo che questo effetto di linee bianche accanto ai confini dell'oggetto è qualcosa che esiste nella realtà quindi nella realtà se prendete un oggetto e lo vedete di sbieco nel confine si crea questo particolare effetto che noi vediamo allora, chiediamoci come lo posso andare a sommare al principal BSDF. Un bel metodo potrebbe essere inserire un diffuse di colore bianco e un mix shader, collegare il mix shader all'output e inserire il principal e il diffuse e utilizzare adesso come mix il Fresnel così facendo nelle zone uh, così facendo se vediamo che il Fresnel mi creava del bianco più o meno nelle zone di confine della mia mesh nelle zone uh, dico all'orizzonte della mia mesh in questo modo io ho fatto la stessa cosa creando inserendo dove non inserendo appunto il colore del diffuse in queste zone in più è interessante perché mantengo sempre la possibilità di settare tutte le opzioni del principle e in più ho questo colore che sarebbe un pochino il colore di questi riflessi di luce in particolare ho questi riflessi aggiuntivi vedete che ho qui quindi questo è il mio principle da solo se invece e invece questo è il mid shader quindi con questo effetto creatosi, come vediamo, si aggiungono questi riflessi di cui io posso andare a cambiare il colore modificando il colore del diffuse. Il risultato giusto sarebbe il bianco, perché tecnicamente nella realtà questi riflessi sono sempre, ma proprio sempre, 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 sempre bianchi. Tuttavia, Blender ci dà la possibilità di andare a uh, editare tutto ciò. Ovviamente, qui, qui è importantissimo inserire l'IOR corretto quindi, se finora l'IOR preciso che inserivate faceva poca differenza, adesso di differenza ne fa tantissima perché se inserisco l'IOR dell'acqua, questi riflessi si uh, vanno ad apparire in una zona completamente diversa. Più aumentate l'IOR, più sono grandi questi riflessi, ma non aumentatelo a caso finché il risultato non vi piace. Andate su Google e cercate, è importantissimo IOR di. Scusate e cercate IOR scusate e cercate io del materiale che vi serve. Quindi andate su Google e scrivete qui IoR del materiale che vi serve. Spero di essere stato chiaro. Ovviamente non faccio partire la ricerca. E ehm, questo quindi inserire un mix shader. E inserire poi un bel diffuse e qui l'IOR sarebbe un qualcosa che aggiungerebbe un pizzico di realismo a tutti i materiali. Per esempio. Torniamo nella scena shader che abbiamo fatto nella prima parte eh, di questa lezione, quindi eh, essenzialmente la lezione scorsa. Votiamo la vista. E andiamo, per esempio, a quest'acqua. Adesso, per esempio, qual è quel metodo che mi permette di aggiungere quei riflessi aggiuntivi che trovo sempre nel, uh, che trovo negli oggetti reali? Basta inserire qui un bel mid shader. Adesso, andare ad aggiungere come secondo shader. Mi basta anche un scendere molto semplice come un diffuse, potevo anche mettere un principal BSDF completamente bianco, però tanto me... faccio prima di utilizzare un diffuse e adesso vado ad aggiungere il nodo Fresnel, lo collego al fattore, e qui devo assolutamente aggiungere. L'IOR del materiale che sto creando. Qual è il materiale che sto creando? L'acqua. Perciò vado su Google su Google e cerco IOR dell'acqua su quindi è 1.33, è anche abbastanza risaputo. E vado a scrivere appunto 1.33. Questo sarebbe. L'IOR, questo sarebbe il Fresnel applicato a questo oggetto e quindi abbiamo aggiunto questi riflessi. Vedete, questo è solo il principal, invece, così possiamo aggiungere dei riflessi. Questi riflessi aggiuntivi che sono importanti se volete avere un risultato il più possibile realistico, quindi, questo è un buon materiale dell'acqua. Questa è solo una piccola quantità d'acqua, quindi va bene così. Invece, se fosse per esempio acqua di stagno, dovreste fare in modo che guardando in profondità sia sempre più difficile penetrare le trasparenze dell'acqua e quindi ci servirebbe un Volume Absorption, è qualcosa che abbiamo trattato nella lezione precedente Torniamo alla scena Input Questo poi, quindi, eh, questi tre nodi hanno solo la funzione di aggiungere il, il Fresnel quindi magari li inserisco proprio in un gruppo che prende il nome da questo fatto Ctrl J, add Fresnel, lo nascondo, non è proprio sempre necessario per ogni oggetto. Adesso, per esempio, eh, creiamo una piccola pallina rossa che nomino proprio in rosso. Anche questo lo rinomino in pallina. ctrl z per sbaglio ho premuto a, ah, per sbaglio ho premuto it nel, per sbaglio ho premuto nel node editor, bene adesso andiamo a vedere che posso inserire un bel colore rosso, proviamo ad aggiungere il, il fresnel, quindi come si fa ad aggiungere il fresnel si preme, si inserisce un mix shader si inserisce un uh, diffuse Bianco. poi si inserisce il nodo di input Fresnel lo si collega al factor e si inserisce qui l'IOR che ci serve in questo caso qual è? è una pallina di plastica quindi scriviamo IOR della plastica bene navighiamo un pochino cerchiamo l'IOR che ci interessa ora magari ehm, non dovete per forza andare a quelle sugli stessi siti Navigate un po' voi vedo che gli della plastica è 1.46. Allora vado di nuovo in blender e in IOR inserisco 1.46 1.46 e adesso, questo sarebbe il risultato senza che io aggiunga gli or. Questo è il risultato con gli or aggiunto. Vediamo che c'è un riflesso in più questo riflesso qui. Quindi no, IOR è così con l'IOR in questa zona, si è creato questo riflesso in più. Che, nella realtà c'è. Nella realtà, questo riflesso in più c'è su tutti gli oggetti. Quindi, è, quando è che dovete effettuare queste operazioni di aggiungere l'IOR? Basta premere, H, basta selezionare un nodo. Premere H per contrarlo. O semplicemente fare uso di questa freccetta qui in alto in questo modo basta prendere questo, te, questo piccolo sistema e inserirlo qui quindi ctrl j per creare un gruppo e eh, lo rinomino magari in, anche qui in add fresnel e adesso grazie a questo piccolo gruppetto eh, abbiamo fatto qualcosa in più è un effetto che magari si dovrebbe aggiungere a tutti gli oggetti. Poi certo non è che se non lo aggiungete, il materiale è bruttissimo ed impreciso. Però magari aggiungerlo vi può dare un tocco di, di realismo in più. Quali altri uh, adesso proseguiamo con la nostra analisi dei uh, proseguiamo con la nostra analisi dei nodi di input. Premo H per nascondere la sfera. E magari adesso Salto momentaneamente in Solid Mode prima di Z Solid, e inserisco un piano e andiamo a modellare qualcosa di semplice. Inserisco un modificatore displacement, ma sappiamo che quando inserisco un modificatore della terza colonna, utilizzo una simulazione fisica o lavoro con i gruppi di vertici o con i vertex groups, fa sempre bene avere un gran numero di suddivisioni. Io di solito ne inserisco un centinaio, ma dipende sia dal, dal caso particolare che da cosa preferite voi, che dalla vostra scheda grafica. Allora creo una nuova texture, che magari nomino in Clouds e magari eh, inserisco una semplicissima texture di tipo Clouds. Adesso la eh, rendo un pochino più fitta e in Strength inserisco punto .01 in modo da avere un trino pianeggiante ma leggermente ondulato. magari punto 03 ok no, 0.03 è troppo, mettiamo 0.02 per queste leggerissime ondulazioni adesso se volete andare ad ehm, inserire delle ondulazioni più grandi inseriamo una nuova tessio clouds che magari rinomino in uh, rilievi più grandi quindi rilievi più grandi come questa vado qui mi assicuro che, le terzi, che tutte le texture siano indipendenti fra loro, eh, quindi vado su ogni singola texture e se c'è un due vicino lo premo. In questo modo sono matematicamente sicuro che tutte le texture siano indipendenti fra loro. Torno ai rilievi più grandi e aumento la size. In questo modo, in questo modo eh, questi rilievi si sommano a questi. Tuttavia, vedo che si creano dei grandi artefatti. Per farlo, basta per, per, eh, risolvere. Basta che metto rilievi più grandi prima dei rilievi un pochino più piccoli. Uh, ok, è un buon risultato. E adesso applico il treno dei modificatori premendo CTRL A e CTRL A con il cursore su entrambi. In questo modo sono andato a creare questo semplice paesaggio. Proseguiamo. Allora, dato che è un paesaggio, rinomino questo oggetto Landscape. Creiamo un nuovissimo materiale che rinomini Landscape Material. Andiamo in modalità Rendered, sempre con il nostro motore di rendering Cycles, e introduciamo altri nodi. Intanto, il nodo Geometry è proprio il tipico nodo di input, perché è un nodo che ci permette di importare all'interno del nostro Node Editor delle informazioni sulla geometria dell'oggetto. Position, dati vettoriali per ogni punto della superficie dell'oggetto. Normal, le normali del mio oggetto. Tangent, le tangenti del mio uh, oggetto. Inoltre, true Normal sono le normali precise della nostra superficie. Le normali praticamente che avremmo se la superficie fosse in shade flat. In altre parole. Uh, in altre parole mutiamo momentaneamente questo nodo se io sto in shade flat normal e trio normal sono uguali quindi in shade flat l'opzione normal e l'opzione trio normal sono indistinte però se inserisco shade smooth tiene conto di questo cambiamento solo l'opzione normal quindi l'opzione normal Tiene conto di un eventuale shade smooth. L'opzione trio normal me lo mostra sempre in shade flat. In coming è un dato vettoriale che consiste nei vettori superficiali del mio oggetto che puntano verso il punto di vista. Cioè consideriamo il punto, non il punto dove si trova la camera, ma il punto da cui io sto guardando il mio oggetto. Il punto in cui vedete, io sto ruotando la vista. E ruotare la vista equivale a, a cambiare. Il punto da cui guardo il mio oggetto bene. Blender per ogni punto va a identificare un vettore che va a sintetizzare eh, che viene verso il mio punto di vista e me lo mostra adesso in modo visivo. Parametric, le coordinate parametriche per ogni singolo punto della mia mesh, quindi se position. Si riferisce alle coordinate eh, delle varie zone superficiali. Parametric sono proprio le coordinate precise al, al micrometro di ogni singolo vertice, quindi è qualcosa di leggermente diverso. Backfacing invece tiene conto delle normali. Eh, per capirlo meglio, magari spostiamo momentaneamente il mio, momentaneamente il mio piano, inserisco un cubo. Anche al cubo applico il landscape material per avere già tutte le opzioni belle e pronte e praticamente il backfacing è semplice. Dall'interno eh, dall della mia mesh vedo bianco, dall'esterno vedo nero. Quindi l'interno è bianco, l'esterno è nero. Per invertire vado in edit mode e inverto le normali. Come si fa? Shift N per ricalcolarle, Shift Ctrl N per invertirle. premendo Shift Ctrl N questo risultato viene invertito per l'oggetto selezionato proseguiamo uh, pointness è qualcosa di un pochino più complesso uh, pointness mi restituisce un valore che è bianco se un angolo è convesso nero se è concavo non si vede bene il uh, c'è poco contrasto quindi lo aumento con un bel color ramp Aumento la quantità di nero e bene, bene, bene. Adesso vedo molto chiaramente il mio risultato. Dove gli angoli sono convessi vedo bianco, dove sono concavi vedo nero. Dove sono convessi vedo bianco, dove sono concavi vedo nero. Anche in questo caso, se gli volto le normali, il risultato cambia. Cioè, si inverte. Vedo che le zone bianche sono un po'... Ehm, vedo che le zone bianche sono più grigie che bianche, quindi vado ad inserire un bel nodo Waste Saturation Value e aumento il valore. Metto per esempio 5, perché trascinando, perché trascinando così il valore non posso inserire più di 2, però se clicco e scrivo posso anche inserire che ne so 5 o 10. Infine, per capire il random per Island, dobbiamo richiamare il concetto di isole di Mesh. Torniamo momentaneamente in Solid Mode e andiamo ad inserire, che ne so, un bel array. Adesso inserisco un count leggermente più grande, per esempio 5, e adesso andiamo ad applicare l'array. Così facendo in Edit Mode io ho delle isole di mesh, cosa sono le isole di, eh, ho delle isole di vertici, cosa sono delle isole di vertici? Essenzialmente un'isola di, di vertici sarebbe solo e solamente un gruppo di vertici congiunti tra loro, ma, con, ma tra nessun altro vertice, sono praticamente quei gruppi che, con, che, se, che seleziono con L. Se, pre, se inserisco il cursore sopra un vertice e premo L, seleziono l'isola di cui fa parte. In altre parole, un'isola di vertici sarebbe un insieme di vertici completamente coll collegati direttamente o indirettamente fra di loro. Per esempio, questo vertice è collegato a questo vertice? Sì, magari non direttamente, però attraverso altri vertici fra loro c'è un collegamento e perciò fanno parte della stessa isola. Questo vertice. È collegato a questo vertice? No, neanche indirettamente, anche saltando da un vertice all'altro, non potrò mai passare da questo vertice fino a questo, e perciò fanno parte di isole diverse. In parole povere, in questo caso le isole sono questa, 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 questa. questa. Il random per island mi restituisce un valore casuale e variabile per ogni isola. Cioè per ogni isola mi dà un valore completamente casuale. E completamente casuale Per ogni isola me ne dà uno diverso. Adesso selezioniamo tutte queste isole e le cancelliamo con its vertices. Adesso abbiamo capito essenzialmente queste cose interessanti. Li colleghiamo all'output il principal BSDF e poniamoci la solita domanda esistenziale. Tutto questo a che serve? Beh io uso molto molto spesso l'opzione cioè, io uso abbastanza spesso l'opzione Pointness cerchiamo di capire il perché andiamo su Google Chrome andiamo a scaricare delle texture magari da ambientcg.com ed immaginiamo che io voglia che considerato questo paesaggio considerate queste collinette che io ho vedete che ho qui tante piccole collinette beh voglio che a valle ci sia sempre l'erba e in cima ci sia sempre della roccia come posso fare ad ottenere ciò? intanto procuriamo ciò che ci serve per creare roccia e eh, erba qui intanto cerco erba nei... qui non, eh, non mi sono uscite delle texture proviamo a utilizzare prima... Anzi, scusate, dato che questo è un sito inglese per avere un risultato lo dovete digitare in inglese, altrimenti non vi esce niente, ecco una cosa che a volte mi dimentico. Quindi digito rock e scegliamo la texture che preferiamo, per esempio questa, la scarico mentre lui completa il download, io cerco una texture per l'erba, erba in inglese si dice grass. Qua, va, ecco qua, anche questa va benissimo. E la scarico. Adesso vado sul mio desktop. Scusate se c'è un po' di disordine, però man mano che lavoro e registro le mie lezioni, man mano sul desktop accumulo dei file. Eh, quindi man mano che vado a lavorare su questo corso, più registro, più mi si accumulano dei file ogni volta che termino una lezione prendo tutti questi file e li archivio in una cartella e il mio desktop torna tutto pulito adesso ho talmente, file, ho talmente tanti file che mi sono accumulati che ho dovuto rimpicciolire le icone allora nel mio desktop apro una nuova cartella che per esempio rinomino texture che per esempio rinomino rock texture E la metto qua adesso. Apro, inserisco una nuova cartella che rinomino in grass texture. Mi scuso per gli utenti Mac che ovviamente eh, si troveranno in una situazione leggermente differente perché io sto lavorando con Windows 11. Nel caso, comunque. Quindi non stiamo facendo niente di molto avanzato dal punto di vista dei PC, stiamo solo andando sul nostro desktop e abbiamo aggiunto delle cartelle. Perché io cerco sempre di fare qualcosa che anche gli utenti Mac possano replicare. Tuttavia, andare sul desktop e creare una nuova cartella è qualcosa che penso che la maggior parte degli utenti da computer possano fare. Quindi, eh, sì. Adesso le ho scaricate, estraiamole. Poi, ovviamente, per l'estrazione potete usare l'app che volete. Poi uh, per estrarre le potete utilizzare qualunque app. In questo caso utilizzo questa qui. Voi potete scegliere quella che più preferite. Uh, e queste texture le scarico all'interno della cartella rock texture. Ok, adesso entriamo nella cartella rock texture e assicuriamoci di avere sì, qui tutte le texture che ci interessano. Queste tre non ci servono quindi quindi le vado a uh, cancellare e vado anche a svuotare il cestino in modo da cancellare definitivamente così mi restano solo queste texture qui che sono quelle che mi servono adesso passiamo alla, alle grass texture estraiamo anche queste nella cartella grass texture ok adesso sono state estratte però non mi serve tutto ciò, questi tre file non mi servono. Allora li vado ad eliminare e vado anche in questo caso a svuotare il mio cestino. Così adesso ho questa cartella Rock Texture e questa cartella Grass Texture, che sono tutto ciò che mi serve. Adesso vado nel mio desktop da qui e apro la cartella Rock Texture. Adesso io scollego il principle che per questo istante non mi serve e uh, metto anche da parte il Geometry e premo Shift, Ctrl-T per così, usando la donna Node Brayer, io posso andare a selezionare da qui direttamente le mie texture. Iniziamo dalle rock texture, e Blender me le va ad associare automaticamente. Per ora il displacement lo vado a scollegare. Seleziono tutti questi nodi e li sposto qua Adesso andiamo ad inserire. Un nuovo eh, Principal BSDF, premo di nuovo Shift-Ctrl-T e rimendolo la don Node Brayer. Adesso posso andare in Glass Texture, selezionare questi texture e premere il Principal texture setup. Anche in questo caso vado a scollegare il displacement e tutte queste texture le metto qui. Così io adesso cosa ho? Ho questa texture con la roccia e questa texture con l'erba. Entrambe le texture, magari per assicurarmi di avere le texture della stessa dimensione, cancello questi nodi di mapping e collego, cancello quei nodi di mapping, sposto questo nodo qui e collego questo nodo al mapping di quest'altra texture. Così facendo un nodo di mapping che mi regola tutto, sia questa texture che questa texture. Allora andiamo a regolare, appunto. Aumenti magari inseriamo qui, eh, magari adesso andiamo ad aumentare la scala, mettiamo una decina e copiamo sembra andare abbastanza bene. Magari ruotiamo un pochino la texture con un l'asse delle z. E se adesso avessi anche il bump sarebbe abbastanza credibile. però il bene, vediamo dopo come fare. Quindi ho questa texture. E quest'altra texture, ok, però non, io non voglio avere queste due texture separate. Cosa voglio io? Io voglio solamente che a uh, io voglio solamente che in cima alle montagne ci sia la roccia. A valle ci sia l'erba, e questo lo posso fare con il geometri. Intanto voglio mettere insieme due shader quindi vado ad aggiungere un mix shader. Vado a collegare questo e questo. E adesso lo vado a collegare al material output. Adesso però sono mizzati uniformemente. Comunque questo è interessante, ma sono mizzati uniformemente e adesso nel mix, vado a pre adesso per mizzarli utilizzo l'opzione pointness prima vado ad avere un'anteprima collegandola al material output e adesso per settarli in modo un pochino più. E adesso ricordiamoci che, come sarà il risultato? Io voglio collegare il Pointness al Factor. Però quando io avrò collegato il Pointness al Factor, dove il Pointness è nero, vedrò una di queste, una di queste due texture, che sono appunto la texture rocce e la texture erba, e invece dove il Pointness è bianco, io vedrò l'altra texture. Quindi quali sono le texture? Qui posso scegliere rocce ed erba. Tuttavia vediamo che è più o meno quasi tutto bianco, invece per fare questo lavoro mi servirebbe... Una quantità di nero simile alla quantità di bianco, perciò, come sappiamo, basta aggiungere un color ramp e aumentare la quantità di nero. Adesso inseriamo sì parecchio nero, e adesso, se vogliamo proprio finire in bellezza, andiamo ad aggiungere un bel way saturation value dove aumentiamo il valore. Proviamo ad inserire. 0 no, 10 ed ottengo questo bel risultato allora grazie a questo editing quindi questi li sposto e li unisco in un gruppo che li nomino geometri dove questa texture bianca dove questa texture è bianca io vedrò un, un vedrò dove questa immagine è bianca io vedrò una delle due texture principali quali sono le texture principali? La texture roccia e la texture erba. Dove è nera? Vedrò l'altra. Allora torniamo a collegare il Mix shader e collego lo weight saturation value all'opzione Factor. E adesso facciamo scendere un pochino il nero, ma non così tanto. E adesso vedo che effettivamente gran parte del lavoro è fatta. Cioè dove questa texture, cioè a valle, io vedo una texture, in cima ne vedo un'altra. Però quale vedo è sbagliata. Cioè io vedo in cima l'erba, in basso la montagna. Invece voglio il la roccia. Invece voglio il contrario. Avvale la roccia in cima la montagna. Per invertirle mi basta effettuare questa piccola operazione. E adesso ho ottenuto quello che volevo. In avvale la roccia in cima la montagna. Eh, magari andiamo ad... Uh, a spostare il color ramp, per esempio aumenta, per esempio adesso spostando in avanti il nero aumento la quantità di erba bene ho creato questo effetto che è abbastanza credibile poi adesso cosa mancano? i rilievi, io potrei aggiungere cioè mancano, manca il displacement, io potrei aggiungere come, displacement. perché già abbiamo il normal map tuttavia di solito è bene anche aggiungere Tuttavia, l'Energy ci a disposizione il Displacement e vedo che potrei aggiungere o il Displacement dell'Erba o il Displacement scusate, della Roccia o il Displacement dell'Erba. Dato che c'è già il Normal Map, non fa grande differenza perché i rilievi già ce li dà il Normal Map. Tuttavia, se vogliamo essere proprio precisi, 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 li possiamo andare a mizzare utilizzando il vector math abbiamo tante opzioni però vanno bene quelle di default e adesso io vado a collegare da una parte questi dati vettoriali e dall'altra questi dati vettoriali Ctrl Z e adesso collego il risultato all'opzione displacement. In questo modo adesso ho anche aggiunto, oltre alle normal map, anche il mix dei due dati vettoriali del displacement per ottenere proprio qualcosa di preciso. In questo modo possiamo modellare un paesaggio abbastanza semplicemente. Certo, Visto così, questo sistema di nodi sembra incredibilmente complesso. Ve lo lascio comunque a schermo per qualche istante per farvi capire meglio, ma in realtà crearlo è molto semplice, perché tutto questo sistema e tutto questo, sistem e tutto questo sistema sono stati creati automaticamente dal Node Wrangler. Poi l'unica modifica che abbiamo fatto è stato cancellare i nodi, il gruppo mapping di queste texture e collegare. In questo modo il nodo di mapping delle texture più in alto. In questo modo avevamo, abbiamo avuto un solo nodo di mapping che andasse a regolare entrambe le texture e ciò ci faceva comodo. Poi abbiamo iniziato due displacement e li abbiamo importati nel material output alla voce displacement e, pro, e poi per avere a valle l'air, a valle una texture e in cima un'altra abbiamo sfruttato L'opzione Pointness della geometria che abbiamo corretto con un color ramp e abbiamo aggiunto lo way saturation value e l'abbiamo inserita in un factor del mix shader. Se adesso vi sembra tutto un po' troppo caotico, selezioniamo tutto, premiamo H per contrarre i vari nodi, spostiamoli in modo da avere qualcosa di un pochino più sintetico, quindi GY per spostarli lungo l'asse delle Y. anche questo GY anche qua gy perché lo scegliere editor è una mente 2D e quindi è solo l'asse delle Y che è quello verticale e l'asse delle X che è quello orizzontale selezioniamo anche questo poi vedo che questo in realtà è un semplicissimo retro adesso prendo adesso Uh, sposto il normal map e il displacement per renderli magari vicini, in quanto sono comunque dati vettoriali. E adesso andiamo a uh, spostare lungo l'asse las delle x entrambi i principal, prendo gx e spostiamo sia questo che questo lungo l'asse delle y. Adesso questi tre nodi di selezione li sposto e gx, G, no gy, scusate, e gy, gx un pochino per questo, per allinearli, li sposto qui, e seleziono anche questi, anche questi li sposto lungo l'asse dell'y, con gy, e gy, gx per questi nodi qui, gy, GX. Vediamo che eh. adesso inseriamo GX anche qui e GY. E questo praticamente è il mix dei dati vettoriali. Invece, il mix dei dati superficiali, anche questo lo spostiamo lungo l'asse delle X e lungo l'asse delle Y. E così qua abbiamo i due nodi che vanno a mixare le due texture. Infine abbiamo questi nodi qui sopra che sono i nodi che abbiamo introdotto adesso, cioè che sono il sistema di nodi relativo a quello introdotto adesso e eh, lo lascio in questa posizione. Infine seleziono questo nodo GX e sì. GY e questo è il sistema di nodi finale. Ovviamente negli ultimi secondi abbiamo solo reso più piccoli tutti i nodi e li abbiamo spostati, eh, così non era proprio necessario, però l'abbiamo fatto per... Eh, per, per semplicità, e questo è un sistema di nodi, non dico organizzato al millimetro per avere la maggiore precisione possibile, ma comunque ben organizzato, ordinato. Si capiscono le varie fasi. Vi consiglio magari di studiarvelo un po', di provare a inserire altri nodi. E eh, ripeto infine che il pointness è è essenzialmente eh, ripeto infine che il pointness in realtà è l'opzione più utilizzata all'interno delle nell'ondo geometry e infatti ho voluto fare questa piccola esercitazione tuttavia le altre opzioni che ci sono eh, non sono usatissime anzi non sono proprio molto usate la più utilizzata in assoluto è la pointness ma ho voluto spiegare velocemente anche le altre ok vi lascio a scrivere per qualche istante il nostro risultato di questo bellissimo landscape. Magari io lo ripeto, studiatevi i nodi che inseriamo. Non è che noi creiamo un, esempio, un, nodo de, un, un albero di nodi come questo, voi dite ok, l'abbiamo creato e lo lasciate perdere. O meglio, se lo volete fare fatelo, ma io ve lo sconsiglio. È un pochino meglio andare a... per voi sarebbe un pochino meglio, poi fate come preferite andare a prendere i vari nodi e a studiarveli quindi io magari vi consiglio di andare a eh, giocare un po' appunto con questi nodi perché eh, vi può dare l'esperienza che purtroppo in un corso non è possibile trasmettere comunque questo è il nostro risultato a schermo di avere un albero di nodi un pochino più complesso ok e abbiamo finalmente capito poi da sperimentare sul geometry ci sarebbe veramente 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 tanto potremmo potremmo anche per farvi un esempio veloce andare in geometri e collegare in displays una di queste opzioni per esempio potremmo creare dei rilievi basati sulla posizione dei vertici o anche sulle loro normali le loro normali effettive. Adesso andiamo a scollegare momentaneamente il mix shader per vedere meglio. Eh, Iniziamo velocissimamente, poi li metto tutto a posto, un diffuse di colore bianco. Così tanto per avere un bianco generico. E noi possiamo importare qui i dati vettoriali che preferiamo. Per esempio con backphase, blender si eh, scusate, su, con Parametric Blender si basa, mi crea questo effetto di rilievi sopra la mia mesh che può essere molto utile. In coming si basa su dei vittori che vengono dal mio punto di vista. Prima di inserire, per esempio, trio normal, ci siano dei rilievi. Basa e blender mi andrà a risettare le normali per crearmi dei rilievi che coincidono con le normali. Quindi è già qualcosa sempre di interessante. Comunque provate a sperimentare, eh, ok, tuttavia, questo è solo per farvi qualche esempio, vado a ricollegare il mix shader e vado a cancellare il diffuse. Così torno ad avere il mio bellissimo questo bellissimo piano che magari mh, ha un'erba che è creata con i materiali, non è un'erba creata proprio con un sistema particellare. Quindi magari, eh, se zoomo tanto tanto tanto, si vede che una è una ribalcata con una texture. Tuttavia, magari, se non è proprio qualcosa in primissimo piano, può essere comunque abbastanza credibile. Eh, può essere sì, comunque abbastanza credibile. E questo è il nodo della geometria. Adesso rendo invisibile il landscape, aggiungo un nuovo piano un nuovo materiale da zero e andiamo a vedere delle le altre opzioni ecco l'opzione hair info l'opzione hair info ci serve se vogliamo andare il nodo hair info ci serve quando parliamo dei sistemi particellari potrei anche fare un esempio con un prato però magari cancello in realtà un momento questo piano Inserisco una sfera UV e potrei, per esempio, andare a modellare una, la forma di base di un viso e poi aggiungere dei capelli e usare quelli come esempio. Ma in realtà non è, non è necessario, perché ora che ci penso potremmo utilizzare... Perché la eh, filinfo si usa quando abbiamo un sistema particellare di tipo hair e noi già ce l'abbiamo in questo file blender. E si trova appunto nella scena scader che andiamo quindi a riprendere e andiamo a, a vedere qualche altra opzione. Quindi selezioniamo questo viso Shift D per duplicarlo, G, Y-3 meno metri, e invece, era più 3 metri. Vado a correggere numericamente. Ora il materiale skin non mi interessa, però mi interessa molto il materiale hair che in questo caso abbiamo creato con il semplicissimo hair BSDF. Se non ve lo ricordate andate a rivedere la lezione precedente. Adesso creo un nuovo materiale che magari rinomino, cioè rendo indipendente questo materiale e la copia, la rinomino hair info. Adesso andiamo ad aggiungere l'input hair info e andiamo a vedere che questo eh, nodo semplicemente va a pescare è esattamente questo quello che fa. Va a ripescare le informazioni sul sistema particellare. Andiamo a vedere a proposito, quali sono queste informazioni. Quindi, cosa fa il nodo hair info? Mi va a ripescare le informazioni sul mio eh, sistema particellare. Cosa fa il nodo Geometry? Mi va a ripescare le informazioni sulla geometria del mio oggetto. Vi faccio comunque notare che questi nodi non sono raggruppati per categoria, non sono raggruppati per importanza, sono raggruppati in uh, ordine alfabetico, il che ovviamente uh, vuol dire che potremmo incontrare un nodo molto importante alla fine, come lo potremmo incontrare all'inizio. Andiamo a vedere adesso il nodo Heading Allora, l'uscita Extend è molto molto semplice. In parole povere, restituisce un output di 1, cioè bianco, quando agisce su un particella di un sistema particellare hair. Invece da un output pari a 0, quindi nero quando agisce su un sistema particellare di tipo quando agisce scusate su un qualsiasi altro tipo di oggetto. Per esempio, vado al materiale skin. E qui vado a selezionare anche qui il materiale hair info. Quindi questo materiale sì, questo, eh, questo nodo va a definire sia eh, la pelle di questa faccia stilizzata che i capelli. Vediamo che dove c'è un sistema particellare di tipo hair, l'uscita stand mi dà il bianco, in tutti gli altri luoghi mi dà il nero. Adesso, questo particle info lo faccio tornare ad essere uno skin torniamo nel materiale successivo e andiamo a vedere la semplice opzione intercept. Ora, l'opzione intercept è anch'essa molto interessante. Semplicemente restituisce 0 restituisce quindi nero alla radice del capello. 1 e quindi bianco nella punta, in altre parole crea questa particolare sfumatura. Thickness, un valore sempre più alto più è spesso il capello, quindi si basa sullo spessore del sistema particellare, che in questo caso è poco spesso. Infine, con random, Blender vado ad applicare ad ogni singolo filo un valore randomico, quindi ripeto l'opzione random applica a ogni singola particella del capello un valore randomico sembra una stupidaggine ma forse questa è l'opzione più utile mi spiego uh, andiamo a prendere andiamo a inserire un altro tipo di input l'input rgb che lo conosciamo già è semplicemente un input che mi permette di scegliere un colore qualsiasi scegliamo Adesso copiamo questo colore premendo ctrl C. Adesso metto il cursore qui e premo il, qui. Scusate, col cursore qui, premo CTRL C, poi vado qui e premo ctrl V. E in questo modo copio questo colore e lo incollo qui. Così facendo, torno a ricollegare all'output l'RBSDF e vado a collegare all'opzione color. L'RGB ovviamente non cambia nulla perché il nodo RGB logicamente uh, contiene lo stesso colore. Adesso però io vado ad inserire per esempio un bel, uh, per esempio, io voglio che uh, questo colore non sia perfettamente uguale per ogni particella del capello perché è abbastanza logico che uh, nella realtà... Non è che ogni particella del capello è esattamente lo stesso colore, è un pochino irrealistico. Allora, per rimediare vado a inserire l'opzione Matt, in questo modo, e però vedo che il risultato non è proprio perfetto. Perché, uh, perché adesso questo valore mi va ad influenzare completamente. Tutti i dati relativi ai capelli, cioè mi va a influenzare tutti i dati RGB, sia la percentuale di rosso che di giallo che di blu, mentre io in realtà classicamente vorrei che ci sia una piccola differenza tra ogni singola particella, quindi il massimo sarebbe se le particelle fossero tutte dello stesso colore ma con luminosità diverse. Allora sarebbe interessante inserire un Separate HSV. E combinarlo con un Combine HSV. Adesso vado a collegare la tonalità già collegata, la saturazione e il valore. Così facendo, signore e signori, io ho questo collegamento che va a contenere i dati relativi al, uh, alla luminosità dei miei capelli e qui entra in gioco nuovamente il nodo math in questo modo e qui vado a scegliere semplicemente l'opzione multiply in questo modo la luminosità dei miei capelli viene moltiplicata per il valore che ho qui quale deve essere il valore? Io voglio che sia un valore randomico per ogni particella e questo valore già ce l'ho. Sarebbe essenzialmente l'opzione random del, dell'area er info. Nel complesso la luminosità è ancora un po' bassa. Così adesso io duplico il nodo multiply con shift D, la copio e la posiziono qui e invalio insieme. 2, forse ancora poco 3 4 proviamo con 4. E adesso vediamo che così facendo, la tonalità dei miei capelli resta sempre uguale il che è giusto perché è così che deve essere. Tuttavia, la, la luminosità del singolo capello come notiamo già molto chiaramente all'interno del preview. Se volete vedere chiaramente il materiale, magari nella viewport non scoggete i singoli dettagli. Eh, anche perché qui in Path Tracing Simple vediamo che Blender nella creazione dell'immagine eh, dell della viewport per ora ha fatto solo 16 calcoli su 32 quindi dovremmo aspettare ancora qualche istante per vedere l'immagine perfetta nella viewport quando questo valore 20 raggiunge 32 l'immagine della viewport sarà perfetta o, meglio, avrà completato tutti i 32 calcoli che sono necessari. Tuttavia, qui nel preview trovate già il risultato bello e buono. Dove vedete che la luminosità del capello è stata prima aumentata, aumentata per 4 perché erano quasi completamente neri, e poi il risultato è stato moltiplicato per un valore randomico per ogni particella. Questo in particolare è il risultato applicato alle mie particelle e questo quindi è un bellissimo materiale che mi permette di creare, senza utilizzare nodi troppo complessi un, uh, un materiale per i capelli dove la luminosità è diversa per ogni singolo capello vi consiglio di giocare con i singoli valori magari provate a utilizzare non l'air principled ma non l'air ma per esempio l'air Principal. comunque giocate un po con i valori io ho eh, fatto solo qualche esempio chiaramente no ma spero che lo trovate chiaro ovviamente anche le altre opzioni del, eh, di questo nodo sono interessanti per esempio L'opzione Extend mi, rende, mi colora tutti i capelli di bianco e tutti i non capelli di nero, però se inserisco, per esempio, Intercept, vedo una differenza cromatica tra la base dei capelli e la punta, e anche questo può essere molto utile. Proviamo a applicarlo a questo materiale. Prendiamo un nodo Multiply, lo duplichiamo, lo posizioniamo dove vogliamo lungo questo collegamento per fare in modo, fare in modo che influenzi anch'esso la eh, luminosità e inserisco Intercept in questo modo alla base dei capelli verrà inserito un colore magari un pochino più eh, in questo modo alla base dei capelli verrà inserito un colore più eh, più un colore con una luminosità diversa rispetto all'altra parte del capello magari però la differenza non è molto ben visibile magari posso inserire la copia del multiply prima vedendo che mi moltiplica tutto per 4 così facendo la varianza provocata dall'intercept passerà poi anche in questo modo la varianza provocata dall'intercept che è questa passerà poi anche per la moltiplicazione per 4 che la renderà un pochino più forte Vedo che alla fine però questo in totale ha abbassato la luminosità del mio capello. Quindi invece di 4 provo per esempio ad inserire 8. E eh, sono un pochino più luminosi. E ci rendiamo conto anche dal preview che adesso ho un colore diverso alla base rispetto alla punta. Grazie all'intercept. In altre parole... Eh, in altre parole... Qui... Entra il colore finale del mio capello. Questo è il colore di base che viene separato nelle opzioni di tonalità, saturazione e luminosità. Allora, tonalità e saturazione non ci interessano, e infatti le abbiamo lasciate invariate. Invece, la luminosità l'abbiamo prima moltiplicata per l'opzione intercept cioè per un valore che è minimo alla, punta, minimo alla radice del capello e massimo alla punta. Perché cos'è Intercept? È un valore minimo alla base del capello e massimo alla punta. Questa caratteristica particolare fa in modo che inserendo un Multiply, dove come seconda opzione abbiamo l'Intercept, rendiamo i capelli più luminosi alla punta rispetto alla base. Poi abbiamo visto che la luminosità complessiva era bassa e abbiamo aggiungi, aggiunto un multiplo che moltiplicasse la luminosità dei capelli per 8. e Infine abbiamo moltiplicato il risultato per un valore randomico diverso per ogni particella, in modo da rendere ogni singola particella del capello leggermente diversa. Senza contare infine, sì, eh, inoltre siamo stati anche attenti all'ordine di questi nodi, per esempio abbiamo visto che la varianza provocata dall'intercept è molto bassa, e quindi l'abbiamo inserito prima del multiply per 8, in modo che anche queste varianze fossero moltiplicate per 8. E questo quindi è un semplicissimo, ma molto avanzato, semplicissimo è un semplice materiale, adesso è addirittura semplicissimo, è un bel esagerato, però questo è un semplice materiale, se posso così lungo dilungarsi delle X con GX, questo è un semplice materiale che uh, mi permette di creare dei capelli diversi alla radice rispetto alla punta, relativamente luminosi, ma aventi applicati a sé un valore randomico. E sicuramente è un bel risultato, ok? Bene, spero che l'abbiate trovato interessante. E questo possiamo considerarlo semplicemente il nodo uh, R info. Adesso risaltiamo di nuovo nella scena input, dove logicamente non c'è niente. Uh, inseriamo una bella sfera. Triplichiamo il numero di segmenti e anche il numero di anelli bene, niente male adesso aggiungiamo un nuovo materiale che nomino LW che sta per Layer Weight che è il tipo di nodo che studiamo adesso magari rendiamolo una specie di pallina di colore rosso come questa andiamo a vedere il nodo Layer Weight Ora, cosa fa il nodo layer weight? Ora eh, andiamo a vedere se, come può funzionare questo, questo nodo. Poco fa, eh, proprio pochi minuti fa, abbiamo visto il mitico nodo Fresnel, che semplicemente ci dà a disposizione un valore di indice di rifrazione che se modificato gli può modificare questo particolare risultato che mi viene fornito. E andandolo a modificare, io posso creare il micro effetto di indice di rifrazione. Come si fa? Quali erano i passaggi. C'erano pochi, pochi passaggi. 1. Inserisco un mix shader, 2 inserisco come altro shader, un diffuse di colore perfettamente bianco. 3, inserisco un nodo fresnel. Di tipo uh, sì, un classico nodo Fresnel e lo collego al Factor uh, 4. aprivo uh, Aprivo Google cam e cercavo IoR di il materiale che mi interessava. In questo caso del, uh, della plastica. Allora. Uh, adesso navigavo un po' su internet alla ricerca di ciò che mi serve e trovo che il materiale della plastica è di circa 1.46 eh, cioè il materiale cioè, scusate l'ioere della plastica è di 1.46 in generale allora adesso inserisco qui l'IOE che mi interessa 1.46 e ho aggiunto e ci rendiamo subito conto che questo è il nodo se questo è il materiale senza fresnel, questo è il materiale col fresnel. Come vediamo, si è aggiunto un uh, sono aggiunti dei riflessi in più che sono molto realistici perché sono esattamente quelli che avrei nella realtà. Perciò aggiungere questi nodi in più magari non è proprio obbligatorio perché anche se non li aggiungete di solito il materiale è comunque sufficientemente realistico. Però se proprio state cercando il fotorealismo, magari aggiungerli potrebbe essere una cosa buona da, da fare. Adesso li seleziono e per non riuscire a i collegamenti tra gli altri nodi, li cancella premendo CTRL-X. Esiste un'alternativa al nodo Fresnel che magari si basa su principi diversi? Sì, è il nodo Layer Weight. Colleghiamolo, vediamo che l'uscita del Layer Weight si chiama solo Fresnel, la differenza è che in questo caso che, anche, che in questo caso non ho un valore io ma è un pochino più comodo ha un valore band e posso andare a modificare questo valore band quindi eh, è solamente un valore band che a occhio non modifico finché non ottengo ciò che mi serve però per il resto di solito funziona più o meno nello stesso modo eh, aggiungiamo come sempre un eh, aggiungiamo come sempre un mid shader Aggiungiamo un diffuse bello bianco, eh, come questo. Eh, prendiamo questo nodo e collego e come primo shader il principled, come secondo shader il diffuse e come factor il, uh, il fresnel. E in più ho sempre l'opzione Blend con cui, eh, che sarebbe il corrispondente dell'opzione IOR con cui posso andare a modificare eh, questo effetto. In particolare, il Blend è direttamente proporzionale alla quantità di questo effetto in più che vado ad aggiungere. Ma, magari buttate sempre un occhio nel preview per capire bene qual è il risultato che Blender vi dà. E questo è molto molto semplice. L'uscita Fresnel, Fresnel è rigorosamente costretta in questo modo: non si può mai creare un, uh, un effetto più grande rispetto a rendere la mesh completamente bianca e non si può mai, portare, e non si può mai arrivare a un effetto più piccolo rispetto ad avere una mesh. Uh, cioè, scusate. Stavo dicendo, se io collego direttamente il layer weight al surface, l'effetto minimo è il nero, l'effetto massimo è il bianco. Quindi non ci sono vie di mezzo. Dato che a livello pratico il nero equivale a uno shader, il bianco a un altro, io cambiando il valore blend o ho tutto principled o ho tutto diffuse, non, Questo non può cambiare. Con punto .5 li ho ammizzati più o meno a metà. E questa è l'output Fresnel. Invece un output uh, phasing fa più o meno la stessa cosa ma non viene aggiunto quell'algoritmo di limitazione. In altre parole, se collegate l'algoritmo Fresnel, Blender vi fa i calcoli, però fa in modo che i valori non eccedano mai. Invece con phasing calcola tutto senza timore e a volte si chiama ne un pochino più hard, però uh, in generale... Fresnel è un effetto che, a parità di blend, è un pochino più leggero. Facing è un po' più pesantuccio. Tuttavia, questo effetto io non lo uso eh, di solito solo per la questione della, dell della rifrazione. Questo perché, come possiamo ben vedere, l'effetto che mi può dare è molto, molto interessante. E Andiamo a vedere, per esempio, che eh, mi può dare un effetto sicuramente molto molto interessante e andiamo a fare per esempio eh, andiamo a fare un bel esempio per capire meglio sconnettiamo questo materiale creiamolo nuovo e lo chiamiamo earth e adesso andiamo a, adesso andiamo a vedere un, un altro modo interessante di andare a utilizzare questo nodo riapro google chrome eh, adesso eh, riapro google chrome e vado a ricercare eh, Terra, planisfero. Ok, terra, planisfero. Magari andiamo nelle immagini di Google Chrome e cerchiamo un planisfero molto realistico. Per esempio, questo planisfero dovrebbe andare più che bene, no? Eh, magari un'immagine con una risoluzione un pochino più alta sarebbe eh, meglio. Decisamente meglio, quindi ricerchiamo comunque facciamo delle ricerche, deve essere qualcosa di, di realistico. Non un'immagine stilizzata, ma qualcosa di più realistico possibile. Quindi, magari facciamo qualche ricerca finché non troviamo magari un'immagine che ci piace, per esempio, questa qui che avevamo trovato prima. Eh, questa va abbastanza bene è un po' a bassa risoluzione, però ci accontentiamo adesso salvo la mia immagine con nome la salvo dove preferisco magari la chiamo uh, non so Et texture quindi earth texture la salvo e se adesso vado sul mio desktop la trovo la mia immagine Adesso questa mi serve all'interno di Blender, quindi qui vado a selezionare il mio desktop e vado ad importare la Earth Texture. Adesso la vado a collegare a base color e posso creare questo semplice effetto della terra. Adesso cerchiamo di lavorare magari un po' con la rugosità. Non abbiamo una texture specifica della rugosità, ma non è un problema perché tanto la terra a grandi scale non ha grandi differenze di rugosità potremmo provare a variare solo leggermente l'arguestà stessa, la terra non ha sicuramente un'altra specularità, ma se vogliamo proprio essere precisi e creare piccoli, eh, delle piccole differenze a livello speculare, posso duplicare questa texture, ma in realtà posso anche inserire un semplice retroot e eh, adesso collegare questa opzione... All'output e cercare di editarla un po' per vedere cosa c'è fuori, per esempio, se vado ad inserire un separate RGB ho già un'immagine che batte un'unità di scale totalmente diverse, soprattutto tra le terre emerse e oceano, e perciò è quello che voglio. Allora ricollego all'output il principal sdf e alla Ragnes non è stato collegare l'opzione R. Tuttavia, mi accolgo subito che il risultato non va. Perché così la rugosità è davvero troppo bassa cioè ok va, mi vanno bene le differenze di rugosità ma così è troppo ma così c'è cioè, proprio una rugosità generale troppo bassa allora iniziamo un bel math inseriamo un multiply e ci dà per esempio una rugosità un pochino più inseriamo un valore di moltiplicazione per esempio una rugosità 100 volte più alta già mi potrebbe dare un risultato leggermente migliore ecco. adesso vado a selezionare la mia luce a cui poco fa avevamo aumentato il raggio per fare degli esperimenti diminuiamo il raggio luminoso e portiamo la luce verso il basso sicuramente un'illuminazione consona la situazione migliorerà il risultato e la potenza della luce la faccio scendere di 500 Watt. Adesso, che seleziono la Terra, di riflessi speculari ne servono un po' pochini, perché comunque è un pianeta non è che abbia tanti riflessi speculari, e già abbiamo questo primo modello 3D del, del nostro pianeta. Adesso andiamo a inserire un nuovo retro. Andiamo a ricollegarlo all'output per vedere se possiamo con Shift Ctrl per vedere in che altro modo possiamo andare ad editare questo lavoro. In primo luogo eh, dobbiamo. cioè in che altro modo possiamo andare ad editare questo, questo risultato. Direi che ci potrebbe sembrare interessante inserire dei rilievi, ma tanto a livello terrestre i rilievi sono piccoli e quindi non. Eh, non ci interessa molto creare dei piccoli rilievi visivi perché in realtà dallo spazio questo tipo di rilievi non si vedono perché la terra è troppo grande. Ecco. Poi vedo che magari l'immagine è un po' luminosa, magari questo è perché la luce è ancora molto forte, la faccio scendere, mettiamo anche solo 100W e resettiamo fino al valore di default anche l'opzione Radius. Adesso abbassiamo ulteriormente i riflessi speculari, non dico a 0, ma 0.1 è già tantino. Quindi inseriamo .05 o 0.02. In questo modo abbiamo un leggerissimo riflesso speculare, il che è abbastanza realistico. In più abbiamo una leggera differenza di rugosità, grazie a queste opzioni, tra, il, uh, tra le taglie emerse e i mari. Perciò come risultato va abbastanza bene, possiamo anche andare a cancellare il retrout, ci possiamo far bastare ciò. Ok, uh, per essere qualcosa di creato così in fretta e in furia, andrebbe anche bene, magari, sarebbe giusto inserire anche delle nuvole. Per farlo andiamo a creare una texture relativa, uh, inseriamo una noise texture che andremo ad utilizzare. Uh, intanto creo le opzioni di mappatura relative per la, uh, per la lavorazione delle te della texture, perché ci sarà da editare un po'. Shift Ctrl Clic per collegarla all'output e andiamo per esempio a prepararci a lavorare un poco. In primo luogo andiamo a inserire un Color Ramp e andiamo ad aumentare molto l'opzione del nero. Adesso mettiamo al massimo il Detail e magari andiamo ad aumentare la scala lungo l'asse delle Z. A questo potrebbe essere abbastanza credibile adesso però abbiamo un piccolo problema io voglio che l'immagine delle nuvole sia trasparente cioè in questo modo io ho creato queste nuvole bianche e dove non ci sono nuvole l'immagine è nera ma io voglio che dove non ci sono le nuvole l'immagine sia trasparente allora vado all per farlo vado all'opzione del nero e inserisco l'alfa 0 in questo modo ho ottenuto questo risultato Ricollego al Material Output il Principled E in tutta questa storia ci ho guadagnato questa semplicissima texture Adesso andiamo ad inserire Adesso io voglio andare a mizzare questa texture con la texture superficiale Per farlo che posso andare ad inserire un color RGB Andare a mettere insieme questa tessura con la terzura superficiale e con la terzura delle nuvole. Le vado ad inserire, tuttavia, se voglio avere un risultato preciso, mi devo ricordare che eh, qui devo inserire add, cioè non mi deve mizzare proprio le due terzi, ma me le deve più che altro aggiungere, in più la seconda me la deve aggiungere col massimo, con, me la deve aggiungere totalmente quindi col massimo della forza. Adesso che vediamo la seconda terzilla sopra la prima, magari possiamo andare a modificare un po' di opzioni. Per esempio, proviamo ad eh, modificare la distorsione, per esempio, una distorsione leggera di punto 1 o anche punto 2, potrebbe rendere leggermente più credibile il risultato, magari sul, lungo l'asse della z invece di 1.9 proviamo ad inserire. No, 1.4 è troppo poco 1.7 o forse proviamo ad aumentare invece di diminuire, ma non troppo, no, 1.8 non è male. Questo è già un modo interessante per usare UNA texture, non 100 terzi di diverse scaricate, una sola texture, per andare a creare una terra. Che sembra un risultato, che è un risultato, diciamolo, non molto avanzato, un po' semplice, però comunque sia è abbastanza interessante. Cioè, è un risultato che comunque sia ha la sua logica e tra poco magari adesso proviamo ad aumentare un pochino il detail proviamo a inserire 32 ecco possiamo andarlo ad aumentare 64 ma cambia poco a questo punto comunque sì abbiamo fatto delle piccole modifiche adesso aumentiamo la scala direttamente da qui mettiamo per esempio 6 per modificare la scala in totale 10 no, 10 è troppo oppure invece di oppure se vediamo che ci no, 10 è proprio troppo inseriamo 5 ma modifichiamo la posizione di questo eh, punto, ma modifichiamo la posizione del cursore nero nel color modifichiamo la posizione del cursore nero nel color ramp per andare a deditare la texture ok, ho ottenuto questo primo risultato che comunque sia, non dico che è proprio super realistico, ma non è male Magari adesso vado ad... Eh, sì, ma non è male Magari adesso vado di nuovo su Google Chrome E inserisco luci notturne della Terra Lo cerco direttamente qua Ah no, 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 la ricerca è andata Scusate, ma non ho una grande connessione internet. Luci notturne della Terra. Proviamo di fare la ricerca. Della superficie della Terra. Cioè, della Terra. No, non è ancora delle lampadine. Invece, io vorrei proprio eh, il planisfero notturno del pianeta Terra ah. ecco già si inizia ad avere quello che vorrei eccola qua questa è l'immagine che mi serviva ma se che è risoluzione bassa eh, cerchiamo ecco per esempio questa è già una risoluzione leggermente più alta può già andare un pochino meglio ecco D'accordo, ci accontentiamo. Ehm, purtroppo non è sempre facile avere delle buone texture. Di solito bisogna affidarsi alle proprie capacità di editarle. Ok, dai! Andiamo a scegliere questa texture che va abbastanza bene e la salviamo come eh, Night Lights. Adesso, se vado nel mio desktop e lo aggiorno, qui trovo le luci notturne del pianeta Terra. Adesso questo è una texture molto importante, ricarico la, questa rappresentazione all'interno del mio file browser quindi la aggiorno e importo questa texture. Adesso la collego all'output con Shift Ctrl e che vado a fare? Intanto, voglio che si vedano solo le luci, non si distinguono i singoli continenti, ma è abbastanza semplice riuscirci, basta inserire un color ramp e basta e il risultato è, è ottenuto. Pensiamo per esempio punto 025 e può già andare abbastanza bene. Tuttavia vedo che anche il colore delle luci è stato alterato, quindi magari adesso inserisco un uh, Separate HSV e un, uh, che so, un Combine HSV e faccio in modo che tonalità e saturazione delle luci restino costanti e che il Color Ramp vada ad influenzare solo l'opzione Value, quindi la luminosità. Shift-Ctrl-Click per ricollegare. niente, il colore delle luci è ancora alterato poi seleziono il cursore bianco nel color ramp e lo faccio oscillare verso magari un colore un pochino più giallo ok, può già andare un pochino meglio adesso ricollego all'output il principal bsdf in questo modo ho preso questa texture, la texture che abbiamo scaricato da internet lo sono andato a modificare in modo da non far distinguere i continenti e ho utilizzato il risultato come eh, luminosità di una nuova texture che però ereditava la tonalità e saturazione da quella precedente. Questa nuova texture per noi è molto importante perché la vado collegare al parametro di emissione. Quindi color, emissione. E se adesso ruoto il pianeta Terra, qui cosa trovo? Tada. Le luci emesse dalla Terra. Magari l'aumento un pochino le mission strength per vederle un pochino più chiaramente non così tanto aumentata si distinguono anche nel giorno anche al giorno 4 per esempio e è già un risultato un pochino migliore quindi questo è il nodo finora quindi, questo è un albero di nodi di un materiale della Terra basato solamente su quello che conoscevamo finora. Praticamente tutta sta storia è solo per ottenere questo magico shader che contiene tutti i dati della Terra. Tuttavia, a questo pianeta Terra manca una cosa: manca l'atmosfera. Abbiamo le nuvole, non lo nego, però non abbiamo creato l'atmosfera. E qui finalmente possiamo parlare dell'Higher Weight. Cerchiamo di capire come. Inseriamo in primis un bel uh, mix shader proprio in questa posizione. Adesso andiamo ad adesso andiamo a creare quell'effetto fresnel anche alla nostra terra. Quindi andiamo ad inserire anche qui il mix shader. No, il mix shader, quello che ho inserito. Scusate, il diffuse BSDF e lo collego qui. Adesso le terze vengono mischiate. Ma io non voglio che vengano mischiati così. Io voglio andare ad aggiungere il bel bel layer weight. Adesso collego l'opzione Fresnel al mid shader. Right, adesso andiamo a modificare il blend. Prima di invertire gli shader, no, no, no. È così che devono stare gli shader. Infatti vediamo nel preview che è stato creato questo nuovo riflesso sulla Terra. Anche se adesso faccio in modo che la parte laterale del pianeta, la parte all'orizzonte del pianeta sia quella che vedo, eh, se faccio in modo che la parte all'orizzonte all del pianeta sia quella illuminata, mi accorgo che c'è questo riflesso in più. Questo è senza, questo è senza Fresnel, questo è col Fresnel. C'è una grande differenza. Magari se vogliamo proprio essere precisissimi. Qua nel diffuse vado anche a scegliere un colore azzurro che è indovinato un po' proprio il colore dell'atmosfera terrestre. Le aumento anche un pochino di più il mio uh, layer weight, in questo modo sono anche andato ad inserire questa carissima atmosfera. In particolare, questo tipo di illuminazione non è proprio il massimo in questo caso, però logicamente, finora abbiamo visto solo le luci point. E abbiamo già introdotto il fatto che abbiamo un'opzione di strength e un raggio del, dell'emissione luminosa e in questo modo possiamo creare questo semplicissimo pianeta terra molto molto basilare non chissà quanto avanzato magari anche perché aveva questo texture diciamo un po' di scarsa qualità magari se avessimo voluto essere precisi ci sarebbe fatto comodo una texture anche per le nuvole quindi andare su google e cercare una texture pensata proprio, proprio la texture delle nuvole della terra Così lavorando solo per una texture per le luci d'emissione, una texture della superficie, senza texture per la ragness, creandocile un pochino da noi, senza texture per le nuvole, magari questo era il massimo che potevamo fare. Comunque è un risultato abbastanza buono. Poi se volete andare a editare un paio di valori, potete sempre andare qui nel Base Color e inserire anche qui qualche bel nodo color. Per esempio voglio andare a far scendere di qualche punto la saturazione, non troppo perché altrimenti diventa irrealistico, però una saturazione leggermente variata, forse invece proviamo anche a farla No, alzare sembra troppo falsificato, sembra cinematografico. Invece una saturazione leggermente più bassa, non molto, proviamo con il punto 75. Ecco, già è un pochino più realistica, aumentiamo la luminosità con value e possiamo andare quindi a editare il nostro lavoro come più preferiamo. Adesso facciamo aumentare magari un pochino la saturazione del colore del diffuse in modo da rendere più marcato il colore dell'atmosfera e addirittura andiamo weight e lo andiamo a editare con un color ramp così proprio possiamo Regolare proprio tutto, 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 tutto. Dove aumentiamo un pochino la quantità di bianco, portando in avanti questa opzione. In questo modo aumentiamo magari leggermente la quantità di bianco. Eh, perché praticamente aumentiamo così la quantità di atmosfera. Ricollego il mix shader e collego questa opzione, il color ramp, al factor. Magari così è eccessivo, molto eccessivo. ma ah, comunque sia ecco un bell'utilizzo utilizzo del, uh, del layer weight in altre parole utilizzando il mitico nodo layer weight io cosa posso andare a fare posso andare a creare questo effetto attorno al mio posso andare a creare questo questo effetto questo con il Fresnel quello un po più marcato con il facing attorno alla mia immagine cioè, eh, scusate, scusate, sopra il mio materiale se poi lo vado ad editare con un color ramp, questo mi permette di creare una, un anello attorno alla mia mesh che è un po' un'atmosfera no? Posso andare, un po qua, un, uh, posso andare a creare un po' questi anelli sopra la mia mesh che se sovrapposti correttamente editati, mi possono anche dare un risultato simile quasi a un effetto atmosfera poi questo è un materiale molto basilare cioè molto basilare è un materiale dove abbiamo cioè, è un materiale creato velocemente per una lezione soprattutto basilare perché abbiamo utilizzato texture di scarsa qualità prese direttamente da internet ehm, e abbiamo preso texture eh, sì, e ne abbiamo usate poche magari una texture per la carta non una texture per le normali non è che avrebbe dato fastidio comunque anche in questo caso vi mostro eh, a schermo il risultato del nostro materiale quindi andiamo a ricapitolare come abbiamo fatto Uh, da una parte abbiamo il principal shader che abbiamo mixato con il diffuse utilizzando come effetto il layer weight quindi la solita cosa è la stessa identica cosa che facevamo per aggiungere l'effetto fresnel solo che invece del nodo fresnel utilizziamo il nodo layer weight che per questi casi è un pochino più indicato e che poi siamo andati a editare un pochino, un filino per avere il risultato che volevamo con il color ramp e questo ci ha permesso di fare che cosa? di aggiungere l'effetto atmosfera all'effetto del pianeta Terra, ma come abbiamo ottenuto l'effetto del pianeta Terra? Abbiamo utilizzato la texture creata appositamente per questo e poi siamo andati a collegarla al base color, semplicemente. Poi abbiamo ottenuto una texture per la Ragnar, andando a separare le percentuali RGB Abbiamo preso la percentuale aerea, cioè una versione eh, in bianco e nero della terza, dove erano particolarmente scuri le parti degli oceani, dove appunto di percentuale rossa non ce n'è. Così facendo, abbiamo ottenuto una terza che era diversa per le terre emerse. Eh, perché se prendiamo una foto della Terra dove ci sono le terre emerse, avevamo una percentuale di rosso molto più alta rispetto agli oceani. Quindi, prendendo la percentuale rossa, abbiamo ottenuto un'immagine che eh, aveva una immagine su una scala di grigi diversa negli oceani rispetto alle terre emerse ed abbiamo sfruttato questa immagine l'abbiamo collegata alla rugosità per avere solo questo piccolo dettaglio di una rugosità diversa tra gli oceani e il eh, tra gli oceani e le terre emerse. Tuttavia, la rugosità di un pianeta è comunque molto bassa perché è un pianeta perciò siamo andati ad aggiungere un multiply cioè eh, un nodo di tipo math che ha moltiplicato la largosità per ben 100 volte per renderla un pochino più marcata. Poi sono andato a prendere una semplicissima Noise Texture leggermente scalata, in particolare lungo la SZ di 1.8 volte, in modo uh, da creare una texture scalata così. Era già simile a un effetto a una nuvola, però ho aumentato la quantità di nero trascinando questo cursore in avanti lungo il color Ramp. In più, questo. Cursore inizialmente era perfettamente nero, invece per fare in modo che le zone nere fossero trasparenti ho dovuto azzerare il canale dell'opacità, quindi il canale alfa. L'ho sommato al valore della superficie utilizzando il nodo Add. Da una parte la texture delle nuvole e dall'altra parte la superficie, che sono andato a mescolare con fattore di 1 per aggiungere completamente queste nuvole. Infine ho settato la saturazione inserendo la saturazione 0.75, cioè una saturazione leggermente più bassa, quindi 0.75, la preoccupazione di 0.75, che viene ad essere fatto meno cinematografico, e in value ho inserito 1.4 in modo da avere una luminosità leggermente più grande. Poi siamo andati ad aggiungere addirittura le luci nella parte buia della Terra, abbiamo preso la texture relativa l'avremmo potuto collegare direttamente all'opzione Mission se non fosse che in questa texture maledettamente maledetta si distinguevano i, anche i continenti. Perciò per annullare siamo andati col Color Ramp e abbiamo aumentato leggermente l'opzione di nero e in questo modo i continenti hanno smesso di essere distinti. Poi il cursore bianco l'ho fatto diventare giallo in modo da far diventare le luci gialle e per aumentare questo effetto di luci gialle... Sono andato a fare in modo che sono andato a separare la texture iniziale in percentuale di tonalità di saturazione e di luminosità. E ho preso la tonalità e la saturazione della texture originaria e vi ho sommato la luminosità della texture modificata con il color ramp assicurandomi così di avere la texture che mi serviva. In questo modo sono andato a creare questo materiale del pianeta Che adesso vi può sembrare straordinariamente complesso, ma è un tipico materiale all'interno di Blender. E questo è il nostro semplice risultato comunque molto semplice, creato molto molto velocemente. Poi, se voleste creare un effetto magari un pochino migliore ora che ci penso, eh, potremmo andare a separare. Se proprio volete essere precisissimi. Le nuvole e le, eh, le nuvole e gli e i continenti. Cioè mi spiego, andiamo momentaneamente in wireframe mode, duplichiamo la sfera e premiamo S1.01 in modo da scalare la texture e renderla leggermente più grande adesso ho questa texture e questa texture che condividono entrambi il materiale della terra ho questa sfera e questa sfera, scusate nella sfera più interna premo il 2 per rendere indipendente il materiale e lo rinomino in Hertz Surface e vado ad eliminare tutte queste nuvole premendo It adesso seleziono L'opzione di Ad, premo CTRL X per eliminarlo. E in questo modo, se adesso sposto momentaneamente questa quest altra sfera, in, questo, in questa sfera qui non ho le nuvole. Invece, è restato tutto in quest'altra sfera perché i materiali li abbiamo resi indipendenti. Allora, in questa sfera più eh, che abbiamo appena spostato, la riporto al centro del mio mondo. E rinomino il suo materiale ormai indipendente in else clouds adesso prendo questi quattro nodi li sposto prendo il principle e seleziono il principle e questi altri quattro nodi e l'output che non lo dobbiamo mai togliere ctrl i per invertire la selezione e adesso premo ctrl its in questo modo io avevo selezionato, avevo selezionato inizialmente il principal dell'output e i nodi che avevamo utilizzato per le nuvole. Bene, poi ho invertito la selezione e così sono rimasti solo quest'ultimi. Adesso collego il nodo utilizzato per le nuvole al base color, ma mi accorgo che c'è un piccolo problema. Dove le nuvole non ci sono, io vedo il nero. Io vedo un nero completamente opaco, perciò adesso non intravedo più la superficie terrestre. Come posso fare? Semplicemente utilizzando l'altra uscita del Color Ramp. Ogni volta che in un output vedete la parolina alfa, come in questo caso, no? In questo output io vedo la parolina alfa, la vedete la parolina alfa, questo output, quindi questo output si chiama alfa. Quando vedete un output chiamato alfa, vuol dire che quell'output contiene tutti i dati delle trasparenze. Perciò, questo output mi permette di trasmettere tutti i dati delle trasparenze di questo color ramp. Questi dati non sono trasmessi al risultato finale e per questo, anche se in questo cursore io sono andato ad azzerare l'opacità, cioè l'alfa dell'opzione nera, perché io in questo modo ho fatto in modo che azzerando. Lo, eh, perché se selezionate un curso un punto di controllo all'interno del color amp come per esempio quello nero se andate ad azzerare la sua alfa fate in modo che le parti relative della texture aventi quel colore verranno viste con l'alfa azzerato l'alfa è l'opacità quindi azzerare l'opacità significa vederle trasparenti e quindi non vederle allora l'opzione alfa contiene tutti i dati relativi all'opacità di, eh, di questa mia immagine allora io adesso prendo i dati dell'opacità del Color Ramp e voglio che vadano ad essere i dati dell'opacità del risultato finale. Quindi i dati dell'opacità di questo nodo devono anche essere i dati dell'opacità del Principle. Allora prendo l'opacità del nodo e la collego all'opacità del Principle BSDF. E tada! Adesso vedo, le mie, vedo il mio bel risultato. Magari se voglio vedere le nuvole con un pochino più di forza sposto all'indietro il, il punto di controllo di colore bianco Per renderlo un pochino più visibili. Voi direte Eh sì ma così che ci abbiamo guadagnato Perché adesso ho L'oggetto sphere 12 Che rinomino in earth Che sarebbe la terra A cui si somma l'oggetto sphere 14 Che sarebbe quello di nuvole Quindi saltiamo un attimo In modalità material preview dove non vedo le trasparenze, ma non è un problema, tanto queste sono una modalità di preview, e adesso io ho due sfere, una con all'interno le mie nuvole e una con all'interno la mia terra. Riportiamo le nuvole al centro del mondo. E adesso ci chiediamo: Sì, ho capito, bello, eh, ma che mi serve avere questi due oggetti separati? Beh, semplicemente così io posso andare molto più efficacemente a far elevare le nuvole sopra la superficie. Cioè, dato che la sfera delle nuvole noi l'abbiamo resa leggermente più grande della sfera delle, della Terra, adesso io sono riuscito a creare l'effetto di nuvole sopraelevate rispetto al pianeta Terra. Magari così l'ho fatto eccessivamente, ma adesso se io ma, se trovo la scala giusta, questa per esempio dovrebbe andare bene, ho ottenuto una sfera con le nuvole sopra la sfera con le superfici, come nella realtà. E questo mi assicura di avere l'effetto, che sembra poco visibile ma in realtà è molto importante, di nuvole sopra la superficie. Problemino, però, a livello pratico: se io sposto la mia terra, le nuvole non gli vanno dietro, e magari se devo animare qualcosa, questo è un problema. Allora, come risolvo? Se vogliamo proprio essere precisi, con i legami di parentela seleziono la terra, le nuvole, e mi assicuro che la terra sia l'oggetto attivo, quindi l'oggetto giallo, e che le nuvole siano l'oggetto inattivo, quindi l'oggetto rosso premo Ctrl P object. Adesso le nuvole si trovano sotto l'opzione Terra e se adesso sposto la mia Terra, le nuvole gli vanno dietro perché abbiamo creato il legame di parentela. Tuttavia, se io seleziono le mie nuvole e le sposto, la Terra non gli va dietro perché le nuvole sono l'oggetto child e la Terra è l'oggetto parent, perciò le nuvole seguono la Terra se si sposta, ma no, scusate, la Terra è l'oggetto parent e le nuvole sono l'oggetto child. Perciò le nuvole seguono la terra se si sposta, ma la terra non segue le nuvole se si spostano. Ma tuttavia sono comunque due sfere e se io seleziono le nuvole, poi non concidono più. Allora, all'interno allora, all dei filtri dell'outliner, qui vado a richiamare l'opzione di selezione e rendo non selezionabili le mie nuvole. Adesso, per quanto mi impegno, posso selezionare le mie nuvole e se clicco, posso selezionare solo la mia terra e se premo G per muoverla, muovo la mia terra, che sta nell'oggetto fa in modo che le nuvole gli vadano dietro. Invece le nuvole le posso selezionare dall'outliner, e se muovo la terra non gli va dietro, ma tanto le nuvole sono non selezionabili dalla viewport, e così sto tranquillo. E in questo modo, grazie all'arrier weight, che poi l'arrier weight è l'esempio che abbiamo fatto, tuttavia era... Una era una scusa per uh, fare questa bellissima esercitazione pratica sulla Terra, no? Comunque sì, adesso sono tornato momentaneamente nella visualizzazione Light per vedere qualcosa a schermo un pochino più grande e ta Ecco un bellissimo globo terrestre, non dico super realistico, ma abbastanza preciso uh, che sarebbe stato più realistico se avessimo avuto testo a più alta risoluzione, però per stavolta ci accontentiamo anche perché le nuvole sono venute particolarmente bene e ne vado non poco orgoglioso poi esiste sempre il bel trucchetto di andare a settare l'inquadratura in modo che eventuali imperfezioni non si vedano questo è un bel trucchetto che ogni buon CGI artista dovrebbe conoscere proseguiamo con la nostra analisi bene, niente male adesso questa scena la rinomino input parte 1 ne creo una nuova che rinomino in input input Parte 2 e attivo gli overlays e ripartiamo da qua. Quindi adesso abbiamo niente, un po' di meno che un'altra scena. Risaltiamo nel pannello dello shading e andiamo a vedere le altre opzioni che Blender ci dà. Aggiungiamo una nuova sfera V. Aggiungiamo una nuova luce, spostiamola fino a qui e fino a qua. Poi selezioniamo questa sfera. Creiamo un nuovo materiale che rinomini in example material tanto è la abbiamo già creato materiali con questo nome però ogni volta poi li rinominiamo a seconda degli esempi che andiamo a fare adesso andiamo a vedere le altre opzioni allora object info ok object info praticamente eh, sarebbe ObjectInfo praticamente sarebbe un nodo attributo che ci permette di importare non delle informazioni sulle particelle di un sistema particellare di tipo hair, ma delle informazioni sul mio oggetto. La prima informazione è l'informazione vettoriale sulla posizione del mio oggetto, detto proprio in parole povere, lo vediamo anche nel preview. Que adesso, eh, spostando il mio oggetto. Cambia il suo colore, più lo sposto lungo l'asse delle x più diventa rosso, più lo sposto lungo l'asse delle z più diventa blu, più lo sposto lungo l'asse delle y più diventa verde. Riposizioniamolo al centro del mondo per vedere meglio: al centro del mondo è nero perché non è spostato lungo nessun asse, se lo sposto lungo l'asse delle y diventa più verde, se lo sposto lungo l'asse delle x diventa più rosso. Se lo sposto in un delle Z diventa più blu. Questi però, ovviamente, non sono colorazioni, sono dati vettoriali, quindi sono dati, sono informazioni sulla posizione del mio oggetto. Allora, ricolleghiamo al material output il principal di BSDF e assicuriamoci di stare nel motore di rendering Cycles. Okay? Adesso switchiamo in solid mode e notiamo che e ricordiamoci che in solid mode possiamo avere tantissimi oggetti magari adesso stiamo lavorando un po' con i materiali ma ricordatevi quanti oggetti possiamo ottenere in fase di modellazione bene, magari può essere un po' noioso vederli tutti grigi. voi direte, eh vabbè, però comunque sia è proprio questo il vantaggio della solid mode sì, indubbiamente però se magari voglio vedere un oggetto con un colore particolare lo posso fare andando all'interno del menu transform e utilizzando l'opzione color con cui posso andare a modificare il colore di visualizzazione del mio oggetto all'interno della uh, Solid View Mode. Posso scegliere il colore che io preferisco. E c'è magicamente un modo per riprendere questo colore all'interno del Node Editor? Sì. Essenzialmente il colore che settate qui nell'opzione color è il colore che Blender vi va a mostrare all'interno dell'opzione color dell'object info. Quindi questo colore nell'object info va a riprendere quest'altro colore all'interno del uh, viewport display. In altre parole, se io non ho l'object info, il colore, uh, questo colore qua non, va, non conta assolutamente niente. Ma se io collego il color dell'object info, magari lo collego al base color, il colore finale praticamente sarebbe questo colore qui. In questo modo io ho il grande privilegio, facendo così, di vedere in solid mode e in rendered mode un oggetto dello stesso colore, il che magari fa comodo. Random random ha senso solo quando io ho più oggetti, aventi lo stesso, più oggetti nella mia scena aventi lo stesso materiale. Praticamente per esempio, vado a duplicare. Questa questa sfera seleziono queste due sfere, le duplico. Praticamente l'opzione random, per, eh, ricordatevi che l'opzione object info lavora sull'intero materiale. Quindi l'opzione object info lavora sul materi eh, su, non materiale materiale, sull'intero oggetto. Sono svilucciato in material preview in modo da vedere tutti i colori per bene. L'opzione l'object info. Lavoro su dei dati che sono uguali, identici per tutto l'oggetto, per l'oggetto intero. Allora, Random semplicemente crea un colore, crea un numero da 0 a 1 casuale per ogni oggetto avente questo materiale. Cerchiamo di fare un bel esempio: per esempio, scaliamo questa sferetta, applichiamo la scala e andiamo a nasconderla momentaneamente, anche nel rendering. Adesso andiamo a Creare un nuovo piano, per esempio questo, magari lo vedo in layout. In Solid Mode lo suddivido, mettiamo un centinaio di suddivisioni. Che è una cosa che devo fare sempre quando lavoro con i gruppi di vertici, con i color, con le simulazioni fisiche o con i modificatori della terza colonna. Come in questo caso, vado a creare una nuova texture, ne ho già una qui bella e pronta, la texture Clouds, che è indipendente dalla sua, che però ho anche applicato un altro materiale. Così questa la rende indipendente. Ne aumento le dimensioni e applico un bello shade smooth. Adesso applico un bel sistema particellare. Eh, I sistemi particellari ci perseguitano. E vengono, come al solito, emesse delle particelle. Tuttavia io lo voglio di tipo hair, ma in render object voglio questa piccola sfera, la sfera al punto 12. Adesso in scale inserisco, eh, adesso faccio, inserisco una scala un pochino più alta e in questo modo una copia della sfera per ogni, eh, una copia della sfera per ogni particella. Allora, eh, saltiamo di nuovo un attimo nello shading, andiamo a selezionare la sfera. Se io non avessi l'object info, tutte queste sfere sarebbero dello stesso colore. Se io modifico base color, modifico il colore per tutte le sfere, perché sto editando appunto il materiale della sfera. Se io però inserisco un l'object info, Blender per ogni corpo della sfera mi crea un materiale completamente customizzato, mi, mi prende un valore da 0 a 1. Completamente randomizzato, in questo modo le sfere sono tutte diverse, cioè hanno tutte un colore diverso, il che potenzialmente è meraviglioso. Tuttavia c'è un piccolo problema, hanno tutte un colore diverso, però tutti questi colori deviano dal, dal nero al bianco. E se io volessi inserire altri colori, beh in realtà non lo posso fare direttamente dall'Object Info, però ci viene in aiuto il benegatissimo Color Ramp, che posso posizionare qui. Se lo posiziono qui, il random prende questa rampa di colore e sceglie per ogni sfera una posizione a caso e quindi un colore diverso. Prendiamo per esempio questo eh, oggetto e questo colore lo rendo fucsia, per esempio, è eh, il rosso, scusate. Adesso il random sceglie una posizione casuale di questa rampa di colore, che può essere alla fine quindi bianco o all'inizio quindi rosso. Quindi, in parole povere, Blend, così facendo, blend sceglie per ogni corpo della sfera un colore che pare una posizione casuale di questa rampa. Iniziamo qui magari un altro colore, come per esempio il giallo. Questo lo inserisco nella posizione punto 2 e questo nella posizione punto 4. Adesso ne inseriamo uno nuovo che inserisco nella posizione punto 6 e che magari faccio bello verde, vivace. Eppure questo giallo vivace, no? Adesso inserisco un altro oggetto che inserisco la posizione punto 8 che faccio per esempio azzurro. In questo modo, per ogni singola sfera, Blender sceglie una, una posizione casuale di questa rampa di colore e a quella, e a quella sfera applica esattamente questo colore. Tuttavia, c'è un piccolo problema. Noi io non ho solo questi colori all'interno della rampa. Ho anche dei colori sfumati. Quindi ho anche delle sfumature tra il rosso e il giallo, il giallo e il verde, o il verde e il blu. Perciò Blender per ogni sfera sceglie una posizione casuale di questa rampa che può essere anche la sfumatura tra il rosso e il giallo. Quindi Blender sceglie una posizione casuale in per ogni sfera, Blender tira i dadi, sceglie una posizione casuale della rampa di colore, e uh, per esempio questa. No, per sbaglio ho premuto Flip Color Ramp, cioè E eh, Color Ramp. Per esempio, può scegliere questa posizione. Per esempio, Blender può scegliere questa posizione. E allora, Blender sceglie a caso una posizione all'interno della rampa di colore per ogni sfera, per esempio questa, e il colore che si trova in quella posizione sarà quello che verrà applicato. Ok, interessante. E eh, se la posizione fosse appunto per esempio questa, il colore applicato sarebbe il colore che si trova in questa posizione: che non è il rosso, non è il giallo, ma è la sfumatura tra il rosso e il giallo, e quindi è l'arancione. Il che in molti casi va bene, ma se io voglio che il colore venga scelto esattamente tra questo campionario, quindi rosso, giallo, verde e blu non mi, mi potrebbe non piacere il fatto che c'è dell'arancione. E allora posso andare in linear e scegliere il constant il che mi elimina le sfumature magari adesso vado a risettare il color ramp in modo che ci sia la stessa distanza tra tutti i vari punti magari adesso ne aggiungo anche uno nuovo che inserisco nella posizione punto .8 e cerco per esempio un bel fucsia in questo modo ho ogni particella di un colore diverso inutile dire quanto questo possa essere utile a livello pratico ci sono proprio situazioni in cui il poter fare una cosa come questa vi, vi salva Abbiamo visto le opzioni Location, Color, Object Index e Material Index Eh, scusate, le opzioni Location, Color e Random Ma le opzioni Object Index e Material Index, beh, le andiamo a vedere subito A, H, uh, AH, per nascondere momentaneamente tutto ciò E andiamo ad inserire un nuovo materiale, per, un nuovo oggetto, scusate Per esempio una sfera, che rendiamo visibile la luce Bene Uh, andiamo ad applicare uno shader smooth, creiamo un nuovo materiale che rinomino in tempo che rinomino in uh, uh, index. Invece il materiale di poco fa, questo qui lo rinomino in ovviamente particle system material in view. Andiamo a questa sfera. Uh, andiamo a reinserire l'object info e andiamo a vedere cosa fanno l'object index e il material index. Allora, per capirlo, dobbiamo tornare, un nemmeno, dobbiamo tornare nel pannello dei materiali e scorrere fino all'opzione pass index. Adesso, magari andiamo a creare qualche nuovo materiale. Per esempio, andiamo a creare anche un nuovo materiale chiamato. emission adesso vado in edit mode della sfera Premo shift z per andare in wireframe mode e a tutti questi a tutta questa parte del mio oggetto ok a tutta questa parte del mio oggetto 3 per andare in selezione facce shift alt e andiamo a premere shift alt click per aggiungere anche questo loop andiamo in solo di modo per assicurarci di averci preso manca questa fila di, di facce shift, shift alt click per aggiungerle e ho fatto questa perfetta selezione e adesso assegno il materiale emission. Adesso sembra non essere mai niente perché il materiale emission è uguale all'index. Tuttavia adesso il surf, il principal bsdf lo sostituisco con un classico emission. Ne aumento la strength e lo scelgo per esempio bello rosso. Adesso magari andiamo a andiamo in edit mode wireframe mode seleziono tutti questi vertici adesso eh, creo un nuovo materiale che rinomino in uh, emission g che sta per green e questo invece lo rinomino in emission r che sta per rosso adesso vado a deselezionare tutti i vertici di emission r e così mi rimangono solo quelli che non appartengono ad emission r e a questi assegno emission g che, eh, in cui anche qui sostituisco il surface con l'emission scelgo un'emissione sempre eh, potente, quindi sempre a 29.9, pensi esattamente lo stesso valore, però in color mettiamo un bel verde. In questo modo ho a una parte della sfera applicato l'emission R, a una parte della sfera l'emission G e a una parte della sfera il material index che è quello su cui vado a giocare. Adesso andiamo a capire cos'è l'opzione index. Per l'opzione index ho voluto lavorare su un oggetto multimateriale, il con fantasia, in oggetto multimateriale, per il semplice motivo che vi volevo far vedere gli indici di materiale di un oggetto. Se adesso all'interno di un singolo oggetto andate all'opzione pass index, voi potete andare a modificare il valore index di quel materiale. In questo caso è il materiale G, io posso andare a modificare il valore d'indice. Di Invece vado al materiale R e anche qui posso andare a modificare l'indice. Ma cos'è l'indice di un materiale? È un numero, non è altro che un semplicissimo numero applicato al materiale. Io posso andare a un materiale qualsiasi e applicargli il numero che preferisco. Torniamo nel materiale index. Se io collego l'opzione material index, vedo, eh, vedo considerato questo numero qualsiasi assegnato al mio materiale. Un colore che, più il pass index è alto, più sarà bianco. Quindi, qual è l'index di questo materiale? Andiamo a vedere, è 0. Più aumento l'index, più sarà di un bianco forte. Detto qua in parole povere. E questi sono i semplicissimi indici dei materiali. Adesso andiamo a vedere che però questo... Quindi possiamo assegnare un numero ai materiali. Poi vedremo in futuro gli altri usi di tutto ciò. Eh, cioè in particolare l'utilizzo all'interno del compositing. Tuttavia per ora è questo l'utilizzo che ci interessa. Inoltre abbiamo anche un'opzione... Questo, Mentre voi vedete l'index a livello di chiarore, solo se qui collegate il material index. Cioè, se io qui coloro, eh, collego l'opzione color, per esempio, l'index non significa più niente, se collego il material index, significa qualcosa. Con 0, e lo 0 è uguale al nero. E Il fatto è che questo valore numerico che assegna i materiali, lo posso anche assegnare a un oggetto, per esempio. Andiamo a duplicare la mia sfera e premiamo GZ3 metri. Adesso vado a prendere anche la luce e premo gz 3 metri. Sembrano quasi oggetti separati. Se non fosse per il fatto che la parte superiore di questa sfera è illuminata dalla parte inferiore di quest'altra. Questo grazie alla grande precisione di cycles andiamo a vedere gli object index io posso anche andare in un, in un oggetto qualsiasi all'interno del pannello oggetto apro relations e qui riciccia l'opzione pass index in cui posso andare a regolare un valore numerico anche per il mio oggetto che con i materiali non vedo a meno che in, non vado a collegare l'object index se vado a collegare l'object index io vedo eh, un valore che se l'indice io vedo, io vedo all'interno di quel materiale a cui applico cioè all'interno del materiale a cui inserisco l'object info vedo se il pass index di quell'oggetto è 0 il nero più aumento il pass index più eh, ottengo qualcosa di vicino al bianco Ovviamente, anche se il materiale index, quindi il materiale della parte eh, anche se il materiale della parte superiore di questa sfera, quindi anche se il materiale di questi vertici è uguale al materiale di questi vertici, ricordiamoci comunque che eh, si ragiona sempre sul materiale sul pass index dell'oggetto avente il materiale Perciò considerando questa sfera, io modificando, modificando l'opzione pass index vado a modificare un'opzione eh, sulla quale si basa l'object info, cioè un nodo di un materiale applicato a entrambe le sfere. Tuttavia, si aggiorna sempre sull'object index individuale, quindi sull'object index della sfera superiore e sull'object index della sfera inferiore. Adesso prendiamo H e, uh, per nascondere questo oggetto, H per nascondere anche quest'altro oggetto, e andiamo a vedere altri nodi che Blender ci mette a disposizione. Andiamo ad aggiungere una bellissima sfera. Abbiamo una risoluzione abbastanza alta, magari adesso ho nascosto tutto nelle mie scene con questa la luce. Perciò ne inserisco una nuova, sempre di tipo point, perché conosciamo solo questa e è la luce predefinita è quella omni Conosciamo mai le opzioni power e radius, cioè il raggio della fonte luminosa e la potenza della fonte luminosa. Ok, non so bene. Aggiungiamo un nuovo materiale e andiamo a vedere le altre opzioni. Allora, il nodo RGB. Lo conosciamo da tantissimo, addirittura ve l'ho introdotto già dalla lezione 41. Semplicemente cosa ci permette di fare questo nodo? Ci ha a disposizione questa semplicissima interfaccia grafica dove possiamo andare a decidere un colore qualsiasi da collegare. È molto utile se io voglio inserire qui un colore qualsiasi. Quindi, cosa mi permette di fare il nodo RGB? Lo sappiamo già, mi permette di scegliere un colore all'interno di questa interfaccia e di importarlo da un'altra parte. Non fa niente di particolare. Posso andare ad editarlo come meglio voglio. Adesso questa è una cosa molto importante. Avrete notato che nel principal BSDF abbiamo oltre all'entrata normal anche l'entrata tangent. Lo cancello un attimo e vi sarete resi conto? Forse vi sarete resi conto che non è l'unico shader ad avere questa caratteristica. C'è anche lo shader anisotropico, come si chiama, che ha uh, l'entrata tangente. Quindi il principal BSDF e lo shader anisotropico sono gli unici all'interno di Blender che riportano questa opzione additiva, perché se controlliamo bene non ci sono altri shader in Blender che riportano questa opzione. Apro parentesi, abbiamo visto moltissime, me lo sono ricordato adesso, quindi ve lo dico, abbiamo visto un sacco di opzioni per creare materiali dei sistemi particellari, comprese eh, di solito le abbiamo applicate a dei capelli, ma ovviamente a parte l'opzione con, con cui si lavora con la melanina, quindi a parte quando andiamo a lavorare con la regolazione della melanina, possiamo utilizzarli anche con qualsiasi altro sistema particellare di tipo hair, come per esempio un prato. Comunque, scusate se mi sono, sono divagato, vediamo che eh, lo shader anisotropico e lo shader principale hanno una cosa in comune, ci sono gli unici shader che possono creare riflessi anisotropici. Per essere precisi, l'anisotropic shader è uno shader che fa solo questo, cioè l'unica cosa che sa fare questo shader è creare un bel riflesso anisotropico sopra la mia mesh, di cui, che poi io posso andare a regolare. Ma cos'è un riflesso anisotropico? È un riflesso essenzialmente che eh, si prolunga in direzione delle tangenti del mio oggetto. In altre parole, è un particolare riflesso che si allunga in direzione delle tangenti dei vertici del mio oggetto. Questo è un riflesso anisotropico. Lo shader che crea riflessi anisotropici è l'anisotropic shader. Tuttavia, il principio BSDF fa miliardi di triliardi di cose e tra le varie cose, se aumentate l'opzione dell'anisotropia, potete andare ad aumentare la quantità di riflessi anisotropici. Basso un pochino la Ragness. Potete andare a creare anche riflessi anisotropici aumentando anisotropic. Quindi, nel Principal BSDF, se aumentate anisotropic, andate ad aggiungere riflessi anisotropici. Magari allora andiamo ad eliminare gli speculari, rendiamo un bel materiale metallico e vediamo: così non ho riflessi anisotropici, così ho riflessi anisotropici. Si vede la differenza? E in più li posso anche andare a ruotare utilizzando l'anisotropic rotation, quindi il principio di BSDF fa un sacco di cose, compresa la creazione di riflessi anisotropici. Invece l'anisotropic BSDF fa solo quello, crea solo riflessi anisotropici. Lo fa benissimo, però fa solo quello. Eh, ma non siamo qui per discutere di questo, stiamo dicendo essenzialmente che Blender per i riflessi anisotropici, quindi che usa. Cosa sono i riflessi anisotropici? Sono riflessi che si dirigono in direzione delle tangenti del mio oggetto E Blender come fa a sapere quali sono le tangenti del mio oggetto? Lo sa perché l'oggetto si trova all'interno di Blender Blender ha accesso ai dati dell'oggetto Per questo conosce le sue tangenti Tuttavia se vogliamo avere un risultato preciso Possiamo andare ad inserire un nodo più preciso Che fa capire a Blender ancora meglio quali sono le tangenti del mio oggetto Mi spiego meglio e inseriamo lo shader anisotropico, quindi lo shader che crea riflessi anisotropici. Se vogliamo che sia più preciso nel calcolo delle tangenti, dobbiamo andare ad aggiungere il tangent e collegarlo non all'opzione Normal, ma all'opzione Tangent. In questo modo avremo questo semplice nodo con cui che va a dire a Blender quali sono le tangenti del mio oggetto. La cosa bella è che io posso anche scegliere la direzione della tangente lungo la sella X. Lungo l'asse delle y o lungo l'asse delle z, quindi io posso andare a modificare la direzione della tangente. E è questo è il vantaggio dell'utilizzo di questo nodo, cioè, se, eh, cioè mi permette di modificare la tangente. In parole povere, l'anisotropic BSDF non è, sa quali sono le tangenti, perché altrimenti non avrebbero mai funzionato i riflessi anisotropici se non sapesse quali sono le tangenti. E lo sa perché accessa tutti i dati del mio oggetto all'interno di Blender. È tutto Blender è tutto all'interno di questo programma. Tuttavia, se noi vogliamo avere un po' di controllo in più. Se vogliamo avere un po' di controllo in più, ma noi vogliamo avere un po' di controllo in più, possiamo andare a collegare lo shader tangent all'opzione tangente e andare ad aggiungere dei dati vettoriali. Eh, l'ho collegato un attimo all'output per farvi vedere con questi dati vettoriali andrò ad aggiungere i dati vettoriali delle tangenti con z non cambia niente perché di default gli schede anisotropici si basano sull'asse delle z eh, considerano le tangenti in direzione dell'asse delle z ma se inserisco x o y posso cambiare le direzioni delle tangenti quindi qual è la configurazione completa di, una, di un riflesso anisotropico? Lo rinomino in isotropico anisotropico. Quindi qual è la configurazione completa di un riflesso anisotropico? Cioè di un um, sì di un uh, com'è un albero di nodi completo che crea un riflesso anisotropico, ma solo quello è questo. Questo semplicissimo albero di nodi mi può creare un bellissimo riflesso anisotropico. Ovviamente al posto dell'anisotropic DSDF posso anche andare ad aggiungere niente po' di meno che il nostro bellissimo Principle DSDF perché anche questo può andare a gestire i riflessi anisotropici. Quindi aumentiamo il metallic perché magari li rende un po' più evidenti. Aumentiamo magari anisotropic e collego l'opzione tangent all'opzione tangent, mai all'opzione normal perché il normal serve per i rilievi all'opzione tangent adesso io anche qui ho questa bellissima opzione che mi permette di cambiare la direzione delle normali cioè la direzione delle tangenti e questa è l'altra configurazione completa di un riflesso anisotropico ovviamente molto molto semplice bene siamo a buon punto terzo il coordinate lo conosciamo già UVMAP map lo vedremo in una lezione. Eh, nella le quando parleremo delle mappe V. Value ora ve lo dico in due parole: è il nodo più semplice all'interno di blender, un nodo di una semplicità schifosa. Mi permette semplicemente di scegliere un valore numerico da inserire qua. Quindi non accetta valori letterari. Mi permette, di, mi permette di aggiungere un valore numerico qualsiasi, un numero intero. Io lo posso collegare a qualsiasi. Eh, me lo posso collegare a qualsiasi altro uh, valore numerico, mi spiego. Inserisco uno, lo collego a metallic, avrò qualcosa di metallico, modificando questo valore adesso cambio il valore di metallicità. Quindi, ve lo spiego un pochino meglio. In altre parole, me l'abbiamo già introdotto, il nodo value io lo posso collegare a qualsiasi pallino grigio quindi a qualsiasi pallino che accetti i valori numerici e scrivere qui il valore numerico che mi interessa quindi qui posso scrivere un qualsiasi valore numerico che verrà trasferito al pallino che mi interessa, con quali modifiche? Con nessuna modifica, questo valore verrà trasferito così com'è quindi, ehm, qui intanto per fare un esempio, Uh, posso qui andare ad inserire per esempio un Mix Shader Collegare all'altra estremità del Mix Shader Lo possiamo sempre fare anche dal pannello dei materiali no? Qui ho tutte le varie opzioni che Blender mi dà a disposizione Quindi il secondo shader Non c'è collegato niente Vado ad aggiungere per esempio un bel Diffuse bianco E invece nel Factor Clicco semplicemente su questo pallino per scegliere cosa collegarci In questo caso un input di tipo Fresnel e adesso agli or del fresnel magari collego un value quindi clicco qui vado ad inserire questo semplicissimo value vi faccio notare che se un nodo ha più output io qui posso decidere quale output collegare mi spiego se per esempio ehm, l'output per esempio il nodo Che ne so, layer weight che abbiamo visto prima, il nodo layer weight aveva due output, l'output Fresnel e l'output phasing. Ve lo ricordate? Vedete, questo, questo nodo qui aveva due output Fresnel e phasing. Quando lo vado ad inserire qua, posso decidere se collegare il layer weight per mezzo del Fresnel o del phasing. In questo caso voglio collegare un semplicissimo value come questo e quindi ho questo. E quindi ho il potere di fare ciò. Magari il base color del principal del BSDF lo rendo rosso, e adesso perché ho questo brutto risultato perché l'ior del fresnel dipende dal value, dal value da questo nodo value che ha un valore di 0.5 che non ha senso per un, per un fresnel. Proviamo ad inserire un valore di 1.46 che è appunto l'IOR della plastica. Quindi ovviamente un IOR di 0.5 non ha senso, anzi tutti gli IOR inferiori ad 1 non hanno senso. Assolutamente non mettete mai IOR inferiori ad 1 perché come vedete ottenete, ottenete risultati obblighiosi, no? Ho inserito un IOR più sensato di 1.55. Cioè, aspettate un attimo, eh, perché, se, perché anche inserendo punto .8 ottengo questo risultato che non ha molto senso a livello di realismo, ma dipende sempre da quello che voglio ottenere. Per esempio, potrei rendere il principal BSDF perfettamente nero e otterrei questa sfera nera con attorno un anello bianco. Mm, è brutto, dipende sempre da quello che voglio ottenere. Magari io al posto dell'anello bianco voglio qualcos'altro. Allora, quale shader contiene i dati dell'anello bianco? Il diffuse BSDF. Quindi, se voglio sostituire l'anello bianco con qualcos'altro, devo sostituire il diffuse con qualcos'altro. Per esempio, con un nodo di rifrazione. Per farvi un esempio, magari adesso inserisco attorno un semplice piano a cui applico un bel solidify inserisco gli or della rifrazione a 1.0 5 va abbastanza bene. Comunque si sì, dipende sempre da tutto quello che voglio ottenere, no? Per esempio, io ho adesso una sfera nera con attorno una lente, cioè uno schede di rifrazione, ok? Poi posso anche andare a cambiare magari i colori. Comunque posso fare tante trasformazioni fate qualche prova vedete anche nel material preview il vostro risultato ora torniamo ad avere qualcosa di più sensato reinserendo un IOR di 1.46 per esempio di R della plastica reinseriamo un bel rosso e reinserisco qui un, uh, un altro diffuse bianco che è quello che mi serve in altre parole, adesso non abbiamo visto niente di nuovo, abbiamo solo visto la solita conformazione dell'IOR. Abbiamo visto in più solamente che io volendo, al posto di inserire manualmente un valore, posso collegare un nodo value contenente questo valore. Quindi, al posto di inserire direttamente in un campo numerico un valore, posso inserire questo valore nel campo numerico del value e collegare il value. Quindi, invece di inserire 1.46. Nel nodo Fresnel lo posso scrivere nel nodo value e collegarlo. Qual è il vantaggio? Che qui in mezzo, quindi lungo questo collegamento, lungo questo collegamento io posso magari inserire altri nodi che vanno a modificare il mio risultato. Fate qualche prova. Eh, pro ovviamente, magari questo materiale lo rinomino in materiale di prova invio ok abbiamo scoperto anche una prova un altro input abbiamo quasi finito il vertex color lo conosciamo già eh, andiamo a parlare del col del volume info per parlare del volume info ci servirebbe una bella situazione dove abbiamo un oggetto volumetrico in questa scena non esiste ma esiste nella prima scena che abbiamo creato nella scena shader andiamo in Pesantissima scena perché per il computer è bella pesantuccia, cadde comunque nella lezione scorsa. E poi spero che vi stia interessando questo cammino nei materiali. Che io me ne rendo conto che è un pochino lungo come cammino nei materiali perché stiamo parlando di, di più di 80 nodi in Blender. Perché almeno i nodi ce ne sono una montagna e vi può sembrare che sia qualcosa di mostruoso nel mondo dei materiali. Però prima di tutto ci farete la mano col tempo, e poi comunque sia. Uh, i materiali io li uso tanto, uh, è una sono uno degli argomenti che in Blender magari uh, apprezzo di più uh, perché mi affascina molto questi i nodi. Mm, è un argomento molto interessante, perciò lo, lo trovo interessante, sicuramente più interessante del solito andare in elit mode, espudiamo, dividiamo magari. Questo io lo trovo molto interessante, soprattutto perché quando avete i materiali. Soprattutto, uh, vedete che si crea qualcosa di veramente figo, uh, cool, per copiare l'inglese nella vostra viewport. Quindi non vedete sempre quelle cose sì belle, perché riusciamo a creare delle funzioni matematiche, modificatori di colpe F, eccetera, eccetera. Ma sempre il cosino grigio nella viewport, che quindi non è realistico, che si vede che non è completo, si vede che mancano i materiali, si vede che è fatto da qualcuno che sta imparando, perché... Non essendoci materiali si vede che quel lavoro non è finito. Bene, ora non è più così. Adesso abbiamo i materiali. Abbiamo le cose fighe nella viewport. Abbiamo la luce. Abbiamo le ombre. Abbiamo, abbiamo tantissime opzioni fantastiche. E io lo apprezzo veramente, veramente, veramente tanto. Quindi scusate se magari mi dilungo tanto, ma è proprio una questione di principio. Voglio insegnarvi tutto quello che so. A livello teorico, a livello di esperienza è impossibile. Però almeno a livello teorico voglio insegnare il più possibile. Quindi mi scuso già da adesso. Magari eh, prima ancora che lo scriviate nei commenti. Video troppo lungo. Prima ancora che voi scrivate ciò. Io già ve lo anticipo. Lo so che è lungo, però lo faccio per la completezza. Che la completezza viene prima di tutto, la, qua eh, la qualità viene prima di tutto. E secondo me. Uh, qualcosa di completo è impareggiabile, anche se è difficile da seguire, questo magari è un cozzolo per chi è molto appassionato. Ok, ragazzi, tutto bello, però continuiamo con la nostra fantastica analisi. Allora, miei carissimi ascoltatori, questa è la simulazione fuoco e fiamme che abbiamo creato la lezione scorsa. Facciamo scorrere l'animazione per rivedercela velocemente. Tanto per capire come cosa abbiamo creato. Uh, la volta scorsa, ok? Eh, fermiamoci ogni tanto per, per vedere bene il risultato perché, come sappiamo, ci vuole un po' per aggiornare lo schermo con Cycles. Quindi, questo è ovviamente il primo frame con solo una palla di fuoco, dopo 10 fotogrammi, la palla di fuoco inizia un po' di fiamme inizia ad alzarsi. E al ventesimo fotogramma già si crea un po' questo fungo infuocato. 30 fotogrammi già si è innalzato un po' di fumo logicamente 40 fotogrammi iniziamo ad avere parecchio fumo innalzato 60 fotogrammi no, per sbaglio ho messo 660 60 fotogrammi Invece già eh, c'è una struttura... C'è una... Ci sono già delle fiamme innalzate, una grande quantità di, di fumo. 90 fotogrammi, saltiamo in avanti di parecchio. Ci troviamo quasi alla fine dell'animazione. Ovviamente c'è sempre il fumo che continua a salire. E alla fine dell'animazione tocca addirittura la parte superiore del dominio. Fermiamoci momentaneamente al 50° fotogramma. In questa situazione... Andiamo in View e richiamiamo l'opzione Toggle Local View. In questo modo vediamo per, vediamo per ora. Poi possiamo sempre tornare nella visualizzazione normale solo questo oggetto. Gli altri oggetti non sono stati nascosti. Semplicemente abbiamo chiesto a Blender di farci vedere solo questo oggetto per ora, in modo magari da avere una visualizzazione un pochino più pulita. Questo è sempre il nostro. Questo è sempre il materiale del dominio. Quindi la Backball Intensity a 30 e eh, una temperatura a 1000 gradi Celsius, ok. Non male. E allora, tutto questo cosa c'entra con uh, l'input? Beh, semplicemente il Volume Info, visto così, potrebbe sembrare veramente molto molto simile all'object info. L'object info che va a fare? Va a prendere il Va a sbilciare tra le caratteristiche tipiche del mio oggetto e mi va per, a permettere di importare i dati di queste caratteristiche nel mio node editor. Il Volume Info fa la stessa cosa, però invece di controllare i dati del mio oggetto, va a prendere i dati sulle, sulla simulazione fluida del mio dominio. Quindi, su questa bellissima simulazione che abbiamo creato la volta scorsa, con tanto di noise e dominio adattativo. Quindi una simulazione una risoluzione di ben 128, quindi una simulazione veramente molto 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 precisa. Io qui posso andare a prendere alcuni dati di questa simulazione, come il colore, la densità, le fiamme o la temperatura, e andarle ad importare. In realtà, per essere più precisi, ehm, il, la, la, la simulazione, io eh, sto andando a regolare il materiale di un volume. In altre parole, questa simulazione mi ha creato un open VDB. Un OpenVDB sarebbe un file di un volume. E diciamo che in parole povere, se io non avessi settato il materiale, se io avessi lasciato il materiale di default, avrei visto un OpenVDB con, con un materiale volumetrico grigio. In parole povere, sto dicendo che col principal volume di default, io del, nel rendering finale, come risultato di questa simulazione fluida, vedo solamente beh. La forma dell'Open VDB. Cioè, questa simulazione fluida mi va a, crea mi va a creare un volume all'interno del dominio la cui forma, la cui forma, attenzione, la forma dipende dalle opzioni qui settate, ma ci sono anche altre cose oltre alla forma, e per essere più precisi, diciamo in parole povere che questa simulazione non mi va a controllare solo la forma, ma anche controllare le fiamme. Come cambia la temperatura, la densità o il colore del mio risultato? Aumentando Black Body Intensity abbiamo detto che Blender, in altre parole, Blender però di default mi va a mostrare un risultato che dipende solo dalla forma eh, estrapolata dalla simulazione fluida e non vedo i colori, la densità o le fiamme estrapolate dalla simulazione fluida. In altre parole, con un Black Body a zero e con density a 1 io ho il materiale volumetrico di default dove la forma dell'open wood di B è sì, è stata dettata dalla simulazione fluida. Ma solo questo. Aumentando, 8 aumentando la densità ottengo un fumo un pochino più denso che più realistico e poi mi viene in aiuto black body intensity, perché Blender tiene conto solo adesso sta tenendo conto solo della forma dettata dalla simulazione fisica a livello di openvdb cioè blender sta utilizzando la simulazione, fi la simulazione fisica per le della forma del mio volume e basta non ne sta tenendo conto per il calcolo di tutte le altre cose aumentando black body intensity dico blender che deve andare ad accedere alla griglia di temperatura simulata da questa simulazione e dove il mio oggetto è più caldo Deve essere messa della luce. In parole povere, eh, adesso Blender non sta utilizzando solo la forma, sta utilizzando anche gli attributi di temperatura. Quindi, se aumentate Black Body Intensity, solo se aumentate Black Body Intensity, Blender va a riaprire i dati della simulazione fisica, va a prendere la griglia sulla temperatura e la utilizza per eh, aggiungere questa emissione. E utilizza solo questo. Bene, con Value Info io posso andare a prendere altri dati di questa simulazione fluida che Blender andrà ad utilizzare. Per esempio, con Color, Blender andrà ad... Uh, se, ne, se collego Color e qui ho settato la griglia di colore, adesso è importante, se io collego Color e qui ho settato correttamente la griglia di colore, Blender arriverà a tenere conto del... andrà a riaprire di nuovo la simulazione fluida e andrà a prendere i suoi dati per il calcolo della, uh, della colorazione del mio lavoro, quindi per esempio inserisco, quindi per esempio se, se ha 0 black body intensity torna a vedere tutto grigio, ma in realtà, perché in realtà il colore del volume raramente si utilizza, perché col volume il singolo colore non si nota tanto, si nota più l'emissione luminosa. Tuttavia, ciò cioè non toglie che. Con volume info, con color, Blender va a basarsi sulla simulazione fluida anche per il calcolo del colore del mio risultato. Non solo, io qui ho una densità che ho comunque ho stabilito io, che di default era 1, quindi qualcosa di molto poco denso. Io l'ho aumentata. Avrei potuto mettere anche una densità più alta, come 10. però ho fatto varie prove e ho deciso che 8,5 andava abbastanza bene, ma una densità che ho deciso io ma la simulazione fluida mi potrebbe anche andare a simulare la densità del fumo. Quindi io collego l'opzione density a densità, Blender va a riaprire la mia simulazione fluida e si basa su questa per il calcolo della densità. Per esempio il fumo è poco denso e quindi adesso lo vedo molto meno chiaramente. Il fumo c'è ancora, ma dato che io avevo dato al fumo una densità di 8.5 che magari è un po' tantino, mentre magari... Per una semplice sfera che va a fuoco a questa altezza il fumo si dissolve e per questo Blender adesso va a usare non la densità che ho inserito io, ma adesso va usare la densità della simulazione fluida. Se non vi piace il risultato, non vi conviene scollegarlo, vi conviene inserire un altro nodo, come per esempio un bel Math, andare in Multiply e qui inserire un valore un pochino più alto, come per esempio. 4, in questo modo moltiplico per 4 i dati di, eh... in questo modo moltiplico per 4 i dati di densità, è qualcosa di un pochino più denso, ma sarà sempre la densità settata dalla simulazione fluida che poi io grazie a questo nodo vado a moltiplicare per 8 perché ovviamente con Blender è tutto abbastanza personalizzabile, tuttavia vi faccio notare la differenza. Adesso eh, ci sono alcune zone più dense e alcune zone meno dense. Non è una densità assoluta, è una densità eterogenea perché è simulata dalla simulazione fluida, che comunque la rende 10 volte più grande perché mi piace vedere tanto il fumo. Eh, ok, non male. Anche la temperatura. Io qui utilizzo un attributo di temperatura, però la temperatura vera e propria la vado comunque a settare io. Posso cambiare anche ciò. Posso andare in temperature e collegare temperatura a temperatura. In questo modo questa temperatura non la scelgo più io, ma la sceglie Blender, in base alla simulazione fluida. Certo, anche in questo caso la temperatura è stata fatta scendere un pochino troppo e non vedo più niente, allora prendo il nodo multiply per cento, lo duplico e lo inserisco qui. Mm, ancora niente. Per 10. Vedo che, ecco, che se moltiplico la temperatura per 100, magari inizio a vedere qualcosa. La moltiplico per 1000 e vedo qualcosa di molto 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 intenso, anche troppo. Proviamo con 500 o con anche 250. Però, attenzione, questa non è comunque una temperatura inserita da me è una temperatura che è andato a settare Blender, Blender è Blender che l'è andata a settare, anzi è Blender che l'è andata a simulare, quindi è Blender, quindi non sono io che ho settato la temperatura, è Blender che è andato a simulare la temperatura usando la simulazione fluida, Blender ha avuto accesso ai dati della simulazione fluida e su quella si è basata per la simulazione della temperatura, che poi io, se permettete, mi sono permesso di rendere, in questo caso, 275 volte più intensa, per editare il mio risultato. Ovviamente no. In questo modo posso cambiare il risultato senza dover rifare il bake. Tuttavia, adesso sia il colore che la densità che le temperature non sono scelte da me, sono scelte da Blender, sono simulate da Blender. Quindi, mentre prima la densità e la temperatura e il colore lo sceglievate voi all'interno del principal volume, adesso Blender va a. Uh, ha accesso alla simulazione fluida e su quella si basa per la simulazione di tutto ciò. Come prendendo volume info, cioè che contiene praticamente tutti i dati della simulazione fluida, e collegando i dati di colore a color, i dati di densità a densità e da temperatura a temperatura, magari rendendolo anche 10 volte di più denso e 275 volte più caldo, in modo da ottenere un risultato più bello esteticamente. Però ovviamente... Ehm, Adesso è comunque qualcosa di simulato da Blender, che poi io non vado ad editare. ma è comunque simulato da Blender. Poi, se volete aumentare la forza dell'intensità, potete sempre andare a Blackbody Intensity e variare un po' questo valore ma ricordatevi, modificando la temperatura modificate il colore dell'emissione modificando la blackboard intensity modificate la forza dell'emissione e per emissione intendo l'emissione non provocata da tutto il volume che in questo caso è a zero l'emissione provocata solo dalle zone più calde e questo è il volume info in altre parole, una simulazione con queste impostazioni e con questi volumi e con questi materiali è una simulazione fluida completa tutto ciò che ci interessa pronta per essere belle renderizzata poi se qui abbiamo un bel risultato è anche soprattutto grazie a una risoluzione da capogiro ok bene quindi potete anche vi potreste anche contentare del semplice principo del volume ma inserire il volume info ed editare un po male non fa in questo modo ottengo questo bellissimo open VDB. Adesso esco dalla Toga Local view prendo lo stesso comando e torno in questa situazione. Adesso torniamo nella scena input parte 2. Andiamo a vedere l'ultimo nodo, per, eh, no, andiamo a vedere l'ultimo nodo input, che sarebbe anche l'ultimo per oggi. Se facciamo eccezione per eh, alcune funzieniezze, che vedremo tra poco. Il nodo wireframe forse è il più semplice. Premo Shift Ctrl Click per collegarlo all'output e vedo che il nodo wireframe semplicemente mi va, a, uh, mi va a prendere il wireframe di tutta la mia sfera, cioè va a uh, creare praticamente l'equivalente nodo del modificatore wireframe. Va a prendere la mia bella sfera e fa una linea per ogni spigolo. Potete decidere lo spessore delle linee direttamente in size. Attenzione, già una size di 0.1 è già abbastanza grande da rendere la sfera completamente bianca. Di default 0.01 0.05 le rende due volte più fine, il che male non fa. Ci può, eh, di solito non è una brutta idea andare a. Ehm, di solito non è una brutta idea, che ne so, si, si può usare ovviamente in tanti modi, vi faccio vedere che è sotto forma di valori numerici, quindi per andare a lavorarci, che potrei fare? Potrei andare semplicemente a ehm, inserire qui, per andare ad aggiungerla sopra un altro shader, quindi se voglio vedere solo lo wireframe nel mio risultato finale, se voglio vedere solo lo wireframe, inserisco un semplicissimo... Ehm, Principal di SDF che collego all'output e vedo solo lo wireframe. Eh, se invece non voglio vedere solo lo wireframe, se invece lo voglio sommare a un altro nodo, per esempio al se invece lo voglio sommare, scusate, a un altro shader nel senso che lo voglio mettere sopra un altro shader mi conviene andare alle informazioni di colore di questo shader, in questo caso il base color e... e collegarcelo. No, perché se io collego lo wireframe al base color adesso eh, se collego lo wireframe al base color non vedo più il rosso, vedo solamente questa griglia. Allora che devo fare? Devo andare a prendere il rosso sommarvi il white e poi farlo entrare nel principal bsdf quindi come posso fare vado al nodo rgb ctrl c con questo valore ctrl v da quest'altra parte li collego e adesso premo shift a color mix rgb add e collego questo al color 2 in questo modo sono andato a inserire il wireframe sopra il uh, sopra questi dati cromatici. Tuttavia, c'è il piccolo problema. Che lo wireframe è sempre bianco. E se volessi, per esempio, lo wireframe di un altro colore. Uh, come se volessi lo wireframe di un altro colore, beh, come potrei andare a fare? In realtà c'è un modo ancora più semplice. Uh, il, il modo magari più agevole per andare a lavorare con lo wireframe è così step 1, ehm, step 1. vado ad inserire un mix rgb e lo collego al base color step 2 vado ad inserire un input rgb con il colore di sfondo che ci deve essere dietro al wireframe per esempio un bel verde vivo e lo vado a collegare a color 1 Step 2 Vado a inserire un RGB che, deve, uh, che contiene il colore dello wireframe stesso, quindi del colore che dovrà avere lo wireframe. E lo collego a color 2. Mi va benissimo l'opzione Mix, a patto che vado ad inserire uno wireframe e il factor dello wireframe lo collego a questo factor. Quindi cerchiamo di capire cosa è successo. Lo wireframe è un dato numerico. Collegandolo come factor al mix, faccio in modo che sia lo wireframe. Quindi ricordatevi che gli, i dati che andate ad inserire all'interno del factor di un mix RGB o di un mix shader sono quei dati che vanno a decidere cosa deve entrare, quale, in quali punti devo vedere la prima immagine, in quali punti la seconda. Mi spiego. Ricordatevi questa regola d'oro. Ogni byte che entra all'interno dell'opzione factor di un mix RGB o di un mix shader, qualunque dato che entra all'interno del factor di un mix RGB o di un mix shader, andrà a decidere in quali punti devo vedere il color 1 o lo shader 1, e in quali punti devo vedere il color 2 o lo shader 2. In questo caso, questo è deciso dalla wireframe e dove lo wireframe è bianco io vedrò questo RGB, dove è nero vedrò quest'altro. Perciò in questo semplice modo, qui, che magari rinomino questo nodo in colore di sfondo, questo invece lo rinomino in colore wireframe, Semplicemente questo è il colore che ci sarà dietro lo wireframe, e questo invece sarà il colore dello wireframe vero e proprio. Quindi andiamo a ripetere qual è la costruzione, magari questo GY per muoverlo. Quindi, come, quindi come si fa ad avere dei dati di colore dello wireframe, se voglio che dove lo wireframe non c'è sia nero e dove lo wireframe c'è stia bianco, quindi se voglio uno wireframe in bianco e nero. Già ce l'ho, cioè è il nodo di per sé. Ma se voglio qualcosa di un pochino più avanzato, questo lo devo collegare al principal, al BSDF e questo all'output, se voglio qualcosa di più avanzato, devo procedere così. Quindi rifacciamo un'altra volta per capire meglio. Prima inseriamo un mix RGB, poi inseriamo... Anzi, in realtà lo possiamo inserire direttamente da qua. Quindi in color 1, il colore di sfondo dietro il wireframe... In color 2 il colore dello wireframe stesso, in realtà lo possiamo fare anche da qua: color 1 il colore dietro il wireframe, colore 2 il colore dello wireframe stesso. In factor inserisco wireframe e questo in base color, quindi ricapitoliamo: color 1 dietro lo wireframe, color 2 wireframe stesso, factor inserisco lo wireframe. Quindi ignorate, ma, ignorate tutti questi nodi che sono i nodi del fresnel. Non ci quindi, questo nodo, questo nodo, questo nodo e questo nodo sono i nodi relativi all'aggiunta del fresnel, quindi li ignoriamo. Semplicemente funziona così: collegate al base color un mix RGB dove in color 1 inserite il colore dietro lo wireframe, in color 2 il colore dello wireframe stesso e in mix lo wireframe. Potete sempre andare a decidere. le dimensioni delle linee dello white 0,05, va più che bene e già questo è qualcosa di molto 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 interessante adesso per proseguire andiamo a creare una nuova scena molto velocemente che la rinominiamo in uh, ocean questa scena l'ho chiamata ocean perché volevo uh, richiamare Ah, una vecchia questione che avevamo lasciato in sospeso. Risaltiamo in Solid Mode, accettiamo di essere nel motore di rendere Cycles il nostro fantastico Cycle. Aggiungiamo un cubo o una mesh qualsiasi, è irrilevante, e andiamo ad aggiungere il modificatore OSIAN. Perché è irrilevante? Beh, vi ricordate la lezione 33? Quando aggiungete OSIAN, qualunque forma voi abbiate, viene ristrutturata e è irrilevante la forma iniziale. Faccio qualche l'animazione ma ovviamente tutto fermo perché, come sappiamo, per avere uno scenario dinamico devo andare ad animare con i keyframes l'opzione time. 0 al primo frame, 250 all'ultimo frame e inserisco il keyframe. Ok, si muove veramente troppo velocemente. Uh, all'ultimo fotogramma inserisco 100 e reinserisco il keyframe. A me è ancora troppo veloce. Iniziamo. No, scusate, vado all'ultimo frame. Inseriamo 50 e inseriamo il keyframe. Inseriamo la modalità di interpolazione lineare con T linear. Lo Li osserviamo. Ok, magari è ancora un po' troppo veloce. risaltiamo l'ultimo fotogramma e inseriamo 20. Mettiamo un keyframe e abbiamo un risultato un pochino più realistico. Adesso andiamo a giocare con le altre opzioni facciamo scendere un pochino la size in modo da rendere le onde un pochino più forti e in waves, quindi proprio le opzioni delle onde aumentiamo un po' le dimensioni osserviamo il risultato e ok eh, va abbastanza bene per cui potremmo anche cambiare le opzioni di, di spettro un tubolento Siena in questo caso va abbastanza bene adesso magari saltiamo di nuovo un attimo in render mod inseriamo una luce conosciamo solo la luce point cioè la luce omnidirezionale adesso andiamo nella nell luce aumentiamo il raggio della luce un'altra cosa che abbiamo visto e aumentiamo neanche la forza inseriamo tipo 2000 w anche di più 5000 watt e ok è un buon risultato selezioniamo l'oceano che li nomino in ocean guarda aggiungi un nuovo materiale che li nomino con grande fantasia ocean Beh, in realtà non è neanche necessario perché all'interno della mia scena ci dovrebbe essere ancora il materiale water che abbiamo creato la volta scorsa e così inserisco questo, così non devo cliccare da capo il materiale dell'acqua, ce l'ho già. Ora l'acqua è trasparente, il background è nero, ma pazienza. Comunque sia, è un risultato abbastanza realistico. Adesso in questo caso Lio l'IOE non è proprio necessario, quindi premiamo Ctrl x Anzi, premiamo Ctrl Z per annullare CTRL Z rende indipendente il materiale e lo rinomino in, in modo da non influenzare in l'acqua nel pannello degli shader. Adesso vado ad eliminare questi nodi. Abbiamo una trasmissione alta e una rarness molto bassa, praticamente questo è totalmente trasparente per avere qualcosa in più da vedere. Facciamo scendere poco la trasmissione E aumentiamo un minimo la rugosità Ma non avere qualcosa in più da vedere in, in solid mode è un bello spettacolo Qui magari ho un po' poche luci Magari torno alla luce point E aggiungo qui un paio di zeri quindi. Ecco così la posso rendere un pochino... così la rende veramente molto molto forte. Inserisco la transmission non proprio ad uno perché altrimenti è totalmente trasparente. Iniziamo .95 e adesso faccio partire l'animazione. Magari do al, a quest'acqua un colore leggermente bluastro. E lì a zero la harness ok diciamo che è un buon risultato è questo che vi volevo far vedere no questa è solo la prima parte del lavoro adesso dobbiamo, a, dobbiamo andare a riconoscere un nostro vecchio amico nel pannello dei modificatori l'opzione foam ora noi in uh, sì, la semplicissima opzione foam l'opzione foam si è abilitata mi da qui a disposizione un'opzione Data Layer dove io posso andare a scrivere un. Uh, all'interno del quale io posso andare a scrivere il nome di un attributo, quindi attributo, un attributo qualsiasi, oppure Schiuma. Posso andare a scrivere qualunque nome, io per esempio in questo caso scrivo Foam, e Blender all'interno di questo attributo generico andrà a salvare. I dati della uh, schiuma se me lo disabilito vedo tutto bianco se lo abilito vedo nero e quindi sembra che cambi qualcosa ma a dire il vero uh, questa è solo una modalità di visualizzazione se torno in red mode Vedo che con Form attivato o disabilitato non cambia niente. Perché? Perché se abilitate Form, non fate niente di particolare. Se abilitate Form, semplicemente create a blender di simulare i dati della schiuma e di andare ad aggiungerli all'interno di questo attributo. Ma all'interno del pannello dei nodi io questo attributo non lo vedo, cioè lui mi salva i dati della schiuma in questo indice di dati, però gli indici di dati non lo vado ad usare da nessuna parte. Quindi è come se, non lo... come se... Non lo vado ad utilizzare questo indice di dati, quindi è come se Blender non lo salvasse. Per rimediare ci, ci toglie in aiuto il nodo Attribute, che ora abbiamo già visto con in i Vertex Color, basta che in Name inserite foam magari lo collego direttamente all'output con Shift Control per vedere meglio, e adesso Blender mi andrà a far vedere dove la schiuma c'è il bianco, dove non c'è il nero. Vi faccio notare che se vado in solid mode, non vedo questo risultato. In solid mode il fatto che eh, non sia proprio tutto dello stesso colore dipende essenzialmente dai riflessi di luce. Se voglio vedere proprio se voglio vedere con esattezza la schiuma, quindi se io voglio vedere questa schiuma, devo inserire qui foam, aggiungere qui un nodo attributo e andarlo a collegare al material output. Tuttavia, magari lo devo collegare in modo un pochino più logico, cioè dove lo posso collegare. Andiamo a vedere che abbiamo eh, cioè dove devo collegare il nodo attributo per essere preciso. Beh, li colleghiamo intanto all'output il mid shader. Poi vediamo che i dati possono essere messi sia in formato RGB che in formato numerico. E in formato numerico, per esempio, lo posso collegare alla Ragness. In questo modo, questi dati che abbiamo qui andranno a gestire la rugosità del mio lavoro cioè della mia scena non c'è una grande differenza tuttavia sappiate che questa informazione contiene dei dati di colore che possono essere um, utili se voglio andare a simulare uh, appunto la mia schiuma per esempio la voglio simulare in modo un pochino più preciso voglio andare a vedere questa maledetta schiuma aggiungiamo un nodo rgb copio questo colore con ctrl c lo incollo qui con ctrl v collego L'RGB in uh, collego l'RGB in questo modo, volendo, adesso magari inserisco un normalissimo uh, mix RGB quindi mix RGB e qui scelgo il colore della schiuma. Va bene un bel bianco adesso utilizzo come factor l'opzione factor dell'attributo e così facendo. Uh, collego qui l'attributo posso collegare sia l'opzione color che l'opzione factor e così facendo vado a vedere la mia schiuma non è molto evidente, è molto evidente cambio all'estremo il colore dell'acqua per vederlo meglio vediamo che se adesso cambio all'estremo il colore dell'acqua per vedere un pochino meglio uh, vedo con questa semplice costruzione questo colore qui quindi in questo caso il bianco dove c'è la schiuma e il colore che inserisco qua dove la schiuma non c'è Posso anche eliminare l'RGB e andare qui a settare qui manualmente il colore della schiuma. Per esempio, posso volere che la schiuma sia bella bianca e il mare un pochino più blu. Anzi, no, scusate, questo è il colore della schiuma, quindi eh, perfettamente bianco. Questo è il colore della schiuma, e invece quest'altro è il colore del mare. Quindi, in altre parole, non è troppo diverso dall'opzione wireframe se eh, cioè a livello di lavorazione. Se inserite un mix rgb e in attribute inserite un, nodo, in factor, scusate, inserite un nodo attribute dove nel nome dell'attributo scegliete il nome del percorso all'interno del quale avete salvato i dati della schiuma, color 1 sarà il colore dell'acqua dell'acqua, color 2 sarà il colore della schiuma vera e propria. Vediamo che non c'è una grande differenza, cioè ehm, vediamo che non c'è assolutamente una grande differenza. Se, uh, infatti anche se muto l'attributo cioè con l'attributo scusate, non vedo un, uh, la schiuma in modo molto marcato. Tuttavia, se aggiungete, se qui scrivete foam e qui inserite foam e qui inserite un mixer e g. Se avete lavorato correttamente è correttamente, estremamente semplice. Color 1 è il colore dell'acqua, color 2 è il colore della schiuma. Ricordatevi che qua dovete, potete scegliere il nome che vi pare, però lo stesso nome che inserite qua, quindi esattamente lo stesso nome, dovete inserirlo anche qui. Per copiare un nome, ctrl c, per incollarlo ctrl v. Quindi reinseriamo foam, selezioniamolo e premiamo ctrl c, invio, vado qui e premiamo ctrl v, invio e l'ho incollato. Adesso Blender salva i dati della schiuma all'interno di questo attributo, li va a riprendere attraverso il nodo attribute e li va ad utilizzare come factor del mix RGB. Attenzione, color 1 l'acqua, color 2 la schiuma. Magari faccio scendere un pochino la saturazione che in questo caso non è proprio, non deve essere proprio altissima. In questo modo possiamo aggiungere delle leggere sfumature di schiuma. Poi, se aumento la situazione, si nota un pochino di più la schiuma, vedete questa banda qui, questa banda qua è tutta schiuma per una situazione così alta è assolutamente idealistico. Una situazione più bassa, e comunque vedo che sfumature come questa sfumatura leggermente bianca o questa sfumatura sono sfumature provocate dall'aggiunta della schiuma. Quindi basta inserire questa semplicissima costruzione. Adesso collego questi nodi e li rinomino e li inserisco in un gruppo con CTRL J che rinomino FOAM quindi questa semplice costruzione mi permette di, di aggiungere la schiuma a qualcosa di creato ovviamente col modificatore SIAM. e questo è tutto quello che vi volevo dire adesso se fosse se questa fosse una lezione eh, solo sui nodi potremmo dire di aver finito tuttavia ci sono anche un altro paio di cose che vi voglio spiegare in primo luogo il menu GROUP che è molto interessante. Poi vi voglio anche andare a spiegare cose interessanti su, altri no, su alcuni modificatori che hanno delle opzioni dei materiali. Sono veramente pochi, pochi, pochi. Però ve li voglio andare a spiegare. Allora, creiamo magari l'ennesima scena e rinominiamo in group. Abbiamo qui un elenco delle scene che inizia a diventare abbastanza folto, cioè abbastanza corposo. Bene, amici. Allora, per, uh, per capire i gruppi che uh, non riguardano essenzialmente la creazione di materiali, ma più che altro la gestione del Node Editor, uh, beh, per capire uh, le opzioni group, magari possiamo anche andare ad uh, inserire un materiale che abbiamo creato poco fa. Infatti, le opzioni group hanno senso quando abbiamo a disposizione materiali particolarmente complessi, quindi, forse uno dei materiali più complessi che abbiamo creato oggi è stato il materiale della Terra. Perciò, eh, iniziamo questa semplicissima sfera, andiamo un attimo in Material Preview Mode, e qui andiamo a selezionare il materiale earth Surface. Adesso duplichiamo la sfera, premiamo S1.01. Prendere leggermente più grande in quest'altra sfera, premiamo eh, e a quest'altra sfera invece applichiamo un nuovo materiale, cioè il materiale eh, clouds. Quindi cerchiamo Earth clouds come questo e applichiamo qui questo materiale. Non vedo quello che c'è sotto le nuvole. Solo perché sto in Material Preview Mode? Switchiamo a ren um, Rendered Mode e adesso vedo tutto correttamente, a parte il fatto che è un po' buio nella mia scena perché non ci sono luci. Aggiungiamo una luce omnidirezionale, quindi di tipo Point, e andiamo ad aggiungere l'illuminazione della mia scena. Aumentiamo leggermente il raggio e anche la potenza. Continua ad inserire sempre luci omnidirezionali perché è l'unica tipologia di luce che abbiamo visto, cioè la luce di tipo point che è omnidirezionale. Shift A, light, point, omnidirezionale. Le altre tipologie le vedremo nella prossima lezione. Abbiamo questa bella terra e ho deciso di inserire questo particolare materiale perché è un materiale particolarmente complesso. Allora, eh, abbiamo già visto che eh, è abbastanza importante andare a. Um, Lavorare col proprio node editor o ehm, cioè organizzare il proprio node editor. Ho selezionato tutto comprimendo A. E H mi permette di contrarre i nodi adesso. Eh, io potrei andare a combinare questi nodi nei gruppi, per esempio, questi nodi li combino nel gruppo. Ehm, per esempio, questi nodi di questo materiale li inserisco all'interno del gruppo. Ehm, adding per modificare il nome di un gruppo selezionarlo e eh, premere f2 adding night lights invece questi nodi li inserisco in un nuovo gruppo sempre premendo ctrl j che seleziono e rinomino surface invio per rinominare f2 lo sposto adesso prendo tutto ciò Prendo questi altri nodi e li unisco. Eh, anche questi in un nuovo gruppo che rinomi, CTRL J, seleziono il gruppo e lo rinomino con F2 in Heading Atmosphere, poi, questo nodo da solo fa parte di un gruppo a sé, CTRL J per crearlo. Che rinomino in output, mentre questo altro nodo, CTRL J per creare un nuovo gruppo. Principal in questo modo sono andato ad organizzare la mia scena, la superficie, le luci, le luci notturne, l'atmosfera e il principal. Non rinomino anche questo oggetto in Earth. Adesso, invece, quest'altro oggetto lo rinomino in Clouds. Anche qui vado ad organizzare. Il mio lavoro, seleziono questi nodi, CTRL J per unirli e premo e F2 per rinominare CLOUDS. E invece seleziono questo nodo, CTRL J, seleziono il gruppo e con F2 lo rinomino PRINCIPALD. E questo invece, CTRL J per creare il gruppo, prendo il gruppo e lo rinomino OUTPUT anche in questo caso A per selezionare tutto e H per contrarre i nodi questo è un, modo, è un modo più semplice magari adesso se voglio organizzare anche la mia scena creo una nuova collezione che rinomino Earth poi seleziono le nuvole e la terra faccio, mi assicuro che la terra sia l'oggetto attivo quindi l'oggetto giallo e le nuvole l'oggetto rosso premo CTRL P per creare un legame di parentela e premo Object e premo Object in questo modo, se seleziono la terra e la muovo, le nuvole si muovono assieme ad essa. Tuttavia, se seleziono le nuvole e le muovo, le nuvole non gli vanno dietro perché è sempre l'oggetto Child che segue l'oggetto Parent, mai il Parent che segue il Child. Allora, per rimediare, rendo le nuvole non selezionabili. Così non posso più selezionare le mie nuvole e se clicco, seleziono la terra, che se muovo la terra, le nuvole gli vanno dietro quindi tutto come un solo oggetto e quindi abbiamo ricreato il modello 3D della terra così come nell'altra scena con l'unica differenza che adesso è un modello 3D leggermente più organizzato vi faccio notare che se io espando l'insieme degli oggetti data trovo anche i materiali nel layout abbiamo un outliner un pochino più grande cioè lo, cioè possiamo sempre andare a cambiare manualmente in realtà le dimensioni dell'outliner in questo modo, però, se luciamo in layout, lasciavo l'interfaccia di default che va sempre è sempre perfetta così com'è perché sono progettate veramente bene. Non mi piace andare a modificare molto l'interfaccia che abbiamo qui, perciò sono andato in layout per andare a ehm, espandere l'outliner senza toccare l'interfaccia di shading, che è già pensata in modo molto razionale, ma eh, non, non fa niente magari creo una nuova collezione che sposto al di fuori della collezione Earth spostandola nella collezione globale e questa nuova collezione la rinomino eh, semplicemente Lights inserisco la luce point all'interno di Lights e mi assicuro che la terra e le nuvole siano ancora all'interno della collezione Earth così ho una collezione Earth è una collezione lights e in questo modo ho organizzato sia la mia scena che i miei materiali d'accordo magari adesso vogliamo fare qualcosa di proprio completo d'accordo ci sto andiamo ad aggiungere una camera andiamo in vista camera e premiamo n view camera to view adesso spostando la camera cioè spostando la vista la camera si sposta assieme ad essa Avvicino un po' la camera, prendo G e clicco sulla rotina del mouse in modo che Blender intuisca da solo la direzione che mi serve. Ok, questo va più che bene. Adesso mi ricordo di andare a disabilitare Camera to View e posso dire che questa scena adesso è perfettamente organizzata. Con F12 posso anche lanciare il mio bel rendering. Quindi attendiamo qualche istante che Blender termini il mio lavoro. Quindi attendiamo qualche secondo per vedere il risultato finale. Il rendering non è proprio un processo istantaneo con Cycles, um, lo vediamo in Eevee, vediamo che invece I, è Eevee il motore di rendering in tempo reale. Aspettiamo qualche istante mentre Blender effettua il mio rendering, che ho premuto F12, quindi rendering di un solo fotogramma, quindi solo di questa immagine. Bene, il rendering è finito, questa immagine mi piace. Quindi posso andare anche in image shave as, magari andare dritto dritto nel mio desktop e salvarla con il nome di Earth. scriviamo un'immagine con nome. Se adesso mi lancio nel mio desktop e lo aggiorno per un istante. Ecco qui nascosta la mia bella immagine di Earth, pronta a essere o tenuta nel mio computer perché è bella, mi piace ed è un risultato finale che non mi interessa più, o magari essere indirizzata come input di un qualsiasi altro progetto, o magari essere riutilizzata proprio in Blender. Che ne so, adesso ho ottenuto questo file PNG che mi piace, in questo caso lo lascio così com'è. Torniamo in Blender. Lo inserisco di nuovo lo schermo intero quindi toggle window fall screen devo ovviamente andare nel mio desktop faccio prima ad uscire dalla vista al schermo intero tuttavia questo è un sistema un po' questo sì, comunque, tutte queste storie era solo per farvi vedere un bel materiale complesso e farvi notare esattamente come siamo andati a strutturare uh, l'organizzazione del mio lavoro, cioè noi siamo andati a, a organizzare i miei nodi utilizzando il comando Ctrl J e unendoli in questi gruppi. Ma in realtà questo metodo è un po' artificioso. Esiste un metodo di organizzazione molto molto più efficiente. E il metodo group. Adesso selezioniamo tutti questi gruppi di nodi che non ci servono e cancelliamoli premendo its. Quindi selezioniamo its, selezioniamo its, selezioniamo its. Selezioniamo its". Adesso selezioniamo anche il materiale della mia nuvola. Non lo posso fare dalla viewport, perché dalla viewport non posso più selezionare le mie nuvole, ma posso andare a selezionare l'oggetto clouds dall'outliner. It's, it's, it's. Abbiamo eliminato tutti quegli inutili eh, gruppi che adesso andiamo a sostituire con un sistema di organizzazione più efficiente. In questo materiale AH per gli rispondere tutti i nodi e anche in clouds AH per gli rispondere un po' tutto. In questo modo abbiamo di nuovo i materiali disorganizzati e cerchiamo di capire qual è questo modo migliore per organizzarli. Per capirlo scolleghiamo momentaneamente tutti questi nodi dall'output. Adesso andiamo a selezionarli e premiamo Ctrl G, non J, G. Quindi premiamo CTRL G. Se non vi piace usare le shortcut, trovate questo comando, non è un nodo, è un comando. All'interno del menu add, che normalmente si usa per aggiungere i nodi, ma in questo caso abbiamo un comando. Che è il comando make group. Vedete, c'è la shortcut perché è il comando. Quindi CTRL G, che strano, è diventato tutto verde. Quindi, io questa modalità di visualizzazione un po' sta, è diventato tutto verde. Per uscire da questa modalità di visualizzazione e tornare a vedere tutto normalmente, premiamo su questa freccetta. Tuttavia, vediamo che qualcosa di grosso è cambiato. Adesso il mio... Uh, tutti i nodi che avevo prima non ci sono più. Oddio, ho cancellato tutto! No! Perché al loro posto c'è quest'altro nodo che all'interno stranamente mi chiede una... una parolina, una, che al suo interno mi chiede... Un nome, una ricitura che è praticamente il nome di questo albero di nodi. Il comando make group ha preso questo albero di nodi, cioè questo insieme di nodi, e li ha, sa, e li ha uh, inseriti tutti all'interno di un nodo che li contiene tutti. Cliccando su questi con io torno a rivedere i nodi contenuti, in altre parole tutti questi nodi sono stati contratti. Messi insieme ed inseriti all'interno di un singolo ed unico nodo, che è questo nodo qui. Cliccando su quest'icona, vado in questa modalità di visualizzazione dove Blender mi fa vedere l'insieme di in tutti i nodi contratti. In altre parole, tutti i nodi che erano selezionati al momento in cui ho premuto CTRL G, tutti quei nodi sono stati contratti, sono stati messi insieme all'interno di questo nodo. In che modo? Per essere precisi, Blender ha salvato quell'albero di nodi, quindi quell'insieme di nodi, e uh, all'interno del percorso di un albero di nodi. In altre parole, cliccando qui avete l'elenco di tutti gli alberi di nodi presenti in questa scena, in, presenti in Blender, in questo file Blend, in questo caso solo questo, e qui io posso scegliere il nome. Uh, per esempio, posso anche andare ad inserire il nome superficie. della terra non ci va la I ecco il bel nodo superficie della terra perché l'ho chiamato così? perché questo nodo è andato a contenere tutti i nodi che erano selezionati cioè tutti i nodi del materiale eh, cioè tutti i nodi del materiale della superficie terrestre Attenzione, questi nodi sono ancora editabili. Posso ancora andare qui ed editare, aggiungere altri nodi, modificare le opzioni. Solo che tutti questi nodi sono stati salvati, sono stati inseriti all'interno dell'albero eh, dell di nodi superficie della Terra, ok. Tuttavia, la situazione non finisce qua. Perché io, allora, come posso utilizzare questo nodo? Vedo che non ha né input né output. Quindi come posso andarlo ad utilizzare? In primis: questo albero di nodi è buona abitudine di renderlo un fake user cliccando su quest'icona. In altre parole, eh, se questo albero di nodi non fosse utilizzato in nessun materiale, in questo caso utilizzato nel materiale Health Surface. Ma mettiamo ipoteticamente che io questo materiale lo elimino e poi quest'albero di nodi non è più utilizzato in nessun materiale. Se così fosse, questo diventerebbe un albero di nodi di tipo eh, orfano. E perciò se io chiudo Blender tutti i nodi, tutti gli alberi di nodi orfani, come questo, cioè questo non è orfano, non è orfano perché è utilizzato all'interno di un materiale, il materiale è Surface, ma se fosse orfano ipoteticamente, quindi se non fosse utilizzato in nessun materiale, se quest'albero qui, superficie della terra, non fosse utilizzato in nessun materiale al mondo, quando chiudo Blender... Questo nodo si andrebbe a cancellare questo albero si andrebbe a cancellare. Posso rimediare abilitando questa icona, e rendendolo fake user mi viene segnato da una F qui presente. Ok, tuttavia, io questo non lo posso andare ad utilizzare per il semplice motivo che non ha né input né output. La cosa che mi serve è un output, cioè io voglio andare ad, io voglio ad avere, io voglio avere a, in questo nodo. Un output che contiene i dati del mix shader. Perché era questo mix shader il nodo finale, il nodo che dovevamo collegare all'output. Quindi, prima che creassimo questo gruppo, qual era il nodo direttamente collegato al material output? il mix shader. Perciò è il mix shader che devo ricollegare all'output. Come posso fare? Vedo che Blender mi ha inserito un nodo group output. Io voglio collegare io voglio, che io voglio formare qui. Un nuovo output all'interno del nodo superficie della Terra e voglio che questo output contiene i dati dell'output shader del mix shader. Per farlo, basta che vado qui e lo collego con group output. Adesso, fatto questo, vedo che tutti i dati contenuti all'interno di questo output, quindi del mix shader, adesso, sono, eh, adesso li posso andare a riutilizzare. Perché è, stato perché è stato inserito un nuovo, un, nuovo, un nuovo output in superficie della Terra che contiene i dati dell'output shader In altre parole, equivale a dire che collegando shader al group output, in questo modo, io sono andato a, sono andato a eh, trasformarlo in un output di superficie della Terra. Per andarlo ad utilizzare, basta collegarlo a Surface. La cosa bella, però, è che io posso anche andare a creare più output. Per esempio, questi nodi qui costituiscono l'aggiunta dell'atmosfera della Terra. Quindi questi nodi costituiscono l'aggiunta dell'atmosfera. E, e se io volessi anche avere un output che contiene una Terra senza atmosfera, basta andare qui e collegare anche questo. Ora diciamo che per avere una Terra senza atmosfera dovrei collegare al Material Output questo Principled perché? perché il Mix Shader perché diciamo che praticamente il Mix Shader contiene i dati della superficie della Terra questi nodi mi permettono di aggiungere l'atmosfera quindi se io aggiungessi al... perciò se io aggiungessi se io andassi ad aggiungere eh, se andassi a collegare al Material Output direttamente il Principled non avrei l'atmosfera quindi mi servirebbe un altro output. Per farlo basta cliccare qui e collegarlo a questo pallino. In questo modo si è andato a formare un altro output che è la Terra senza atmosfera. Quindi ho l'output Terra con atmosfera, shader, e l'output BSDF. Certo però come nomi sono un po'... sconvenienti. Esiste un bel modo di andarli a modificare? Sì. Esiste un bel modo per andare a modificare i nomi di questi output. Perché, come vediamo, io ho collegato l'opzione BSDF del Principled al due output e l'opzione shader del mix shader sempre al dupe output. E Perciò essenzialmente il nome degli output hanno ereditato il nome delle opzioni che a cui li ho collegati. Facciamo notare che se adesso scollego il principal BSDF, l'output rimane. Però, detto questo, quando vi trovate in questa modalità di visualizzazione verde, per così dire, è importantissimo però stare vedendo l'interno del nodo, potete andare nella sidebar, prima n e all'interno del menu Outputs, vedete l'elenco di tutti gli Outputs. Quindi, in questo caso, Shader e BSDF. Se io ne voglio cancellare uno basta quindi per esempio voglio cancellare il BSDF. basta selezionarlo e premere meno adesso scomparirà e il collegamento col principal verrà reciso inoltre posso anche muoverli in alto e in basso a livello di posizione ma questo non influenzerà il risultato finale eh, in più posso anche aggiungere un nuovo output che eh, però non, non sarà collegato a niente ma non è di questo che dobbiamo parlare se seleziono un output, in ho un'opzione name, cioè il nome di quell'output. In questo caso scriviamo per esempio With Atmosphere. E questo output prenderà questo nome. Selezioniamo l'altro output e scriviamo Without Atmosphere. atmosphere. E quest'altro output ha ereditato il nome without atmosphere inglese With out atmosphere ok adesso ho cambiato il nome degli output qui e qui with atmosphere e without atmosphere magari è un pochino più comodo che dite? Eh, poi potete sempre andare ad aggiungere altri nodi, fare qualcosa di interessante comunque sia, potete fare tanti esperimenti, per esempio posso collegare l'opzione combine hsv qui creare un nuovo output che per esempio lo rinomino in night lights attenzione perché questi saranno valori RGB che conteranno solo i dati delle luci. Ok. Adesso abbiamo capito come gestire gli output di questo Adesso abbiamo capito come gestire gli output di questo bel nodo che inizia a farsi un pochino più complesso. Quello che non abbiamo capito stramalettamente è come aggiungere non degli output, ma degli input. Per farlo devo sempre andare nella modalità di visualizzazione verde prem eh, e Introduciamo l'altro nodo che Blender ci dà, che Blender ci ha aggiunto, il nodo Group Input. Mettiamo che io voglia che una determinata opzione all'interno di, uh, che che all di questo albero di nodi uh, io la possa controllare negli input, cioè. Mettiamo che io voglia che una determinata opzione all'interno di questo albero di nodi sia controllabile tramite un'opzione di input. Lo posso fare sì collegando al group input. Per esempio, l'opzione value di questo multiply semplicemente va a decidere quanto è un valore moltiplicatore della Ragnes cioè la Ragnet è gestita dai dati R di questo separate RGB e il multiply li va a moltiplicare per 100. Quindi questo essenzialmente è un valore di rugosità, è un moltiplicatore della rugosità. Mettiamo che io voglia poter controllare la rugosità da questo pannello come input e questo è appunto il valore di rugosità. Mi basta collegare questa opzione al nodo group input. E adesso magia l'opzione adesso magia. L'opzione value di questo nodo io l'ho collegata al group input e bada boom! È apparsa in superficie della terra. Mettendo per esempio a zero. Quindi mania, andando, lavorando qui posso andare a modificare la rugosità, proviamo a fare un altro esempio. Per esempio, a inserire anche la forza delle luci della città. Quindi l'opzione emission strength mi va a regolare la potenza dell'emissione luminosa delle luci cittadine. Con 0 non ci sono luci cittadine. Con 1 c'è l'emissione standard. Prima abbiamo inserito il valore di 4. Ok. Quindi questo è il valore della forza dell'emissione luminosa perché questo combiner HSV va a decidere il colore dell'emissione luminosa e l'emission strength, la sua forza. Collegando il valore emission strength a group input, io adesso ho aggiunto un nuovo input che, e sballa boom, mi ritrovo il valore emission strength anche qui. Quindi, a questo punto, quindi qual è il vantaggio di tutto ciò? Io adesso posso andare a regolare la rugosità della terra. Uh, meglio, il moltiplicatore della rugosità. Ma è la stessa cosa: posso andare a regolare la rugosità della terra qui e la potenza dell'emissione luminosa delle luci delle città direttamente all'interno del nodo superficie della terra senza dover necessariamente entrare nella modalità di visualizzazione verde e settare una migliaia di opzioni. Il che è un vantaggio perché se, per esempio, c'è un'opzione che io devo controllare spesso che io spesso devo andare a risettarla a fare varie prove questo può essere tanto utile tuttavia vedo che anche negli input come negli output eh, i nomi sono un po' sconvenienti penso che ormai abbiate capito come risolvere basta andare ad aprire la sidebar premendo n e in input trovo l'elenco degli input ne posso andare a cambiare l'ordine posso andare a Cancellare un input premendo meno Ctrl Z per annullare e posso andare a scegliere il valore di default dell'input e il valore minimo e il valore massimo. In più, ovviamente, posso anche andare a decidere il name, quindi, per esempio, in questo caso, Ragnes, che non è proprio precisissimo, sarebbe il moltiplicatore della rugosità, e qua night, lights, strength. Scusate, ho scritto male, strength, ho scritto male, ripeto, night lights strength, quindi forza delle luci notturne, quindi night lights strength, e adesso queste due opzioni sono state rinominate magicamente in Ragness e Nightlight Strength, se adesso vado nel pannello dei materiali, io vedo e vedo queste opzioni normalissime: Ragness e Nightlight Strength, come se fossero di un normale nodo. E infatti, a questo punto, il nodo superficie della Terra è diventato un nodo qualsiasi, come tutti gli altri. Ok, è diventato un bel nodo che, però, i suoi dati li posso andare a gestire io. In maniera procedurale, tuttavia, eh, 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 c'è qualche piccolo problema. C'è questo metodo di organizzazione molto avanzato ed è bellissimo, eh. però certo bisogna ammettere che all'interno di questa modalità di visualizzazione c'è ancora un po' di casino. Eh, non c'è problema. Posso andare a risolvere andando a contrarre anche questi nodi. Poco fa per contrarre tutti i nodi della superficie della Terra in un unico nodo, che poi abbiamo rinominato in superficie della Terra, beh, per farlo avevamo scollegato quei nodi dai nodi esterni. Quindi, il nodo che non dovete mai contrarre all'interno di questo praticamente sarebbe un gruppo di nodi, beh, un, uh, un albero di nodi. Bene, il material output deve sempre trovarsi indipendente, non deve mai trovarsi all'interno di un albero di nodi. Ok? Quindi questo non si deve mai trovare all'interno dell'albero di nodi. Noi, questo insieme di nodi, l'avevamo scollegato dal materiale output prima di passare a gestire input e output perché volevo farvi creare io, volevo che creaste manualmente le opzioni di, uh, di input e di output. Tuttavia, mettiamo che io seleziono questi nodi e voglio andare a. Contrarli in un singolo gruppo, quindi voglio creare un gruppo con questi nodi premendo CTRL G. Vedo che però in questo caso non è proprio il massimo perché questi nodi sono si sì collegati fra loro, questi, ma sono anche collegati a nodi che non fanno parte del gruppo che vado a creare. Quindi un po' dubbiosi, premiamo CTRL G, vedo che il gruppo è stato creato e che Blender automaticamente è andato a collegare i vari nodi all'input e all'output e le opzioni relative di questo nuovo albero al principal BSDF e all'altro view output in modo da eh, andarmi a... Beh, in modo da non recidere i collegamenti, cioè il mid shader, l'opzione shader del mid shader, era collegata all'opzione BSDF del principal BSDF e allo stesso modo l'output del mid shader era collegato all'input all with atmosphere del Group output. Quindi praticamente il mid shader era collegato ad altri nodi che non ho inserito nel gruppo. Bene, non è stato un problema perché Blender, le opzioni del mid shader che erano collegate,. A nodi che non ho inserito all'interno di questo gruppo, beh Blender, queste opzioni del Mix Shader, quindi lo shader 1 e l'output del Mix Shader, cioè quelle due opzioni del Mix Shader che erano collegate a nodi che non facevano parte del gruppo che vado a creare, beh Blender è andato automaticamente a collegare al group Input e al group Output per non riuscire i collegamenti. Quindi, se i nodi che andate a, uh, a contrare in un gruppo sono collegati ad altri nodi che non fanno parte di quel gruppo, non c'è assolutamente problema. Perché Blender andrà a gestire il material input e il material output in modo da non dover riuscire nessun collegamento. Questo, per esempio, lo rinomino Atmosphere e collego l'opzione Blend a questo palino qui in questo modo qui mi ritrovo anche l'opzione blend cioè la eh, mi ritrovo anche l'opzione blend in praticamente questo sotto albero di nodi e mi trovo appunto anche l'opzione blend c'è cioè un'opzione che mi permette di regolare l'atmosfera editata dalla layer weight se questa la voglio eh, poi ovviamente io questa opzione la posso andare a collegare al e in questo modo mi ritrovo qui anche l'opzione blend. Che magari rinomino in atmospheric blend. Quindi, in altre parole, se voi contraete in un unico nodo dei nodi. Che sono, collegati con nodi esterni al, eh, che sono collegati con nodi esterni al gruppo che andate a creare, Blender automaticamente andrà a settare il group input e il group output in modo da non dover uscire nessun collegamento. E come se ciò non bastasse, eh, io posso anche creare dei sottogruppi all'interno dei gruppi di nodi, per esempio in questo caso, ho creato il sottogruppo Atmosphere dove l'opzione Blend Layer Weight l'ho collegata al group input sotto forma dell'opzione Blend che poi sono andato a ricollegare al group input però dell'Earth Surface e ho qui come atmosferica Blend. Altro esempio, vi ricordate che con l'opzione Color di questo Diffuse io posso andare a regolare il colore atmosferico? Sarebbe bello poter regolare il colore atmosferico. Direttamente da questo nodo, e allora per farlo, vado in Atmosphere e collego così e collego il Color al group input che adesso questo lo rinomino in Atmosphere Color. Color e adesso collego. Atmosphere color al Group input e adesso, se torno qui, in superficie della Terra trovo anche l'atmosphere Color, in questo modo posso creare gruppi di nodi e sottogruppi che mi permettono di organizzare molto la mia scena. Per esempio, questo di CTRL G. e questo nuovo gruppo lo rinomino in questo nuovo gruppo lo rinomino in night lights in altre parole, mi basta selezionare dei nodi qualsiasi e utilizzare il comando make group per trasformarli in un gruppo di nodi per esempio make group anche su questi due nodi all'interno di un nuovo gruppo che rinomino in rugosità Adesso seleziono anche queste tre opzioni, quindi il Retruth, uh, la Texture Health e lo u Saturation Value e premo, ricordatevi, i nodi che selezionate devono sempre essere collegati fra loro, e premo CTRL G. Ho creato l'ennesimo gruppo che rinomino in Surface. Quindi praticamente mi basta selezionare dei nodi qualsiasi, CTRL G, non mi devo preoccupare di niente, non devo riuscire i collegamenti, resta tutto intatto. Questa è solo una via di organizzazione del mio lavoro. In altre parole, a questo punto io mi ritrovo questo bellissimo nodo superficie della Terra, all'interno del quale posso andare a regolare la rugosità, la potenza delle luci notturne, il blend dell'atmosfera e anche, anche il colore della mia atmosfera. E se io vado ad aprirlo per vedere che c'è dentro, vedo un complesso Group Input, un complesso Group Output e vedo altri vari nodi. Per esempio il nodo Night Lights, il nodo Surface, il nodo Ragnas e anche il nodo Atmosphere. Basta, basta selezionare dei nodi collegati fra loro e il premere il CTRL il G e verrà sempre creato un bel gruppo. Uh, adesso andiamo nel menu Add Group e vediamo che ci sono nu nuove opzioni perché io posso anche andare qui direttamente ed aggiungere un gruppo qualsiasi per esempio, considera per esempio blend, considerati tutti i gruppi presenti in tutto il mio file blend in Add Group trovo tutti i miei nodi customizzati perché questo essenzialmente adesso più che un semplice insieme di nodi è proprio un nodo customizzato, un nodo personalizzato, un nodo che ho creato io in Blender. Ok, magari rinomino questo input in Atmosphere perché Atmosphere color è troppo lungo. Questo è proprio un nodo che ho creato io, che ho creato da me. Quindi un nodo customizzato, è un nodo personalizzato è un nodo personalizzato. Che ho programmato io, per quanto magari programmare non sia proprio la parola esatta, perché l'ho fatto manualmente. Invece, se un nodo lo volete proprio programmare nel vero senso della parola, dovete inserire un, uno script di programmazione, inserire il nodo script ed indicare qua il vostro scripting di programmazione. Ma non è il nostro caso, è molto più semplice creare dei nodi personalizzati in questo modo, dove io ho questo semplicissimo nodo. Che però ho creato io e codifica una quantità gigantesca di informazioni. È un nodo personalizzato ed è una via di organizzazione del lavoro molto più quindi CTRL -G, è una via di organizzazione del lavoro molto più avanzata rispetto al CTRL J. Vediamo le opzioni all'interno del group. Posso andare ad inserire un qualsiasi nodo customizzato tra quelli qui presenti, posso anche andare ad inserire un nodo group input. È un nodo group output ma di solito li inserisce automaticamente blender alla creazione di un gruppo e quando non siete a vedere l'interno di un gruppo non ha molto senso quindi questa opzione di solito non serve make group sarebbe uh, l'opzione ctrl g e invece se io voglio eliminare un gruppo voglio far tornare i nodi come prima c'è un group che si richiama con ctrl alt g vedete ctrl alt g e il gruppo e i nodi vengono separati, non sono più contratti in un gruppo. Ctrl G e tornano ad essere contratti in un gruppo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z per ritornare alla situazione originaria e questi erano semplicemente i gruppi di nodi. Proseguiamo con la nostra analisi. Ora, in realtà più che più che proseguire la nostra analisi, prima di terminare questa lunghissima lezione, dobbiamo solo capire i materiali uh, un paio di opzioni dei modificatori che riguardano i materiali che non abbiamo visto quando abbiamo parlato dei modificatori proprio perché per capirli ci seguono i materiali quindi rinomino questa scena modifiers e facciamolo quindi abbiamo quelle opzioni di modificatori che riguardano i materiali che non abbiamo potuto vedere precedentemente proprio perché non conoscevamo quest'ultimi organizziamo questa semplice scena ehm... Andiamo nel motore di rendering cycles, assicuriamoci di magari aumentare un pochino il raggio della fonte luminosa, ma anche la sua forza. Questa è la situazione iniziale su cui adesso andremo a lavorare. Magari adesso aggiungiamo un modificatore subsurf con un paio di suddivisioni e lo applichiamo. Ok, questa è la nostra situazione iniziale. Adesso andiamo a vedere eh, come alcuni modificatori ci danno delle opzioni che, i, eh, ci danno opzioni che riguardano i materiali. Magari per avere una scena più versatile, cioè dove possiamo fare tutti gli esempi che ci servono, andiamo ad aggiungere anche un cubo. Magari lo scalo un po' per renderlo leggermente più piccolo. Ctrl A Scale per applicare la scala e lo sposto verso l'alto. Adesso al cubo applichiamo un bel modificatore Bevel, l'abbiamo visto nella lezione 16. Eh, aumentiamo leggermente l'amount e perché no, anche il numero di segmenti. Adesso inseriamo uno Shade Smooth e dopo magari un bello Edge Split. Adesso eh, la domanda è essenzialmente questa, switchiamo un attimo in Material Preview. Se abilito qui l'opzione di visualizzazione wireframe, è solo un'opzione di visualizzazione. Vedo che adesso il mio cubo ha delle facce in più. Questa faccia, questa faccia, questa faccia, questa faccia, questa faccia, sono tutte facce che prima non c'erano e adesso ci sono, quindi adesso una serie di facce che sono state create dal modificatore bevel. Adesso immaginiamo di andare a rendere un pochino più complessa la mia scena andiamo a creare un nuovo materiale che per esempio lo nomino in Red Emission, lo bravo in Air Emission e per esempio lo assegno per ora a tutte le facce sostituisco il principal BSDF con un bel Emission scelgo per esempio un bel colore rosso e aumento, la, e aumento la potenza di tale emissione luminosa se abilitiamo un attimo il wireframe per vedere meglio e ok, ci sono riuscito adesso torniamo in edit mode posso sempre selezionare solo le facce che non sono create dal modificatore creo nuovo, un nuovo materiale che magari rinomino in B emission che sta per blue emission seleziono questa faccia e assegno questo materiale Adesso sostituisco il Principal BSDF con un bell'Emission, Emission. Che però stavolta rendo azzurro. E anche in questo caso aumento la Strength. Adesso, andiamo alla Adesso torniamo in Elite Mode. Sempre selezionando il cubo e premendo il tasto tabulatore. Selezioniamo questa faccia qui in basso e creo un nuovo materiale che rinomino G Emission che sta per Green Emission e lo assegno. Adesso. Sostituisco il Principal col materiale di emissione luminosa, scelgo un bel giallo. E anche in questo caso aumento la strength. Ok, adesso abbiamo qualcosa di interessante. Ma la grande domanda è. A Queste facce a cui io ho applicato che sono state create dal Bevel, quindi le facce che io ho creato utilizzando il Bevel, queste facce che materiale devono avere, lo scegliamo con il profilo shading se, e ci serve l'opzione material index, se material index è a meno 1, semplicemente blender lo sceglie in base alla posizione di queste facce: cioè se material index è a meno 1. Blender utilizza la posizione delle facce per fare questa difficile scelta. Se metto 0, dobbiamo introdurre un nuovo concetto. Quindi con meno 1, Blender usa la posizione delle facce per questa scelta. Se metto 0, vedo che tutte le facce legate dal bevel sono diventate rosa. Torniamo nel pannello dei materiali e vediamo che adesso ci serve capire bene questo elenco di materiali. Io qui cosa ho? Semplicemente un elenco di materiali, ok? È un elenco di materiali. Questi materiali sono numerati da, da zero: quindi R emission è il materiale 0, B emission è il materiale 1 e G emission, che in realtà G sta per green emission, quindi doveva essere verde, non giallo, perché ricordatevi G sta per green, non per giallo. Quindi R-emission 0, B-emission 1, G-emission 2. Quindi questi materiali non sono considerati 1, 2 e 3, sono considerati 0, 1 e 2. Praticamente il primo materiale nell'elenco non è il primo materiale che avete creato. Il primo materiale in quest'ordine è sempre il materiale 0. Ok, beh, beh semplicemente. Se io qui seleziono 0, Blender mi applica a tutte le facce create dal bevel il materiale 0, quindi in questo caso R-Emission. Se metto 1, mi applica a tutte queste facce il materiale 1, cioè il materiale B-Emission. Se metto 2, mi applica a tutte quelle facce il materiale 2, quindi G-Emission. E questo per quanto riguardava il bevel. Solo questo c'era da dire. Torniamo alla sfera. Andiamo a vedere un altro modificatore che introduce un concetto simile, il Solidify. Conosciamo già approfonditamente il Solidify. Magari aumentiamo un filino la thickness. E adesso andiamo in Edit Mode, Shift Z per assicurare. Eh, andiamo in Wireframe Mode 1 per la selezione vertici. Selezioniamo tutti questi vertici e premiamo Hits Vertices. Così facendo io, po io posso osservare visivamente l'effetto del solidify, posso osservare sia le facce all'interno create dal solidify che le facce all'esterno eh, già proprie della mia sfera. Ok, adesso anche a questa sfera creiamo più materiali, ne creo uno nuovo di default che magari rinomino in... magari uh, anche questo materiale. Prendo il materiale R emission che ve ho creato poco fa. Ne creo uno nuovo. Uh, ok, adesso creo un nuovo materiale che rinomino B, cioè che dove vado a cercare il b emission, e eccolo qua, adesso vado a, vado a creare un nuovo slot e invece di creare proprio un nuovo materiale. Cerco il materiale G emission. Molto bene, adesso vedo che vedo solo il materiale R-Emission perché B-Emission e G-Emission non sono applicati a nessuna faccia. Allora andiamo in Select, Select Random e a queste facce applico il B-Emission. Adesso di nuovo Select, Select Random e a queste facce il G-Emission. Ok, tutto ciò che ci serviva a sapere. Ok, mh, va abbastanza bene. Magari andiamo in wireframe mode e per esempio selezioniamo queste facce e a tutte queste applichiamo il B emission. Selezioniamo queste facce e a tutte queste applichiamo il G emission. Tanto per avere qualcosa a disposizione. Tanto per uh, um, avere qualcosa di più facile visivamente da vedere. Ok, molto bene. Adesso prima di vedere il pannello materials all'interno del Solidify, lo applichiamo momentaneamente e andiamo a ripassare due concetti essenziali. Allora, queste facce qui sono dette lim. Queste facce qui sono dette lim, mentre tutte queste facce interne della mia mesh, quindi tutte queste facce sono dette fill. Adesso premiamo Ctrl Z fino a avere il solidify e gli diciamo quindi che questo è il mio rim. Questo è il mio fill. Mentre tutte queste altre facce, quindi la parte esterna sono quelle che già erano presenti sopra la mia sfera che sono proprio quelle vere che ho, sono proprio quelle presenti in edit mode, non create dal modificatore. Allora, con Material Offset lavoriamo con i materiali del fill, con uh, rim lavoriamo con i materiali del rim. Diciamo che è un pochino diverso il modo in cui ragionano queste due opzioni. Vediamo che se Material Offset... Guarda, allora, concentriamoci solo sul fill, quindi uh, concentriamoci momentaneamente sul fill, quindi andiamo anche magari a disabilitare proprio il... Uh, il gim per un istante. Allora, vediamo che eh, con Material Offset, e se Material Offset è a zero, io vedo nella parte interna della mia mesh gli stessi materiali della parte esterna. Mi spiego. Eh, questo modificatore praticamente prende ognuna di queste mie facce e a ogni faccia applica uno spessore, una thickness quindi me la duplica e me la inserisce all'interno quindi praticamente per esempio per, uh, que a questa faccia andiamo a inserire modo per vedere meglio a questa faccia corrisponde quindi non la posso selezionare ma a questa faccia corrisponderà questa faccia 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 quindi a ognuna di queste facce all'esterno corrisponde una faccia all'interno perché la geometria esterna è stata duplicata all'interno e così è stato creato l'effetto thickness ora tutto ciò è interessante non posso ovviamente selezionare le facce all'interno perché sono create dal modificatore quindi per ogni faccia all'esterno esiste una faccia corrispondente all'interno. Allora, mettiamo che la faccia all'esterno abbia il materiale R-Emission. Se material offset è a 0, avrà comunque il materiale R-Emission. Se una faccia all'esterno ha il materiale G-Emission, la corrispondente all'interno avrà G-Emission. Se invece ha il se una faccia all'esterno il materiale B-emission, la corrispondente all'interno avrà il B-emission. In, in altre parole, le facce all'esterno sono quelle a cui ho creato i materiali. Le facce all'interno sono quelle circa le quali sto lavorando con i materiali all'interno del modificatore Solidify. A ogni faccia all'esterno corrisponde una e sola una faccia all'interno con materiale offset sia la faccia all'esterno X corrisponde alla faccia all'interno y la faccia y avrà lo stesso materiale della faccia X. quindi mi spiego un pochino meglio torno nel sistema annotate però per esempio chiedo a blender di permettermi di disegnare sulla superficie del mio oggetto prendiamo una faccia qualsiasi per esempio prendiamo questa e hanno lo stesso materiale a questa faccia corrisponde questa faccia e infatti hanno lo stesso materiale a questa faccia corrisponde questa faccia e infatti hanno lo stesso materiale questo comportamento è dovuto al fatto che il material offset è a 0 se inserisco il material offset eh, a 1 io influenzo sempre le facce all'interno però eh, se inserisco il material offset a 1 praticamente eh, sposto in avanti tutti i materiali delle facce del fill mi spiego ora, l'algoritmo che abbiamo appena detto cioè il fatto che se a questa faccia corrisponde questa faccia cioè il fatto che quindi abbiamo appena detto che se a questa faccia corrisponde questa faccia, queste due facce avranno lo stesso materiale. Ricordiamoci sempre che però abbiamo detto che i materiali sono, sono numerati da 0 a, a partire dal numero 0, quindi questo è il materiale 0, il materiale 1 e il materiale 2. In parole povere, eh, se aumento di 1 il materiale offset, ogni faccia, se aumento fino a 1 eh, il material offset, Ogni faccia scalerà in avanti di un materiale. Quindi mi spiego: le facce che avevano il materiale 0 avranno il materiale 1. Le facce che avevano il materiale 1 avranno il materiale 2. Le facce che avevano il materiale 2 continueranno ad avere il materiale 2. Quindi le facce rosse diventeranno blu, le facce blu diventeranno verdi, quelle verdi resteranno verdi. Quindi, ze quindi le facce con il materiale 0 ottengono il materiale 1. Le facce con il materiale 1 ottengono il materiale 2 e quelle con il materiale 2 restano col materiale 2. Se aumento ancora il materiale offset ottengo tutte le facce verdi. Perché? Perché se aumento il materiale offset... Perché ogni volta che aumento il materiale offset di 1 replico questo comportamento. Quindi col materiale offset a 0 se una faccia se una faccia all'esterno X, ha un materiale Y... La faccia all'interno Z avrà sempre il materiale Y, se aumento il materiale offset di 1. Quindi, se io metto il materiale offset e lo aumento di 1, faccio in modo che le facce che avevano il materiale rosso avranno il, materi le facce che avevano il materiale 0 avranno il materiale 1. Le facce col materiale 1 avranno il materiale 2. E quelle col materiale 2 restano col materiale 2. Invece, se, se io lo aumento ancora di 1, faccio la stessa cosa. Quindi, se l'aumento aumento ancora di 1, che succede? Già Blender se lo aumento di 1 di nuovo le facce che avevano il materiale rosso vanno al materiale blu, quelle col materiale blu vanno al materiale verde. In altre parole, ogni volta che aumento di 1 scalo i materiali. Quindi, con 0 sappiamo già che succede: con 1 le facce col materiale rosso ottengono quello blu e quelle col materiale blu ottengono il materiale verde. E adesso è così. Adesso, eh, questo, adesso questo è quello che ho. Se aumento ancora di 1 succede di nuovo. Le facce col materiale rosso che ci sono facce col materiale. Quindi non ci sono facce col materiale rosso, aumento di 1 e quindi non ce n'erano. Quelle col materiale blu saltano al materiale verde, quelle col materiale verde restano al materiale verde. Quindi in altre parole, ogni volta che aumento di 1 il materiale offset faccio fare a ogni, a ogni faccia un altro salto nei materiali. Ricapitoliamo. Ehm, con uno. quindi ricapitoliamo. Se ogni volta che aumento il material offset di 1 le facce che prima che lo aumentassi di 1 avevano il materiale rosso ottengono il materiale blu e quelle che avevano il materiale blu ottengono il materiale verde. Ogni volta che lo aumento di 1. Se inserisco 1, quindi ogni faccia fa un, un salto, quindi se qua non lo l'aumento di 1 inserisco proprio 1 numericamente, ogni materiale fa un salto, 0 diventa 1 e 1 diventa 2. Se inserisco 2, ogni materiale fa un salto, 0 diventa non 1, ma. cioè ogni, ogni materiale fa due salti, quindi se qui ho 2, 0 non diventa più 1, ma diventa 2. 1 non diventa più 2, ma diventa 3. Il 3 non c'è, e quindi resta a 2. Spero di essermi spiegato. Ah, ho, ho nascosto la sfera ma non era necessario perché adesso magari, anzi, non lo dovevo proprio fare, gli facciamo apparire il rim. E per il rim è un po' la stessa cosa. Col rim, eh, diciamo che col rim è la stessa cosa, con 0, Blender si basa sulla corrispondenza delle facce. Il che vuol dire essenzialmente che questa faccia del rim corrisponde a questa faccia vera e propria. E perciò avranno lo stesso materiale, se il rim è a 0. Questa faccia della geometria corrisponde a questa faccia del rim e quindi prendo lo stesso materiale, se il rim è a 0. Se aumento l'im di 1... Le facce che prima che lo aumentassi di 1 avevano il materiale 0 avranno il materiale 1 e quelle che avevano il materiale 1 avranno il materiale 2. Se lo aumento ancora una volta di 1 succede di nuovo in parole povere, in parole povere con rim a 0, non c'è solo questa corrispondenza tra facce con rim a 1 quelle facce col materiale rosso ottengono il materiale blu, quelle col materiale blu ottengono il materiale verde con rim 2, quelle col materiale rosso ottengono due materiali più avanti quindi il materiale verde, quelle che inizialmente avevano il materiale rosso eccetera quindi il rim funziona come il materiale offset e poi le povere io vi consiglio di fare varie prove quindi ogni volta che aumento quindi, se aumento di 1 il material offset io di solito non tengo conto del valore proprio che qui ho, ragionate così: se aumentate di 1 il material offset prendete o il materiale che ogni faccia aveva prima che aumentaste di 1, e quel materiale fa un salto in avanti. Quindi, R diventa blu, quindi R diventa B e B diventa G. Se aumentate di 1, quindi aumento di 1, R diventa B e B diventa G aumento di 1, r diventa b e b diventa g. Aumento di 1, r diventa b, b diventa g. Lo stesso per il rim. 0, corrispondenza di facce. 1, r diventa b, b diventa g. Aumento di 1, r diventa b e b diventa g. La cosa bella è che posso fare anche tutto nel verso contrario. Infatti io qui posso anche andare ad inserire valori inferiori a 0 semplicemente questo vuol dire che posso far fare questi salti lungo l'elenco dei materiali al contrario quindi se aumento di 1 se aumento di 1 r diventa b e b diventa g quindi 0 diventa 1 e 1 diventa 2 se invece diminuisco di 1 quindi metto a meno 1 succede il contrario ma è più vero che 0 diventa 1 e 1 diventa 2, ma adesso 2 diventa 1 e 1 diventa 0. Quindi il contrario. Se aumento, di, se diminuisco di nuovo di 1, succede di nuovo. 2 diventa 1 e 1 diventa 0. In altre parole, ogni volta che aumento di 1, 0 diventa 1 e 1 diventa 2. Ogni volta che aumento di 1, 0 diventa 1 e uh, 1 diventa 2 ogni volta che diminuisco di 1 0 eh, ogni volta che diminuisco di 1 2 diventa 1 e 1 diventa 0 quindi praticamente se invece di, di premere più 1 premete meno 1 praticamente eh, invertite l'ordine dei materiali cioè non è che invertite l'ordine dei materiali cambiate l'ordine del salto dei saltelli lungo questo elenco di materiali lo stesso vale per il RIM se, se aumento di 1 0 diventa 1 e 1 diventa 2 se diminuisco di 1 2 diventa 1 e 1 diventa 0 ok e questo era semplicemente il mio bel solidify passiamo allo wireframe poi vediamo adesso il modificatore wireframe. Inseriamo qui a thickness meno 0,1 e ottengo questo solito bel risultato. E adesso ci chiediamo, ma, eh, queste, eh, ma queste nuove geometrie che Blender va a creare, quindi magari facciamo scendere ancora a thickness meno -00, 0,005, no? 0,005 queste linee, queste geometrie che Blender va a creare. Che materiale dovranno avere? Lo decidiamo con Material Offset, che funziona esattamente come il Material Offset del, del Solidify. Con Material Offset a 0, con Material Offset a 0, c'è una corrispondenza di facce. Andiamo a vedere il wireframe anche in edit mode. Dai ah, Material Preview Mode per vedere meglio e anzi non andiamo a vedere il wireframe in, uh, in elite mode non lo andiamo a vedere per ora selezioniamo per esempio questa faccia ok selezioniamo questa faccia adesso torniamo a vedere di nuovo il wireframe in elite mode e adesso io ho selezionato questa faccia ok questa faccia qui adesso la domanda è le geometrie che si sono create attorno a questa faccia che materiale dovranno avere? Lo stesso materiale della faccia. Oppure prendiamo quest'altra faccia, la geometria che si crea attorno a questa faccia, che materiale deve avere? Lo stesso della faccia. Prendiamo quest'altra faccia, la geometria attorno a questa faccia, che materiale deve avere? Lo stesso della faccia. Prendiamo questa faccia, la geometria attorno a questa faccia, che materiale deve avere? Lo stesso della faccia. Quindi, praticamente anche in questo caso eh, Blender crea i materiali della geometria creata in base ai materiali della geometria già esistente. Ok. Bellissimo. E col materiale offset, semplicemente anche qui si aumento, anche qui Blender considera i materiali da 0 a 2, ed essenzialmente qui posso fare esattamente la stessa cosa che facevo nel Solidify. Se aumento il materiale offset di 1. Tutte le facce che avevano il materiale 0 ottengono il materiale 1, e tutti quelli che avevano nel materiale 1 ottengono il materiale 2. Per fare questo, basta premere qui. Basta andare ad aumentare di 1 e solo di 1 il materiale offset. Se invece lo diminuisco, succede il contrario. Se lo diminuisco, non è più vero che le facce che avevano il materiale 0 ottengono il materiale 1 e quelle che avevano il materiale 1 ottengono il materiale 2, ma se lo diminuisco di 1, quelle che avevano il materiale 2 ottengono il materiale 1 e quelle che avevano il materiale 1 ottengono il materiale 0. E questo era, se e questo era semplicemente lo wireframe. Adesso voi direte: ma tutto qui con la scoperta delle opzioni dei modificatori che non conoscevamo già? Strano, perché. Beh, questo è abbastanza strano perché ci sono tantissime opzioni dei modificatori eh, in quasi nella maggior parte dei modificatori generate dove io avevo detto tranquilli questa opzione la vedremo in futuro in tantissimi modificatori non solo all'interno del uh, non solo all'interno del bevel del solidify e dello wireframe c'erano opzioni dei modificatori che abbiamo detto che avremo visto in futuro in tantissimi modificatori sì però quelle sono opzioni che riguardano lo UV che non conosciamo ancora. Allora con queste parole chiudo questa lezione che io mi auguro che abbiate trovato interessante, vi saluto e spero che questo corso stia continuando a piacervi. Mi scuso di nuovo per la lunghezza di questa lezione, l'ho fatto per completezza, comunque non mi, io personalmente mi permetto di non preoccuparmi eccessivamente della lunghezza della lezione perché comunque sia... Io vi, potete benissimo prendere una lezione e vedervela in più parti, non dovete vedere una lezione tutta in una volta. E, mh, però avere una sola lezione da vedere in più volte, a parere mio, permette di seguire, per, permette un, un discorso un pochino più lineare rispetto ad avere tante piccolissime lezioni tutte separate. Spero che l'abbiate trovato interessante, mi scuso se qualcuno ha trovato la lezione troppo lunga, io vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione.